Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Scusate le condizioni ragazzi, ma mi sono appena svegliato. Questa intro è doverosa. Perché? Perché come sempre nei fine settimana mi piace ogni tanto, no? Tornare ai vecchi tempi, lasciarvi con questi video lunghissimi per farvi passare il weekend. Questi film, ormai li chiamiamo così. E essendo che ho fatto film praticamente su tutto, raccolte su tutto, mi sono reso conto che il nostro main format non ha ancora avuto il giusto, diciamo, tributo. Quindi oggi ragazzi vi presento il video che racchiude secondo me le migliori storie di Diario Segreto a cui io ho reagito. Faccio questa intro anche per avvertirvi e allarmarvi e dirvi che ci saranno probabilmente video di me che è praticamente un'altra persona, dello Xiao tipo di 2 anni fa, perché io ho iniziato a reagire alle storie di Diario Segreto tanto tempo fa. Quindi se vedete una specie di abominio alieno sono io, o almeno lo ero. Dico, non vi spaventate. Detto questo, vi auguro buon fine settimana ovviamente e buona visione. Un bacio. Ciao Volpi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi confesserò il mio segreto più grande. So che molti di voi avranno cliccato la copertina perché diranno: oh mio Dio, Xiao ci dirà in realtà che non si toglie peli nelle ascelle? Non me li tolgo perché ne ho veramente pochissimi, ma in realtà il mio segreto non è questo. Lasciate like, commentate, iscrivetevi e seguitemi su Instagram, che adesso vi saluto. Saluto e ringrazio Barbufede, Bakugo369, Flagello558, VD Vittoria, ok? E Gallucci Simone 4. Grazie mille ragazzi, se volete essere salutati anche voi nel prossimo video, seguitemi mi raccomando su Instagram. Qua ci avete il nick, sotto ci avete il link in descrizione. Ebbene sì ragazzi, non vi confesserò il mio segreto, anche perché io sono un... Com'è che dicono tutti gli youtuber che in realtà sono pieni di segreti? Vabbè, comunque sono trasparente, non ho segreti. Andremo a vedere una storiella, perché mi mancava reagire alle storielle. Mio fratello... ah, un libro aperto, esatto. Mio fratello ha scoperto il mio segreto e ora devo fare tutto ciò che vuole. Video di Diario Segreto, iscrivetevi mi raccomando, andiamo al video. Ciao, io sono Angela. Bella per mia sorella Angela. Ragazzi, nei commenti, ciao Angela, per forza. Un po' di tempo fa io e Luke, il mio ragazzo, siamo... Luke? Che nome italiano è Luke? Andati al campo estivo. Mi è piaciuto stare lì. E ho trovato anche un'amica. Io, Luke e Stacy stavamo sempre insieme. Tutto stava andando benissimo. Finché un giorno è successa una cosa terribile. Cioè? Durante la festa intorno al falò ho improvvisamente visto Luke e Stacy insieme. No! Ma perché la tizia c'è il top col logo di TikTok? Ma chi è che esce queste magliette? Stavano chiacchierando. Non andava di moda nel 2016, tipo? Interagendo come due amici. Si stavano baciando l'aria, perché comunque, vabbè. Ma si stavano baciando. Oh no. Sei riuscita a immaginarlo? Il mio ragazzo. Poverina. Stava baciando un'altra. E lei se l'è ripreso. Cosa c'ha la mia voce oggi? E lei se l'è ripreso? Ovviamente l'ho preso da parte. Ho dato di matto e gli ho chiesto una spiegazione. Per menarlo, esatto. La sua risposta mi ha lasciata senza parole. E cioè? Mi dispiace, dobbiamo lasciarci. Finalmente ho incontrato la ragazza. Madonna, un doppiatore maschio. Mi dispiace, dobbiamo lasciarci. Sempre la sua voce. La ragazza dei miei sogni. È Stacy. Cosa? Stacy era la ragazza dei suoi sogni. Poverina. E io cos'è? Una mezza calzetta. Una mezza calzetta? Ma che insulto sarebbe? Sono scoppiata in lacrime e ho pregato. Sì, lacrime immobili, poi boh, nella stazione spaziale internazionale. ISS lì, ferme le lacrime immobili. Se le tocca si può lavare la faccia. Di non lasciarmi. Lui era molto importante per me e non volevo perderlo. Ma Luke era irremovibile. Che sottona lei però, poverina. Si era già voltato per andarsene quando per mia sorpresa ho sbottato. Ho sbottato? Sono incinta. Ah, questa è stata unexpected, devo dire. Luke si è voltato e mi ha guardata con aria scioccata. Sì, mordendosi le labbra e toccandole le... Vabbè, niente, lasciamo stare, video non family friendly. Ovviamente a causa di quella notizia aveva cambiato idea su di noi. C'è subito, giusto. Per il resto del nostro tempo al campo estivo Luke si è preso cura di me e... Ma come, scusa, ma... ha trovato la ragazza dei suoi sogni, ora? Continuava a chiedere come mi sentissi. Wow, non pensavo che avrebbe funzionato. Te l'hai inventato, non ho capito. Quando le vacanze sono finite siamo tornati al college. All'inizio tutto stava andando bene. Ma poco dopo Luke ha iniziato ad avere dei sospetti.
Esatto, dov'è la pancia? Scusami. Un giorno è venuto. È la nausea, è il vomito, è la voglia di mangiarti anche le mie braccia. Da me mi ha parlato dei suoi dubbi. Stai frequentando le lezioni di educazione fisica come se niente fosse. Giustamente. Non hai la pancia e non ti ho mai vista vomitare. Vabbè, non è che sono delle prerogative comunque, cioè. Mi hai mentito. Mi sono spaventata, ma ho finto di offendermi. La gravidanza è diversa per tutte. Per quanto riguarda le lezioni di educazione fisica, è giusto. Conosci il nostro allenatore. Se ne salto una, sarebbe subito disposto. Sì, che poi cioè lui se n'è accorto delle lezioni di educazione fisica che non fosse incinta. Cioè, tipo dirle fammi vedere il test di gravidanza, tipo. Sto a bocciarmi. Luke mi ha guardata con aria incerta. Sembrava che non sapesse se credermi o meno. Sì, sempre che faceva così. Quindi ho deciso di andare oltre. Mi sono stretta la pancia, mi sono piegata e ho gemuto. Ma come? Ma perché? Luke mi ha subito aiutata a sedermi. Che cos'hai? Stai male? Devo chiamare un'ambulanza. Ho esalato piano e gli ho assicurato che stavo già meglio. Luke mi ha creduto. Madonna, raga, ma che strono. Lo sta prendendo in giro. Ma cosa si è messo un salvadanaio nello stomaco? Avrei potuto recitare in un film. Qualche giorno dopo ho provato a mettere sotto alla maglietta. Ma era scomodo e non era credibile. Direi. Quindi ho acquistato una finta pancia su internet. No, sì. Al college tutti hanno iniziato a trattarmi con i guanti. Persino l'allenatore mi ha permesso di stare in panchina durante la lezione. Ma ti rendi conto? La vita da donna incinta mi piaceva ogni minuto di più. Un giorno sono tornata a casa e stavo andando nella mia stanza. Quando ho toccato il corrimano e le mie dita sono rimaste incollate. Ma? Corrimano. Lo slime? Era ricoperto da qualcosa di appiccicoso. E ho subito capito che era un altro stupido scherzo di mio del fratello, che ora arriverà ad essere, immagino. Cioè, il suo segreto è il fatto che lei in realtà non è veramente incinta. E quindi suo fratello adesso la schiavizzerà. Holly, vieni qui, su. Holly. Subito. Famosissimo nome, proprio Holly. Quando mio fratello mi ha vista è scoppiato a ridere. Abbiamo iniziato a discutere. I nostri genitori ci hanno sentito. Sei suo padre un macellaio? Sentiti. Ho incolpato Holly. E per punizione i miei gli hanno fatto pulire la casa e lavare i piatti tutti i giorni. E la madonna, ma che cosa ha fatto? A proposito dei nostri genitori, avevo paura che le voci sulla mia gravidanza li raggiungessero. Sì, che sa, poi com'è possibile che tipo la scuola non ha chiamato casa o robe simili? Sarebbe stata la fine. Ho cercato di stare attenta, ma alla fine sono stata beccata. Da suo fratello. Quella mattina ho aspettato che i miei andassero al lavoro come al solito. Certo, perché lei giustamente usciva di casa già con la pancia finta. Poi mi sono preparata in fretta per andare al college e mi sono sistemata la pancia finta. Greve. È entrato nella mia stanza. Quel moccioso non era andato a scuola. Quando mi ha vista si è fermato ed è rimasto a bocca aperta. Volete sapere la parte peggiore? Mio fratello è sempre stato sveglio. Vabbè, non è che è stato sveglio. Se ieri t'ha visto che eri super mega magra e il giorno dopo t'ha visto con un pancione grande quanto la sua testa, cioè mi sembra ovvio. E ha capito subito che cosa stava succedendo. Bene, bene, bene. Finge di essere... Che mania. ...essere incinta. Stai mentendo al tuo ragazzo. Greve. Io ho digrignato i denti. No. Digrignato. Non volevo discuterne con lui. È un segreto. Ti prego, non dirlo a nessuno. Farai tutto ciò che voglio. Holly ha fatto un sorriso. Comunque poi queste storie, raga, sono in America. Cioè io ho avuto tre sorelle nella mia vita. Tre sorelle. Mi sono capitato un botto di volte queste cose. Mai una volta che o io o loro abbiamo detto tipo adesso fai tutto ciò che voglio. Solo nei film si vedono ste robe. Cioè se io e mia sorella gli avessi detto ora ho scoperto il tuo segreto. Tipo mi ricordo che avevo scoperto mia sorella, che quando era tipo aveva la mia età, adesso ha 30 anni, io tipo ero più piccolo, che aveva iniziato tipo a fumare, gli avevo sgomato le sigarette, no? Io gli avevo detto che gliel'avrei detto a mia madre, ma quella tipo mi ha distrutto di mazzate. Io sono stato zitto per paura che quella mi veniva ad uccidere nel sonno. Ma quando mai puoi fare tutto ciò? Ma non è mai vera questa cosa, cioè. Anzi non fatelo, raga, perché veramente, cioè le ammazzate che mi sono preso quel giorno, c'è da perdere, boh. Ok, non lo farò, ma tu devi fare tutto ciò che ti chiedo. Cioè la vittima, veramente, boh, un martire ero. Non avevo scelta, così ho accettato. Immagino cosa, tipo servirlo e riverirlo. Quella sera mio fratello mi ha chiesto di pulire e di lavare i piatti. Greve. Mi ero dimenticata quanto ero stanca dopo il college. E ho dovuto fare tutti i lavori per lui. Ma stanca cosa, che non fa manca di educazione fisica. I nostri genitori se ne sono accorti, ma non gli importava. Erano soltanto felici che... Quello che gliene frega, basta che pulisce a posto loro. Che avessimo smesso di litigare. Holly continuava a chiedermi di comprargli qualcosa. Greve. E ho speso tutti i miei soldi per lui.
Mio fratello mi faceva infuriare, ma mi sono morsa la lingua e ho sopportato. Un giorno Luke ha detto che mi aveva iscritta a un corso preparto. Greve! E mi ha proposto di andarci insieme. Avevo paura che potesse accorgersi di qualcosa, ma mi sono sentita costretta ad andare per non fargli venire dei sospetti. Cosa sono stai mai? Sulla strada Luke mi ha detto che stava cercando un lavoro. Ah, un lavoro per... C'è capito, quello si stava distruggendo la vita. Aveva intenzione di lasciare il college. Ma poverino. Dovevo guadagnare dei soldi per occuparmi di te e del bambino. Povero Luke, sempre vestito uguale lui, boh. Una volta cambiasse maglietta, vabbè. Vai, aspettare un po'. Visto. No, sono pronto a prendermi le mie responsabilità. Sì, tutti i ragazzi italiani così, sta uguali. Mi ha infastidita. Non pensavo che potesse prenderla così seriamente. Ma come ti ha infastidita, scusa? Cioè, ma non siete mai contente? Cioè, se uno parte in Messico, sbaglia. Se uno prende le sue responsabilità, sbaglia. E allora cosa deve fare, scusa? Tuttavia, quando siamo arrivati al corso, Holly mi ha chiamata. E mi ha chiesto di tornare subito a casa. Greve! Mi ha detto che ero impegnata. Ma lui mi ha ricordato il nostro accordo. Ho dovuto dire a Luke che mio fratello stava male. E sono tornata a casa. Ovviamente... Hai capito, ragazzi? Non mentite mai alle persone. Questa è una lezione di vita, mi raccomando. Mentre Luke voleva venire con me, ma l'ho convinto a rimanere. Quando sono... Praticamente quell'incinto era lui al corso, ho capito. Sono arrivata a casa, ho scoperto che i nostri genitori erano partiti per 2 giorni. E che Holly aveva dato una festa. Che cosa c'ha il suo amico? Gli manca tipo la melanina? Aveva invitato un sacco di amici e la casa era un disastro. Dannazione, avevo appena pulito. Tutti i suoi amici, anche 3 persone. Boh, c'è più sfigato di lei, suo fratello. E improvvisamente ha abbassato la musica. E con una risatina mi ha dato un costume da domestica. Da maid? Stica. Greve. Cara sorellina, stasera sarai la nostra domestica. Cambiati i vestiti e mettiti al lavoro. Boh, arriva Gianluca Vacchi, che si arrabbia e dice: se non fai TikTok bene, 200 euro di multa. Lo avrai ucciso. Che co... Per citare, insomma. Coraggio. Ho protestato, ma Holly si è avvicinato e mi ha sussurrato all'orecchio. Forse dovrai dire a Luke il tuo segreto. Esatto, dovrà ballare a tempo, sennò... Devo farci niente, quindi ho accettato. Gli ho scaldato il cibo, ho pulito e ho ascoltato le loro stupide barzellette. La festa... Aia. Stava procedendo. Quando all'improvviso... È lui, raga. Ho visto Luke dalla finestra. Luke. Poi... Arriva Luke. Dopo qualche secondo il campanello ha suonato. Dannazione, che cosa ci faceva lì? Greve. Ho chiesto a mio fratello di aprire la porta e sono corsa al piano di sopra. Mi sono cambiata i vestiti e mi sono messa la E i suoi amici? Pancia finta. Poi sono tornata in salotto e ho trovato Luke. A quanto pare mi aveva portato il materiale del corso. Non volevo costringerti a stare davanti al computer per delle ore. Greve, sì. Ho stampato il manuale. L'ho ringraziato e ho provato a cacciarlo. Ma Holly è intervenuto e ha iniziato a darmi sui nervi. Ha dato a Luke degli indizi per fargli capire che la mia pancia non era vera. Greve! Per fortuna Luke non ha capito. Gli ho detto che ero sfinita e finalmente l'ho accompagnato alla porta. Poi ho sgridato mio fratello e ho cacciato i suoi amici. Holly si è arrabbiato e ha detto che avrebbe spifferato tutto. Ma gli ho risposto che per il suo bene avrebbe dovuto tenere la bocca chiusa. Ma com'è che schifo di fratello? Ma che schifo lei, madonna! Sta rovinando la vita a 200.000 persone! Il giorno seguente al college abbiamo fatto le prove per la recita. Tenevamo spesso delle recite al college, ma non avevo mai partecipato. Giusto. Tutto stava andando come al solito e non sembravano esserci problemi in vista. Luke è rimasto al college fino a tardi, dopo le lezioni. E io sono tornata a casa da sola. Stavo camminando per strada quando Oh no, i suoi genitori! Ma che lingua è quella della targa? Sei una macchina pagana? C'è un rito satanico c'è scritto nella targa? Precisamente notato una macchina familiare dirigersi nella mia direzione. Il Simlish, veramente! Quelli erano i miei genitori. Oh shit. Ma e adesso papà che cosa fa con la cinghia? Che succede adesso? Aveva detto che non sarebbero tornati prima di sera. Mi aveva mentito. Non ho avuto il tempo di nascondere né di togliere la pancia. Sono scesi dalla macchina e dietro di loro c'era Holly. Greve. Un sorrisino perfido. Tesoro, siamo tornati prima e siamo passati a prenderti. Vedendo la mia pancia si è interrotta e si è messa una mano sul Greve. Cuore. Greve, è morta. Sta terrorizzato. Che cos'è? Ho dovuto inventarmi una spiegazione al volo. Io ho ottenuto il ruolo della donna incinta nella recita. Ero alle prove e non ho avuto il tempo di cambiarmi. I miei genitori hanno tirato un sospiro di sollievo. Ah, meno male. Lievo. Mi hanno lodata e hanno detto che non... Fecero un botto i movimenti che fanno. Vedevano l'ora di assistere alla prima. Avevo paura che Holly parlasse, ma non ha detto nulla. Meno Probabilmente male. Probabilmente aveva intenzione di ricattarmi ancora per un po'. Probabile. Io e Luke siamo andati al corso preparto quasi tutti i giorni.
Mi hanno spiegato come respirare correttamente durante il parto, come fasciare i bambini e così via. Mi sono innervosita tantissimo. Che cosa avrei fatto quando sarebbe arrivato il momento di partorire? Anche perché poi la pancia rimane sempre uguale, ma vabbè. Un giorno Luke mi ha chiesto di conoscere i suoi genitori. Sono nervosa è un eufemismo. Mi sono immaginata gli scenari peggiori. E sapete una cosa? Ci avevo visto giusto. Durante la cena la mamma di Luke mi ha chiesto... Ma è sua mamma! ...chiesto improvvisamente di parlarmi in privato. Non ti vergogni, stai rovinando la vita di nostro figlio. Ha lasciato il college e ha iniziato a lavorare per colpa tua. E il bambino, tu stessa sei ancora una bambina. Come potrete fare i genitori? Ero confusa e non sapevo che cosa... Sono fratelli, ti immagini? Cosa rispondere? Se solo avesse saputo che Luke aveva lasciato il college per niente e che non c'era nessun bambino. Ma in realtà... Luke è venuto da noi. Aveva sentito la nostra conversazione e aveva deciso di intervenire. Mamma, non permetterti di parlare ad Angela in quel modo. Lei è la mia famiglia ora. E tu e papà dovete accettarlo. Greve. Mi ha presa per mano e mi ha portata via. Suo padre ha cercato di fermarlo, ma Luke non l'ha ascoltato. Ma dov'è suo padre? Devo sparire nel nulla. La mamma di Luke aveva ragione. Prima di tutto lui aveva lasciato il college. E ora stava litigando con i suoi per colpa delle mie bugie. Ma glielo dirà mai? Quando sono tornata a casa ho camminato per la mia stanza nervosamente. Avevo superato il limite e non sapevo che cosa fare. Nel fine settimana Holly mi ha chiesto di portarlo al parco divertimenti. Mentre lui era sulle montagne russe, all'improvviso qualcuno mi ha chiamata per nome. Angela! Dannazione! Ero terrorizzata. Ovviamente non avevo messo la pancia finta per portare lì mio padre. Oh no! Ho sentito la voce di... Come corre? Che sembra quello di GTA Vice City. Dietro di me. Quindi non mi aveva ancora visto la pancia. Oh, c'è Danny Lazzarin. Pancia. Senza voltarmi sono scappata e mi sono persa tra la folla. Mi stava urlando qualcosa. Dopo essermi chiusa nel bagno delle donne, ho scritto a mio fratello... Precisiamo. ...di tornare a casa senza di me. Ho aspettato in bagno per circa mezz'ora. E poi ho guardato fuori con attenzione. Mi sono assicurata che Luke non fosse nei paraggi e sono... Secondo me ora sbuca Luke e ti dà pure sotto, E te lo meriti. ...casa. Mentre ero nella mia stanza ho sentito qualcuno sbattere la porta di... Greve! E poi ho sentito delle voci. Holly era tornato. Ma non era solo. Luke era con lui. Non ci credo! Avrei strangolato. Non credo. Mi sono messa la pancia e sono andata al piano di sotto. A quanto... Poi in tutto questo i suoi genitori inesistenti per tutto il video? I suoi genitori cosa fanno? Holly aveva detto a Luke che mi ero ammalata. E che era quello il motivo per cui ero tornata a casa. Ho dovuto stare al gioco. Sì, non mi sentivo bene. Ma ora mi sono ripresa. Per tutti i 9 mesi invisibili. Luke voleva portarmi dal dottore. E sono riuscita a malapena a fargli cambiare idea. Poi ha detto che voleva aspettare... Comunque quella era la farmacia, vabbè. ...i miei genitori per conoscerli. Non sono riuscita a sopportarlo. Calma. Ho fatto una scenata e gli ho chiesto di andarsene. All'inizio Luke mi è sembrato ferito. Ma poi ha sorriso. Gli sbalzi di umore sono normali nelle tue condizioni. Esatto. Ti capisco. Era così comprensivo che mi sono sentita... Quanto è grande la chiave, con tutta la mano la prende. Ho spinto Luke fuori dalla porta. Ho sbottato Holly e mi sono chiusa nella mia stanza. Non ne potevo più. All'improvviso ho capito che Luke non mi piaceva più come un tempo. Le sue attenzioni soffocanti mi davano sui nervi. È colpa tua. Ma lui si era sacrificato per me. E non potevo dirgli la... Di nuovo torniamo nello spazio con le lacrime. Mi sono buttata sul letto a pancia in giù. Sono scoppiata in lacrime e ho pianto per quasi tutta la sera. Un paio di giorni dopo al college si è tenuta la prima della recita. Luke mi ha convinta ad andare. Siamo arrivati proprio prima che iniziasse e abbiamo trovato dei posti vuoti. Ma scusi, ai suoi genitori non gli aveva detto che... Ma poi perché suo padre è sempre vestito da Farmville? I nostri genitori si sono seduti accanto a noi. Sì, che poi uno dietro e uno davanti. Cosa sta succedendo? Che cosa ci facevano lì? Dannazione, gli avevo detto che avevo ottenuto una parte e poi me ne ero completamente dimenticata. Angela, perché sei ancora qui, non dietro alle quinte? Terremoto, scusatemi. Giusto, stavo per andarci. Ho preso Luke per il braccio e l'ho trascinato con me. C'è una vita sulla menzogna. Dietro alle quinte il regista ci ha detto che solo gli attori potevano stare lì. Voleva cacciarci, ma l'ho battuto sul tempo. Sapete che cosa ho fatto? Sono corsa sul palco insieme agli attori. Ho improvvisato e ho trovato un modo per unirmi allo spettacolo. Gli attori non hanno esitato e si sono comportati come se niente fosse. In quale universo parallelo una cosa del genere dovrebbe succedere? Però ho lasciato il palco in silenzio. E il regista è venuto a sgridarmi. L'ho ignorato, ho trovato Luke e l'ho trascinato via.
ma i miei genitori ci hanno fermati sulla porta. Il mio ruolo era davvero piccolo. Possiamo andare a casa adesso. I miei non hanno sospettato di nulla e mi hanno fatti i complimenti per l'ottima... Io non ci credo, raga. ...ottima recitazione. Potevo finalmente rilassarmi. Quando Luke ha rovinato tutto. Perché? Signore e signora Taylor, è da molto che voglio conoscervi. Prometto che mi prenderò cura di Angela e di nostro figlio. I miei genitori sono diventati di pietra. Ci hanno guardati confusi. Oh, shit. Poi mamma ha chiesto con voce tremante. Vostro figlio? Angela, sei davvero incinta? In quel momento volevo scomparire. Basta, di la verità. Tutti si aspettavano una spiegazione da me. Di la verità. Avevo detto così tante bugie che non sono riuscito. E soprattutto, stacca dall'amplificatore quando non lo usi, che consuma elettricità. Ho alzato la maglietta. Mi sono tolta la pancia finta e con le lacrime agli occhi ho spiegato tutta la verità. Più... Come ha fatto a girare il braccio così? Ma che cazzo? Parlavo... Non è a ossa? Luke impallidiva. Era sconvolto e non riuscivo a guardarlo negli occhi. Mi sono vergognata tantissimo e sono scappata. Una volta a casa mi sono chiusa nella mia stanza di nuovo. Alla fine mi sono calmata e... mi sono... Quindi ha partorito, come ha detto Duffins prima. Sentita più tranquilla, perché avevo confessato. Non avrei più dovuto ingannare nessuno. Meno male. E ho pensato a un modo per sistemare con Luke. Un giorno stavo guardando il telefono. Sì, tra gli arabi, che cos'è? Ho fatto il numero di Stacy. Sapete, la ragazza del campo estivo di cui Luke si era innamorato. Sì. Le ho scritto per chiederle se Luke le piacesse ancora. Quando Stacy ha detto di sì, le ho detto che era single. E le ho consigliato di chiamarlo. Ma come? Poco dopo ho sentito delle voci su Stacy e Luke. E mi sono sentita un po' meno in colpa. Le cose sono migliorate. E persino Holly ha smesso di infastidirmi. Ma che... Tuttavia, un giorno è successa una cosa che mi ha... Cosa sta succedendo? Ha sconvolto la vita. Dopo una lezione, Luke è venuto da me e mi ha chiesto di parlare. Mi ha portato in una piazza dove alcuni musicisti stavano suonando la mia canzone preferita. Mi sono innervosita. Che cosa... cosa stava succedendo? Ho pensato a tutto quanto. Apprezzo il fatto che tu ti sia spinta fino a quel punto per restare con me. Ovviamente hai fatto una cosa terribile, ma voglio perdonarti. Luke si è messo in ginocchio e mi ha dato un anello. Voglio che diventiamo una vera famiglia. Ma che... Angela, sposami. Così scioccata che non sapevo come reagire. Dimmi che ti hai detto no. Non riesco a credere che sia successo per davvero. Gli ho chiesto del tempo per pensarci. Non so ancora che cosa fare. Non so più che cosa provo per Luke, né che cosa voglio. Secondo voi che... Io so cosa vuoi. Iscriviti al canale. Fallo anche tu se non l'hai ancora fatto. Cosa dovrei fare? Dovrei dirgli di sì. No, ma che cosa dici di sì? Cosa ti sposi che c'hai 2 anni? Vediamo alla prossima, raga. Lasciate like e non mettete in ginde le vostre ragazze. E non chiedete di sposarle. Ciao. Ciao Volpi. Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi non è... successo, speriamo che non succeda con noi, perché sennò c'è un buon problema. Andiamo a vedere, vai. Ciao, io sono... può sembrare strano, ma nemmeno io so come mi chiamo. Ma come? Vabbè, un po' come te comunque, effettivamente. Esatto, proviamo noi. Vabbè. O meglio, non me lo ricordo. Ha perso la memoria. Lasciate like e iscrivetevi al canale. Belli sandali, ti piacciono? Questa è la mia storia. Ma poi cosa vuol dire così dal nulla lasciate like? Cioè, non si ricorda il nome, però si ricorda dell'iscrizione. Quando ho aperto gli occhi ero in un bosco, di notte, e mi sono subito alzata da terra. Greve. Faceva male la testa. Avevo le mani piene di graffi, come se fossi stata assalita da un branco di gatti selvatici. Ma esistono i gatti selvatici? Sì. Ah. Non ricordo. Credo di sì, quelli randagi, tipo. No. Dopo niente. Che sono i gatti selvatici, quei puma? Forse sì. No, cioè, non lo so, vabbè. Comunque. Vabbè. Cosa mi era successo? Ho vagato per il bosco e sentivo il panico crescere dentro di me. Okay. Non credevo che sarei mai uscita da lì. Quando all'improvviso ho incontrato una donna. Ma chi è? Tesoro, stai bene? Non sembra. Ti sei persa? Ho annuito. Ero stanca e spaventata.
la do... Che si sta anche spaventata così, perché... Mi ha portata alla fattoria, dove viveva insieme al marito e al figlio Morgan. Mi hanno accompagnata io, in un... Io, vero, con i capelli rossi. ...stanza separata per farmi riposare. Mi sentivo persa, ma soprattutto volevo sapere che cosa mi era successo. Dobbiamo chiamare... Quindi praticamente si è risvegliata nella foresta ed era smemorata. Polizia, non mi ricordo come sono finita nel bosco, né che cosa è successo. I contadini si sono... Tipo sembra Giustino di Leone. Comunque, no, mi pare i contadini, chi ne ha capito? Sì, esatto, contadini, quella con i capelli tinti, mai visto una cosa del genere nel io mondo. Io sono io da grazie. Esatto. Ho scambiato un'occhiata, vorremmo aiutarti, ma... Qui... Non abbiamo il telefono, ti immagini? Sì, siamo in mezzo al nulla e non c'è campo. Cosa vuol dire? Cioè, questi... Non lo so, uno di loro sta male, come ci arrivano l'ambulanza? Sì, 18! La pazzina 18! Potresti accompagnarmi in città allora? Non possiamo, il nostro van è guasto. Proprio senza speranze. Se non sistemo ti do un passaggio. Muori. Esatto. Anche perché dobbiamo comunque andare in città a vendere frutta e verdura. Ho trascorso lì qua... Popolare. Una settimana. I contadini erano delle brave persone. Ma li ho aiutati con il raccolto e a badare gli animali. Cioè così, scusa, questa ragazza non ha famiglia. Dal niente così, vai. Ho chiacchierato tantissimo con Morgan. Era un tipo un po' strambo, ma non era cattivo. Vabbè, i pregiudizi solo perché no, abbiamo allora, i capelli tinti, è letteralmente, cioè tra virgolette, tra tante virgolette, sembra letteralmente un film che ho visto, si chiama Offline. Offline, è okay. Uguale, te lo giuro, la storia è magari ispirato, Spesso delle strane occhiate. La memoria non voleva tornare. Ho provato almeno a ricordare il mio... Perché si morde le labbra? È uguale il film. Ma è stato inutile. Quella aveva perso la memoria. Un è giorno uguale. Il padre di Morgan è venuto da noi. Sembrava che... Sembra lo sguardo da maniaco proprio. Ho sistemato il van. Possiamo andare in città. Ok. Quella notizia mi ha rallegrata. Quel giorno siamo andati in città. Volevo andare alla polizia per cercare i miei genitori. Ma prima ho aiutato la famiglia che mi aveva ospitata a vendere i prodotti dell'orto. Ok. Li vendevano vicino al centro. Nel giro di poco sono arrivati i primi clienti. Una ragazza è impietrita non appena mi ha vista. Ma? Per caso sei Amina? L'attrice di quella serie TV? Uguale! Veramente? Solo che la tizia era un influencer. E lei è un'attrice, e ok? E lei è un'attrice. Un'attrice. Quindi lei è famosissima, però non se lo ricorda. Esatto. Mi hai confusa con qualcun altro. No, sei proprio lei. Oddio. Ha preso il telefono. Ho letto un articolo su un'importante serie TV. E c'erano le mie foto sullo schermo. Era una follia. Quella ragazza era identica a me. Oppure, quella ragazza ero io. Ho letto... No, eri tu, Sì. Ho letto qualche altro articolo su Amina. Non aveva recitato solo in quella serie TV. Perché lui ha uno sguardo strano? Non è che tipo l'hanno rapita loro. Ma anche in alcune pubblicità. Su quasi tutti i siti la signora Blossom veniva citata come sua agente. La signora Blossom. Devo chiamarla, ma non ho trovato il suo numero da nessuna parte. Ho restituito il telefono alla ragazza. Dovevo scoprire che cos'era successo. Sai... Sì, ma magari tipo smettila di vendere frutta e vattene, cioè... Spesso mi scambiano per questa attrice, perfetto. Ma non sono sì, lei. Sì, precisa proprio, cos'è, Pac-Man. Quando la ragazza se n'è andata, mi sono chiesta che cosa avrei fatto. Dovrei rivolgermi alla polizia. Sì. Potrebbero rintracciare la signora Blossom. Morgan mi ha lanciato improvvisamente un'altra occhiata strana. Aia. Non andare alla polizia. So dove abiti. Ero senza parole. Ma che cazzo? In che senso? Ho capito subito chi sei. Una volta ho lavorato vicino a casa tua. Mi sono innamorato di te la prima volta che ti ho vista. Temevo che se ti avessi detto della tua vecchia vita, te ne saresti andata subito. Volevo passare del tempo con te. Va bene, psicopatico. Mi dispiace. No, allora, appena finisce... appena finiamo di guardare sto coso... Che vatti è un video, vatti a guardare quel film, te lo giuro che è uguale. Giuro che lo faccio, ma forse è l'ultima cosa che faccio, sono guarda. Sono stato così egoista. Poco dopo, Morgan mi ha riportato a casa. Ho suonato il campanello. Mi tremavano le mani e avevo la gola secca. Ma no! Ho rivisto la mia famiglia. Sarei ricordata di loro. Credevo di essere pronta... La mamma uguale, uguale. Proprio copia e incolla proprio del personaggio. Tutto, ma... Un secondo dopo, dalla casa è uscita la mia gemella. Ci siamo... Ah! Ok. Fissate stupite. Oh, sei arrivata finalmente.
Mi ha lanciato le braccia intorno al collo e mi ha abbracciata forte. Poi mi ha trascinata in casa. Scusami, per quanto tempo è scomparsa questa? Boh. E quella sei tornata? Punti di trama ovunque. Vivevo lì per davvero. Dove sei stata? Due contadini. Vabbè, però, scusami, il titolo è Mia sorella ha superato il limite. Cioè, Ezembo? È la, è la sua gemella. Quindi lei, secondo me, tipo, ha fatto finta di essere lei. E ha approfittato che fosse famosa, mo vedi, Mi hanno trovata nel bosco. Non ricordo niente di ciò che è successo prima. Ma è terribile. Sì, terribile. Amina sarebbe il mio nome. Tu sei mia sorella. Sì, ma io sono Amina. Tu ti chiami Dana. Hai visto? Io c'ho l'occhio lungo. Non ti ricordi proprio niente. I nostri genitori sono... Ce la sono paradata la testa, Stura. Allora, Rapunzel. Tempo fa e la zia ci ha cresciute. La signora Blossom, io sono un'attrice e lei è la mia agente. È partita per una settimana, non ha smesso di cercarti. Aveva bisogno di liberare un po' la mente. Le riprese della seconda stagione inizieranno presto e deve occuparsi di un paio di problemi. Da una parte ero felice di aver... Dall'altra no, perché Amina in realtà è lei. Ho trovato la mia casa e la mia famiglia. Non è Amina. Ma dall'altra... Poi vedi tipo tutte le fan che si chiamano Amina. Mi era ancora tornata la memoria. Non ricordavo nemmeno un secondo di tutta la mia vita. Sono rimasta con mia sorella. Era autunno e c'erano le vacanze scolastiche. Io stavo sfogliando gli album di famiglia. Okay. C'erano un sacco di foto mie e di Amina. Era il problema è che lei ne può approfittare di questa cosa, perché essendo sua sorella gemella non lo può mai scoprire. Si può distinguerci soltanto grazie... Anche se tipo i genitori dovrebbero esistere in questa famiglia. Amina aveva detto che io li portavo forti. Che sono state cresciute da loro zia. Ah. Poco a poco ho iniziato a imparare di più su me stessa. A differenza di mia sorella, conducevo una vita tranquilla e pacifica. A quanto pare il mio interesse principale erano gli scacchi. Ero nel club di scacchi della scuola e avevo vinto persino dei premi e dei riconoscimenti. Vero? Ci incontravamo di sabato. Ho trovato l'indirizzo del club su internet e mi sono... Che lingua è? Vabbè. Mi sono presentata all'incontro. Speravo di ricordarmi qualcosa, ma no, niente rendeva quel luogo familiare. Non mi ricordavo nemmeno le regole. Sono tornata a casa delusa. Cosa è successo? Non riesco a ricordare niente. Domani prendo appuntamento da un medico. Il medico di famiglia è molto bravo, ti fisso un appuntamento con lui. Okay. Tuttavia, il giorno seguente, Amina è andata a un'intervista e quando è tornata a casa era esausta. Perché? Perché non era abituata a questa vita. Poi mi ha detto che il medico aveva troppe visite e che avrei dovuto aspettare. Palesemente stava prolungando. Alla fine sono andata in una clinica per i fatti miei. Un dottore mi ha visitata e mi ha fatto una radiografia alla testa. Non è niente di grave. La memoria potrebbe tornarti in qualsiasi momento. Ah, ok. Dovresti passare più tempo a casa con la tua famiglia. Quella sera ho parlato ad Amina. Sì, tra l'altro. Dammi il numero della zia. Voglio parlarle. L'ho appena chiamata. È in riunione, sarà impegnata per un po'. Dovresti chiamarla domani. Amina sembrava nervosa. Continuava a mordersi il labbro e a evitare il mio... In realtà tutti si mordono il labbro su Diario Segreto, cioè. Stai bene? Presto si terrà un grande evento. Ma è vero, saranno presenti tutti i membri del cast. Verranno anche i giornalisti e dovremo rilasciare un'intervista importante. Sono troppo nervosa. Le ho messo una mano sulla spalla. Non preoccuparti. Un pugno le devi dare. Sì, andrà tutto bene. Calmare Amina era molto più semplice che calmare me stessa. Sì, è palese proprio. Chissà. Sono andata nella mia stanza. Mi sono guardata intorno e ho... Un libro elfico? E cominciato a sfogliare l'album di famiglia. Mi sembrava tutto vagamente familiare. Ma avevo anche la sensazione che ci fosse qualcosa di sbagliato. Sì. Chissà ho perché. Ho trovato una mia foto in costume. Ha una voglia nella pancia. Greve! Avevo una grossa voglia sulla pancia. Dov'era finita? Sono corsa subito da Amina. Perché in questa foto ho una voglia? Perché sei nata così? Ma te ne sei sempre vergognata e l'hai tolta un paio di anni fa. Sì, certo. Ecco il motivo. Quella sera Morgan mi ha chiamato. L'album di famiglia. C'erano foto sue e di tutte e due. Recente mi aveva confidato che alla fattoria c'era un punto in cui c'era campo. Da quel giorno parlavamo molto spesso. Sapevo che mi aveva mentito, ma mi aveva anche aiutata. Quindi lo avevo perdonato. Voglio che mi torni la memoria. Mi piacerebbe ricordarmi almeno... Bello l'effetto telefono. Non preoccuparti. Le cose miglioreranno con il tempo. Il giorno seguente... Ma in tutto questo si può sapere come ci ha trovato Bosco, chi sta? Amina è uscita per andare a una specie di evento. E io sono rimasta a casa da sola. Comunque io in tutto questo a Diario Segreto gli chiedo di farmi una storia da una vita. Ma non mi cagano. Cioè una volta tipo ero in live con 2000 persone.
hanno fatto tipo una cosa come 250 commenti e non mi fanno una storia. Perché... fatemela, vi prego! Perché non c'è niente di interessante. Vabbè. Non è, cioè... il titolo non è clickbait, come potete vedere, ragazzi. Poi qualcuno ha suonato il campanello. Dalla finestra ho visto dei tipi sospetti. Bodyguard. Petti. Indossavano dei completi scuri e portavano gli occhiali da sole. Comunque hanno suonato il campanello. Sì, tra l'altro, cioè, fateli più scuri i pantaloni. Diversi minuti. Mi sono sentita in pericolo. Quindi ho finto di non essere in casa e non ho aperto la porta. Quando Amina è tornata agli occhiali. Carbonara? Sembra di sì. Sto di quei tipi. Non fare caso a loro. Sono qui per nostra zia. Ha avuto dei problemi con loro per diverso tempo. Greve. Meno male che non hai aperto la porta. Un paio di giorni dopo sono tornata al club di scacchi. Dana, sei cambiata tantissimo. Greve. Poverina, perdere la memoria deve essere terribile. Ho provato di nuovo a giocare a scacchi. Che? Ah, c'era... come si chiama? Sì, Giorgio? Cioè... si chiama Giorgio. Non mi ricordo. Poi mi sono guardata intorno e ho notato che sul muro erano appese le foto dei giocatori migliori. C'era anche una mia foto. Per mia sorpresa ho visto la foto di qualcuno che conoscevo. Morgan. Ah, Morgan. Giorgio, ma dove venisci? Che colpo di scena. Aveva detto che mi conosceva solo di vista. Perché mi aveva mentito di nuovo? Quindi è d'accordo palesemente con la sorella. L'ho chiamato lui, subito. Volevo arrivare in fondo alla questione. Dana, ciao. Non riesco... a sentirti. Sì, non mi sono sul telefono. È caduta la linea. Vabbè. Per qualche motivo non ci credevo. Dai. Morgan non voleva rispondere alle mie domande. Era tutto così sospetto. Giustamente. Siccome non potevo parlare con Morgan, ho deciso di chiedere. Lei ha le ginocchia dritte e lei non lo so. Vogliamo parlare delle scarpe di Hello Kitty contro i sandali? Ho dovuto fare i conti con l'ennesima delusione. Non conosco nessuno dei tuoi amici. No. Sei sempre stata timida e non hai mai invitato nessuno. Lei è storta. Boh, c'ha la gobba. A casa. Ero una persona così noiosa. Mi sono improvvisamente accorta che provavo invidia per Amina. La sua vita... è il contrario, perché lei era invidiosa, esatto. Mi sembrava fantastica. Per colpa dell'amnesia mi sono sentita persa. La sera sono tornati i tiroschi. Hanno suonato il campanello. I mafiosi arrivano. Se la signora Blossom non ci dà i soldi che ci deve... finirà nei guai. Nostra zia ha chiesto loro un prestito. Esatto. Doveva promuovere. È andata lei, la lasciate lì. In balia della mafia. Ecco perché vengono qui. Quella sera stavo per andare a dormire. È storta. Una bambina è venuta nella mia stanza. Ma poi dorme vestita. Ho una bella jeans. Notizia da darti. Oggi ci sarà il concerto di un gruppo famoso. È la prima volta che si esibisce nella nostra città. Tu adoravi le loro canzoni e sono riuscita a prendere i biglietti. Vai. Andiamo. Cosa? Adesso? Certo, non c'è tempo da perdere. Abbiamo solo mezz'ora per arrivare. Ma no. Ho esitato. Ma Amina mi ha convinta ad andare. Siamo uscite di casa e abbiamo preso un taxi. Okay. Quando all'improvviso una macchina si è fermata fuori da casa nostra. Mafiosi. All'auto è uscita la zia. Ma che brutta. L'ho riconosciuta dalle foto. Volevo salutarla. Strega, sì, Donatella Versace. Il taxi era già partito. La zia è Donatella Versace. Il concerto è finito la mattina dopo. È stato incredibile. Provate a immaginare. Mi sono persino ricordata qualche canzone. All'inizio ero così concentrata sulla loro esibizione che non mi sono accorta che Amina era sparita. Dopo un po' mi ha mandato un messaggio. Domani ho un evento importante. Sì, palesemente quello c'è scritto. Sì. Divertiti senza di me. Sono tornata a casa molto tardi e sono andata dritta a letto. Quando mi sono svegliata, Amina e nostra zia erano già uscite. Okay. Ho chiamato mia sorella. Posso venire anche io alla festa? Posso raggiungervi stasera? Sai, è un evento privato. Non credo che ti facciano entrare. Ne dubitavo. Com'era possibile che non facessero entrare la sorella di un'attrice? Esatto. Mi è sembrato che Amina non mi volesse. Me la sono presa. Certo, perché sennò la sgamano. E sono rimasta a casa tutto il giorno. La sera ero così annoiata che ho guardato la serie TV in cui aveva recitato mia sorella. Che poi sì, che stranamente si chiama offline, no? Guardavo, mi sono sentita un po' strana. E poi mi è venuto mal di testa. Mi sono presa la testa tra le mani e mi sono ricordata qualcosa. Greve! Sul set e stavo ripetendo le battute. Mi sono alzata e ho iniziato a camminare per la stanza. Il cuore mi batteva all'impazzata. Mi sono ricordata qualcos'altro e non poteva essere. Riuscivo a ricordare. Ricordavo tutto. Greve. Io ero Amina e mia sorella era Dana. Nostra zia era finita nei guai con quei tipi, che erano dei mafiosi.
Hai un visto? Giorno aveva chiesto in prestito del denaro da loro per promuovermi e non aveva restituito i soldi. Mia zia aveva sempre dato molta importanza al denaro e non aveva mai sprecato un centesimo. Un giorno dovevo girare uno spot. L'hanno rapita, mafiosi. Avevo contratto con l'azienda. Quando sono salita sul taxi per andare sul set, ho scoperto che il tassista era uno di quei mafiosi. Hai visto? Mi ha portata fuori città e aveva intenzione di portarmi in una casa abbandonata, chiudermi lì dentro e poi minacciare mia zia, costringendola a pagare. Se io non fossi riuscita a girare la pubblicità, mia zia avrebbe dovuto pagare una multa salata. Così ho deciso di fregare il malvivente. Ho finto di dover andare in bagno. Lui ha fermato la macchina e io sono scappata. Okay. Stavo correndo per il bosco e sapevo chi mi stava inseguendo. I rami mi hanno graffiato le braccia e la faccia. Non sapevo dove stavo andando. A un certo punto sono inciampata e sono caduta in un burrone poco profondo. Ho picchiato la testa e ho perso i sangue. Ora si spiega tutto. Mi sono risvegliata. Ma sei caduta in un buco profondo perché? Già il resto. Quando mi sono guardata tutto ero sconvolta e subito dopo mi sono infuriata. Dana mi aveva rubato la vita. Sono andata subito all'evento. Era arrivato il momento di smascherarla. All'entrata Morgan mi ha vista e mi ha presa in disparte. Che cosa ci faceva lì? Mi ricordavo anche di lui. Era un amico di Dana ed era addirittura venuto a casa nostra una volta. Brutto idiota. Ho sempre saputo che Amina ero io. Perché mi hai mentito? Mi ha presa per il braccio. Perché Dana ha sempre vissuto nella tua ombra. Anche lei si merita un momento di gloria. Ho cercato di liberarmi, ma non sono riuscita a mantenere l'equilibrio. Ho urtato un bidone dell'immondizia e sono caduta. Il bidone mi si è rovesciato addosso. Ero lercia. Mi sono arrabbiata ancora di più e ho spinto via Morgan. Poi sono arrivati i giornalisti. Amina, sei tu? Perché sei vestita così? È una nuova moda? Non avevo intenzione di rispondere. Come una nuova moda? Cos'è? Non avevo niente da perdere e sono entrata. Dana era sul red carpet e stava posando per i fotografi. Mia zia era lì vicino. Quando mi hanno vista sono impallidite. Dana sembrava terrorizzata. I mafiosi sono improvvisamente entrati nel salone. Per mia sorpresa la polizia li stava inseguendo. È arrivato il momento di pagare i debiti. Poi mi hanno vista e si sono fermati. Nella sala è caduto il silenzio e si sentiva solamente una musica di sottofondo. Tutti mi stavano fissando. Ho capito che dovevo inventarmi qualcosa, altrimenti mi sarei rovinata la reputazione. Vedete quell'uomo? Un paio di settimane fa ha cercato di rapirmi per minacciare mia zia, la signora Blossom. Sono riuscita. Devono tirare una punizione, scusatemi. Scappare, ma ho colpito la testa e ho perso la memoria. Mia zia non riusciva a trovarmi, quindi la mia gemella ha finto di essere me. Ma ora la memoria è tornata. Sono rimasti tutti senza parole. Un paio di secondi dopo, la zia è corsa da me con le lacrime agli occhi. Tesoro, sono così contenta. Eh no, perché la zia era ignara di tutto, non lo sapeva. Vabbè. Siccome ero riuscita a tornare a casa, avevo mandato a monte il piano dei malviventi. Alla fine i poliziotti li hanno arrestati. Meno male. Io e Dana siamo tornate alle nostre vite. Si è sistemato tutto e mia sorella si è scusata. Ho fatto una cosa terribile. Nel profondo ti ho sempre invidiata. Quando non si sei capiva. Quando sei scomparsa la zia mi ha proposto di prendere il tuo posto. Praticamente gli ha rubato la vita. Mi piaceva essere te e non volevo che finisse. Morgan mi ha chiamata non appena sei arrivata alla fattoria. Abbiamo nascosto la verità a tutti. Ma allora perché mi ha accompagnata a casa? Temevo che se fossi andata alla polizia avresti scoperto dalla zia come stavano le cose. Ti ha portata da me così che potessimo nasconderti la verità. Volevo essere te ancora per un po'. Poco dopo sono tornata al lavoro. Il rapporto con la mia famiglia non è un granché. A mia zia interessano solamente i soldi. E figli. E Dana, non riesco a perdonarla. Non vedo l'ora di finire quest'ultimo anno di scuola e diventare indipendente. A quel punto mia zia non sarà più la mia tutrice e cercherò un nuovo agente. Dana è tornata al club di scacchi e si è messa con Morgan. Strano. Erano amici, ma ora sa che lui farebbe qualsiasi cosa per lei. Che cosa ne pensate? Io penso che da questa storia abbiamo capito che pure che ammazzi qualcuno, basta che chiedi scusa, si risolve tutto. Sa di fatto che raga, per questo video era tutto. Io ringrazio mia sorella, se volete altri video con lei fatecelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Lasciate like, mi raccomando. Ciao. Aspetta che non scende le luci. Non accendo la luce. Ciao Volpi e benvenuti in questo nuovissimo video. Dopo 40 secondi di rec finalmente riusciamo a fare la intro. Oggi sono qui come al solito con Andrea. Ormai è un canale di coppia. Sì. Praticamente sì, siamo una coppietta. Siamo tipo Steph e Fere. E oggi andremo a reagire ad un video che sinceramente mi ha fatto molta paura. Perché non si scherza qua. Non si scherza, Andrea. Mio padre è un cannibale. Ah. Mi dispiace, non sapevo come dirtelo. Ah, guarda,
Mi stai prestando attenzione, non te ne frega niente di quello che dico. Mi hai obbligato, mi hai minacciato a fare il video. Esatto, ragazzi, stavolta lo dici tu. Mi lasciate un like, per favore? Non quello, oltre a quello. Oltre a quello. Cos'è che devi dire? Ah, il 7, l'8, il 9, il 10 saremo alla fiera di Roma. Nonché, chiamata anche Romix. Basta, non è che non c'è altri, non c'è altri nomi. E nulla, quindi mi raccomando, ragazzi, manca poco ormai, per incontrarci, iscrivetevi. Ovviamente è una di quelle reaction, ragazzi, a quei video pazzi disegnati di tizi che dicono cose strane. Andrea, il video sarà con i sottotitoli perché noi non siamo bravi in inglese. Hey, I'm Steve. And... ciao Steve, ragazzi, come al solito nei commenti. Ciao Steve, papà, voglio lo spam. Vabbè. Vai. Vai. I'm in big trouble. È in grossi guai, Steve. Andrea, lo dobbiamo aiutare, Steve. Vai. Recentemente già non mi piace. Ok, mio padre è un cannibale nella... cioè, suo padre mangia umani? I'm not joking here. Non sta scherzando, Andrea. Non sta scherzando, vedi che? Non sto scherzando. Non sono sicuro se dovrei contattare la polizia o l'FBI. Boh, secondo me dovresti intanto scappare di casa prima che ti mangi a te nella notte, però... because my dad needs to be stopped. Ok. I realized that he was weird when I was a kid. Avrei dovuto rendermi conto che era strano quando ero bambino, perché mio padre mi raccontava sempre storie su una tribù di cannibali nell'Amazzonia brasiliana. Andrea? Aia. Andrea, ne sai qualcosa tu che... non so niente, non sono... non sai niente. Non faccio parte di quella tribù. Ok. Quindi praticamente suo padre gli raccontava delle storie di cannibali. Boh, si sarà fatto prendere troppo dalla trama, probabilmente. Non lo so. Ci siamo, Andrea. Vai. Ok, dice che normalmente mangiavano persone decedute. Il che comunque non è una cosa normale per quanto mi riguarda. Non troppo. Ok. Ah, ok. Mentre se tipo erano degli stregoni o delle persone magiche, se le mangiavano vive. Che comunque. E per peggiorare le cose, mi disse che per lo più accusavano le bambine di essere streghe. Il che si collega a quello che hanno detto prima. Che disastro sta storia. Si mangiavano le bambine, Andrea? Sì, non va bene. Cioè, non va bene. Ok. Ah, facevano proprio le feste che si mangiavano. Ho capito. Carino. Giustamente lui sentiva queste storie da bambino. E la cacca addosso la vendeva proprio, quella che la prendeva di mattina. Sì. Però giustamente era piccolino e pensava che fosse una cavolata, normale, no? Ha anche un sacco di teschi umani in tutta la nostra casa. Bene. E quando gli ho chiesto dove li avesse presi, mi ha detto che li ha comprati su eBay. Ma comunque in realtà non sarebbe una bella cosa. Cioè, se mio padre dovesse dirmi che ha comprato dei teschi umani su eBay, la prima cosa che farei probabilmente tipo chiamare il manicomio più vicino. Però vabbè. Anche i documentari. Ah, dice che non è vero, secondo lui, perché 4 anni fa ha cambiato carriera ed è passato dall'essere un insegnante di scuola all'essere tipo all'essere un operatore di crematori. Sarebbero tipo i porchi. Perché magari perché a scuola i bambini l'aveva finiti, capito? Quindi non ci voleva più da mangiare, no? Ok. La fase successiva. Ok, il suo nuovo lavoro consiste nel trasformare i cadaveri in genere. Ok, le persone, diciamo che quando non ci sono più vogliono diventare cenere. Ecco, e mi sa che non diventano cenere, diventano altro nel gabinetto poi. Vabbè, dettagli, insomma, trascurabili, no? Sono confuso. Non credo che tratti i suoi cadaveri con rispetto. Li ha smontati e li ha mangiati di nascosto. L'altra cosa strana che fa è volare in Brasile una volta all'anno. Mi sa che si può fare i party quelli lì. Mi sa di sì. Con la tribù, eh. Ah, ok, praticamente la mamma gli diceva che suo padre praticamente andava a fare sti viaggi perché c'aveva una famiglia laggiù. Ma mi sa che se ce l'aveva sta famiglia è finita all'abbraccio un po' di tempo fa, a questo punto mi viene da pensare. Mi viene da pensare. Giustamente dici tu, perché non lo invitavano mai a lui? Ok, un giorno ho scoperto la verità. Ho attraversato il guardaroba di papà, è entrato su Narnia e in fondo ho trovato una scatola nascosta e quando l'ho aperta ho visto diverse serie di denti umani. Che schifo. Era così inquietante e c'era una foto che mostrava mio padre che indossava quei denti intorno alla testa, circondato da una giungla indigena. Ma poi suo padre andava a fare il guerriero con la camicia. Sì, caccia di animali, ovviamente, no?
Non dovrebbe far ridere comunque. Oh, guarda Patrick. Ma perché c'hanno sempre le foto di SpongeBob questi qua? Bello però. To hang out with some cannibalistic warmongering tribe members. Maybe he went on hunting other humans with them so they could eat them afterwards. Non ci credo, sì. Ma sono storie reali? Allora, si presume di sì. Sono real life story, quindi sono semplicemente disegnate. Perché sai com'è far vedere su YouTube un tizio che si mangia gli umani? Non è una bella carina, cosa, ecco. Carina come storia. Ti piace come storia? Sì, sì, invitante. Ah, quindi gliel'ha chiesto? La sua risposta è stata così inquietante. Un grande sorriso è apparso sul suo viso e poi mi ha chiesto: come fai a sapere, figliolo? E da lì. E da lì tutto è andato in discesa. Ha iniziato a strappargli le gambe, le braccia, le dita, gli occhi. Sì. Sei divertito. Ha passato quel periodo. Greve. Una volta che mi sono ripreso, ho detto che sei un disgustoso psicopatico malvagio. Ma lui ha detto no con la mano gigante. Come gli è uscita sta mano? Va a fargli appetito. Non è malvagio, non è disgustoso. No, dai, ma tutti mangiano umano. Sì. Qual è la differenza tra mangiare carne di maiale o umana? Beh, facciamo che tipo togli la vita a qualcuno, no? Se un essere umano muore per una causa naturale, allora non è malvagio mangiare il cadavere, perché un morto lo fa. Sì, ho capito che un morto è comunque morto, ma non è una bella cosa, perché di base se ti consegnano i morti che vogliono essere cenere, cioè questo cos'è che fa? Scusami, si mangia le persone che deve cremare e poi si mette a fumare e gli mette le cenere delle sigarette nei vasi? Dici tu, risparmia pure, diceva. Sì. Greve. Può pranzare. Vabbè, però dai, risparmi alla fine se ci pensi, eh? C'è un membro in meno di famiglia da sfamare. Non so perché si è trasformato in un cinese. Ah, dice che no, quelli sono persone vecchie e quindi è disgustoso. Ah, quindi lui vuole la carne fresca. Ancora peggio. Sono solo affascinato dai cadaveri. Ah, ok. Beh, non è fresca. Non è così tanto. Mio padre pensa che essere un cannibale non sia un problema. Beh, dai, non lo è. No. Ma va, dai, 2022 dobbiamo essere aperti di mentalità, no? Appunto, vabbè, secondo me tra poco qualcuno arriverà a dire una roba del genere, vedi, ca? Sì. Su TikTok lo vedremo un video simile, secondo me. Ecco che fine ha fatto Dora. Eccola lì, la signorina. La signorina con la mela in bocca. Ora capite perché non la fanno più. Ma non capisco perché tipo mangia lui. Cioè non ho capito, mangia tipo dei nani lui. Sì, sono i miniature. Dell'action figure. Ma scusa, cosa? Non lo so, Andrea, è tutto così strano in questo video, ho paura. Mi ha chiesto se volevo venire con lui in Brasile e ha detto che sarebbe stata una grande avventura e che avrei potuto finalmente sviluppare un gusto per meglio di qualsiasi altra cosa che hai mai assaggiato. Quindi stai cercando di convincere il figlio a essere cannibale come il padre. È chiaro che c'è il padre dal figlio, no? Eh sì, Andrea, certo. Milone. Così. Ma tu saresti interessato, tu la faresti un viaggio del genere per scoprire da rispondere? Sì. No. Ormai l'hai detto la prima, Che palle, non si può fare niente. Secondo te partirà? Ma come? Sì, chiama l'FBI. Greve. Vuole andare in prigione. FBI. E quindi? Oh no. Ha recentemente acquistato un barbecue gigante. Greve. Finora l'ha usata solo per gli hamburger, però. Ah, solo quando non era a casa la usava. Mi sa che non la usava per gli hamburger, allora. Greve. Sì, la carne bruciata di umano. Cioè che do profumi che... Sì, tu mi sembri molto strano, eh. Ad essere onesto, se qualcuno vuole mangiare il mio cadavere dopo di me, se sono morto non mi dispiacerebbe. Ma potrebbe ridere. Sì, un botto. Che schifo. Sempre più mamme su internet mangiano. Oh mio Dio. Ma cos'è?
Cos'era? Un mostro. Guarda come piga a destra. SpongeBob. Finché non fai del male agli altri, puoi mangiare quello che vuoi. Boh. Non credo che mio padre segua questa regola. Mi sa di no, eh. Presumo che vada in Brasile una volta all'anno a caccia di carne umana fresca e 2 settimane fa ci ha cucinato una bella zuppa con dentro carne di maiale. Che schifo. Mi sa che carne di maiale è ben poco. And when I told him that it tasted good. Però avevo un buon gusto. Ho visto questo sorrisetto inquietante quando gli ho detto che era buona. Oh mio Dio. Ma perché c'è lo sfondo di Natale se stiamo parlando di genocidi? Puoi dimenticare che tuo padre è... Come fai a dimenticarti che tuo padre è un cannibale? Tu chiameresti l'FBI oppure facesti finta di niente, tipo? No, FBI non c'è in Italia. Quindi dici tu a sto punto... voglio dire, mio padre sta attualmente lavorando come operatore al crematorio. Il che significa che potrebbe mangiare tuo nonno morto. Boh, vabbè. Non credo che... Ti dispiacerebbe se lo facesse? Non lo so, penso di sì, guarda. Credo. Così, eh. Scusa, ma come grazie per aver ascoltato la mia storia? Ma se siamo a 5 minuti, ho paura di quello che... Figurati. Certo, sono già iscritto. Bonus story. Abbiamo sbloccato. Oddio. Ciao Miranda. Si chiama Miranda. Ciao Miranda. Ma anche questa qua. Ah, questa è un'altra storia. E voglio dirti perché mi sono... Ma cos'è, pubblicità? No, Andrea, questa si è fatta un'operazione al sedere e gli è diventato più grosso. Mi sa che non conviene guardarla. Ragazzi, che dici, Andrea? Ci vediamo alla prossima. Spero che il video vi sia piaciuto. Piaciuto, sì, dai. Fai l'outro, vai, vai. Falla tutta tu l'outro. Guardi, sto a guardare. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, ragazzi, lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, l'Instagram sapete, Vagliex. E no, vabbè, seguite Alberto, più interessante. Sì, mi sono spammato stavolta. Ciao volpi e piccole lì disegnate, animate, strane. E niente, lasciate like, commentate e iscrivetevi perché andiamo adesso. Che cosa significa davvero essere una figlia adottata? Il video è di Diario Segreto, ovviamente ragazzi vi invito a iscrivervi al loro canale e niente, andiamo a vedere che succede. 1080p, vai! Perché mi sta... Manca il tempo di iniziare, già sta piangendo. Succedendo questo. Che volevo successo? Solamente essere amata, da chiunque. Non me lo merito. Ciao a tutti, mi chiamo Niki. Salutone a Niki, ragazzi, per favore, nei commenti. Ciao, Niki. 14 anni. E a quanto pare il mio sogno di fare parte di una vera famiglia non si avvererà mai. Poverina. Quante action figure di poster che c'ha nella camera, lei? I miei genitori erano... non proprio delle brave persone. Si vede, si vede, si vede, si vede. Sì. Suomba sembra te le spalla Bob in versione praticamente bionda. Non sarebbero stati in grado nemmeno di prendersi cura di un gatto. Figuratevi. Poverina. Ma non possiamo scegliere i nostri genitori, giusto? È vero, è vero, è vero. Sì, tutto ciò che ricordo della mia infanzia è la rabbia che provavo. No, raga, però sta musica sad, no, cioè, mi sto prendendo malissimo, scusatemi, mi devo mettere a piangere. Il freddo e il bisogno di nascondermi in fretta sotto al letto ogni volta che sentivo dei passi avvicinarsi alla mia stanza. Sì, ma il toast potresti posarlo, cioè va bene che hai fame, ma... Sono stata salvata dai servizi sociali. Ah! Mi avevano promesso del cibo, un sacco di giocattoli e soprattutto che... Un sacco di giocattoli che già sembri mia madre praticamente qua. Ma che cosa vuol dire? Un sacco di giocattoli che sembra che c'ha 25 anni al disegno? Nessuno mi avrebbe più fatto del male. Mi sono affidata a loro, senza pensarci due volte. Te n'è andata? I miei genitori non mi sarebbero... Pensavo che la vita all'orfanotrofio sarebbe stata migliore rispetto a quella insieme ai miei genitori. Quando si vive in famiglia così è normale, eh. La realtà si è rivelata peggio di come me l'aspettassi. Perché? C'era del cibo, vivevo la stanza con un'altra bambina della mia età e aveva... Sempre bambina, vabbè. Qualche giocattolo. All'inizio ero felice di stare lì e ho persino iniziato a dormire normalmente, senza incubi o senza aspettare di sentire il rumore dei passi dietro alla porta. Dai, meglio di niente. Poi ho scoperto che in quel nuovo mondo le cose non erano così fantastiche e divertenti come credevo. Greve. Ho scoperto anche che non bisognava essere per forza cattivi per ferire le persone. Sì. È sufficiente essere indifferenti. I miei insegnanti non si accorgevano o non volevano accorgersi di quello che succedeva all'orfanotrofio.
Ma poverina, raga. I ragazzi più grandi ne approfittavano. Ah, i ragazzi popolari della scuola. Famosissimo Dustin, che gioca a football, che è il bullo della... Sì, sì, sì. Rubavano il cibo e le cose ai più piccoli. Li costringevano a svolgere le loro mansioni. E quando questi si rifiutavano, li maltrattavano e a volte li picchiavano. Ma solitamente quelli lì finiscono in galera poi, quindi comunque c'hanno vita breve. L'ho scoperto nel peggiore dei modi. Cioè? All'inizio non avevo capito che avrei dovuto accettare tutte queste cose e fare quello che mi dicevano. Dopo essere stata chiusa in bagno un'intera giornata solo per aver disobbedito, sono andata dagli insegnanti per lamentarmi. No! Non importava a nessuno. I ragazzi più grandi si sono arrabbiati e... in poche parole, è stato terribile. No! Per la prima volta ho pensato che la vita a casa con i miei genitori non fosse poi così male. Oddio, non lo so cos'è meglio tra un genitore pazzo alcolizzato che ti picchia o con Dustin che ti ruba la merenda. Meglio non mangiare che essere ammazzati, scusami, eh. Non so che cosa mi sarebbe successo se non fosse stato per Amanda. Scherzavo, l'hanno picchiata. L'insegnante giovane. Lei era l'unica che provava dispiacere per me. Provava dispiacere per te facendo cosa? Raccontandoti la storia di un drago viola che brucia un castello? È stata in ospedale, è stata... Non ho capito il nesso, ma va bene. Tutta la notte mi ha raccontato delle favole. Ah, ok. Nessuno aveva mai fatto niente di simile per me. Ecco come ho trovato la mia prima amica. Io e Amanda abbiamo iniziato a trascorrere molto tempo insieme. Nei limiti del possibile. Mi proteggeva dai ragazzi più grandi, mi aiutava a studiare e si prendeva cura di me, proprio come una vera madre. In tutto questo, letteralmente, nei disegni, lei sembra quasi più grande dell'insegnante, non per dire. Di notte ci arrampicavamo sul tetto dell'orfanotrofio. Le volpi? Guardavamo le stelle e ci raccontavamo delle storie. Storie di cani? Non ho capito. Perché cosa sono queste vignette così? Amanda diceva spesso che non dovevo arrendermi. Era sicura che presto delle brave persone mi avrebbero adottata. Dai. Avrebbero amate e si sarebbero prese cura di me. Avrebbero fatto tutto ciò che fanno dei bravi genitori. Giusto. Dovevo per forza crederci. Quindi ho tenuto d'ora e ho creduto a tutto ciò che mi diceva. Ok. E poi una giovane coppia, desiderosa di adottare un figlio, si è presentata all'orfanotrofio. Sì, però le scarpe non volevamo vederne. Se fossero dei tipi a posto, gentili, allegri. Lo sembrano, dai. E ho deciso che quella sarebbe stata la mia occasione. Greve! Ci siamo piaciuti sin da subito. Gli ho letto delle poesie, gli ho mostrato i miei disegni e mi sono comportata bene. E loro mi hanno scelta. Vabbè, dai! Sono felicissima. La settimana seguente, dopo aver... No, se ne va! Amanda, ho preparato le mie... Ciao Amanda, è stato bello. Ciao. Così, seduta su una bella macchina costosa, mi sono diretta verso la mia nuova vita piena di felicità. Hai capito? Era come vivere in una favola. Molly e Jack, i miei nuovi genitori. Molly e Jack. Continuavano a dirmi che insieme saremmo stati felici e hanno riso per tutto il tempo. E poi ho visto casa loro. Greve, La mia camera era bellissima. Avevo tanti giocattoli e... Una famiglia ricca di base, nuovi. Praticamente. Mi sentivo proprio come Cenerentola. La mia fata madrina mi aveva finalmente trovata. Ero la bambina più felice del mondo. I miei nuovi genitori secondo me è troppo bello per essere vero, lo dico io, eh. Correvano molto tempo con me. Mi aiutavano a fare i compiti. Mi portavano al centro commerciale e mi compravano tutto ciò che dai. Volevo. Mi parlavano di luoghi e di cose incredibili. E nei fine settimana andavamo sempre in posti nuovi e bellissimi. Greve! Ho visitato il Grand Canyon. Il panorama più bello che abbia visto. Visto nella mia breve vita. Io ci voglio troppo andare. Come nella mia breve vita, ma è morta? Andavamo anche ai parchi acquatici, nei musei, a teatro e sull'oceano. E che cosa vuoi di più, scusami? Avevamo anche delle abitudini che adoravo. Prima di andare a dormire, mia mamma veniva nella mia stanza, mi dava la buonanotte e mi leggeva una favola. Sua mamma sempre vestita uguale, anche di notte, con la collana di perle e il top rosso, scollatissimo. Giusto. La mattina mio papà mi accompagnava a scuola in macchina per non farmi prendere l'autobus. La sera lei rimaneva proprio con lo zaino. Cioè lei proprio arrivava a casa di pomeriggio, rimaneva con lo zaino fino a quando non raccontava ai genitori come fosse andata la giornata. Era davvero fantastico. Ottimo. Amavo i miei nuovi genitori con tutto il cuore e facevo qualsiasi cosa pur di non deluderli. Non so perché, ma c'è un ma in questa storia. Mi aiutavo in casa, mi alzavo prima di loro per preparare la colazione. Vabbè dai, carina lei. Studiavo e mettevo in ordine tutte le mie cose. Ma dopo un po' mi sono improvvisamente accorta che avevano smesso di volermi bene. Ma come? I bambini si accorgono di certe cose, anche se è difficile spiegare come. Ma poverina. È solo che a un certo punto la mia mamma ha smesso di darmi la buonanotte. Ma? La mattina papà era sempre di fretta e ha iniziato a darmi soldi per prendere l'autobus. Greve. Il cestino del pranzo che portavo a scuola. La sera i miei genitori mi lasciavano a casa e andavano al ristorante senza di me. Greve! Fosse che lavoravano.
È finito il giochetto, eh. Solitamente quelli ricchi sono molto materialisti, ragazzi. Quindi purtroppo si stancano spesso subito delle cose. Perché molti di voi non lo sanno, però effettivamente è un po' brutto da dire, ma adottare un bambino è un po' come a livello di requisiti comprare un qualcosa. Perché, aspettate, non perché un bambino è un oggetto, ma perché per adottare un bambino, ragazzi, bisogna avere un reddito altissimo. Cioè, dovete poter dimostrare, una famiglia deve poter dimostrare che c'ha i soldi per mantenerlo. Quindi semplicemente loro erano super mega ricchi, si sono levati lo sfizio di avere la figlia o il figlio e dopo un po' si sono stancati. Bruttissimo, bruttissimo. Anche volevano stare da soli, ma più il tempo passava più si verificavano certi episodi. Poverina. A un certo punto ho capito che la mia favola si era conclusa. Già. Le cose che avevo fatto per renderli felici sono diventate le mie faccende domestiche. Pulire tutta la casa, preparare la colazione e pulire persino la macchina dei miei genitori. Ma come? E se non riuscivo a occuparmi di tutto per tempo, mi sgridavano malamente e mi mandavano a letto senza cena. Greve! Anche quando prendevo dei brutti voti a scuola, la mia vita si era trasformata in un inferno e non riuscivo a capire il motivo. Che cosa avevo fatto di male? Tu niente, però mi sa che sei un po' sfigata, amica mia, perché, cioè, va bene una volta, va bene due volte, io alla terza... Mi ero impegnata tantissimo, ero una figlia così brava. Un giorno, per caso, li ho sentiti parlare nell'ufficio di mio padre. Oh no. Io stavo facendo le pulizie nella Pianificano di ucciderla? Mia madre stava dicendo che era stanca di essere carina e di sorridere a una sconosciuta. E si era... Ma come? Era stufata anche di prendersi cura di me. La riportano via? Mi voleva indietro la sua vecchia vita in due. What? I bambini sono affatto divertenti. Era chiaro, per tutto quel tempo i miei genitori avevano giocato alla famigliola felice con me solo per... Io quello ho detto, Perché essere genitori è una cosa da persone per bene. Io quello ho detto. Non perché mi amavano. E a quanto pare avevano giocato abbastanza per i loro gusti. Non avevo più niente da perdere. Poverina, però. Una domestica, proprio come Cenerentola. Così ho deciso di scappare. Ho messo alcune cose in una borsa. Greve. Ho messo il badanaio e di notte sono uscita in strada passando per la finestra. Greve. Nessuno mi avrebbe cercata. Ma sì, torna da Amanda, dai, che era tua amica. Mi trovavo in una grande città che conoscevo a malapena. Ho camminato per le vie. Ah, non è più nell'orfanotrofio la città. Andando e senza sapere che cosa cioè, fare. Vabbè, avete capito. Tornare all'orfanotrofio, ma nessuno voleva aiutarmi e i passanti una volta mi hanno cacciata e mi hanno minacciata dicendo che avrebbero chiamato la polizia. Madonna, sono una bambina, cioè non va bene. Non sono riuscita a ideare un piano. Così mi sono nascosta in un parco in attesa. Forse un di cosa, scusa? Un miracolo mi avrebbe salvata. Avrei dovuto sapere che i miracoli non fanno per me. Sì, anche perché comunque un po' sfigata sei, Se fossi stato il personaggio di una storia, si sarebbe trattato di una storia paurosa con un pessimo finale. Probabile. Mi hanno trovata. I miei genitori adottivi sono saltati fuori dal nulla. E mentre urlavo terrorizzata mi hanno spinta in macchina imprecando. Greve! Sembravano così arrabbiati. E io Aia. Non dovevo andare con loro. Ma dovevo, non me direi, lo sì. Lo stavano chiedendo. A casa abbiamo litigato pesantemente. Alla fine hanno smesso di fingere di essere gentili e hanno urlato dicendo che avrei potuto rovinargli la reputazione. E addirittura! Che dovevo essergli grata e non creare solamente problemi e altre cose cattive. Ho detto loro che quelle parole mi ferivano e che avrebbero dovuto rispedirmi all'orfanotrofio. Spero l'abbiano fatto. Perché non avevano più bisogno di me. Mi ha afferrata per una mano, mi ha trascinata nel seminterrato e mi ha chiusa lì dentro. Ma che... Ero al buio, nel peggior posto possibile. Sapeva benissimo come punirmi, perché gli avevo detto quanto avevo... Cos'è la galera? ...paura del buio. La porta si è riaperta dopo quella che mi è sembrata un'eternità. Oh mio Dio. Mi ero mossa dal gradino attaccato alla porta e tremavo di paura. Mi era sembrato che lì sotto ci fossero delle ombre e dei mostri malvagi, pronti a mangiarmi non appena avrei chiuso gli occhi. Vabbè. Inizialmente... Le backrooms. Non ho nemmeno capito che quell'incubo fosse finito. E soprattutto chi mi aveva salvata. Amanda. E quando ho alzato lo sguardo ho visto... Amanda. Lo sapevo. Meno male, meno male. La città aveva provato ad avvicinarsi, ma io ero corsa via troppo in fretta. Ah. E poi era venuta a fare visita alla mia greve. Famiglia uscire dal seminterrato. Ho scoperto che Mo li arrestano a quei due. Sono stata seduta lì per quasi due giorni, senza cibo né acqua. Io gli avrei sfondato la porta a pedate, altro che senza cibo e né acqua. Terrorizzata. Me lo hanno detto in ospedale, dove sono stata accompagnata da Amanda e dalla polizia. Poverina. Mi sono portata via da quella famiglia. Meno male. Amanda, dopo che sono stata dimessa dall'ospedale, ha fatto così?
e ha portato a casa sua. Ovviamente si trattava di un piccolo e normale appartamento, non di un castello. Ma mi sono sentita subito a casa. Meglio di niente, dai. Mi ha aiutata. Si è presa cura di me e mi ha promesso che non mi avrebbe più lasciata andare via con delle persone cattive. E meno male, direi. Le ho creduto. Lei era l'unica persona sincera, che non mi aveva mai fatto del male. Non mi dire che pure lei... Ma sfortunatamente non ce l'ha fatta. Il tribunale ha deciso che sarei dovuta tornare in orfanotrofio. Come non detto. Anche se Amanda aveva fatto tutto il necessario per permettermi di rimanere con lei. Hanno ricominciato a maltrattarmi. Poveri, che vita orribile comunque. Mi prendevano in giro dicendo che nessuno mi voleva con sé. Ovviamente. L'unica cosa che mi permette di andare avanti è la tenacia di Amanda. Ha fatto richiesta per adottarmi. E io ho pregato come mai prima Greve. Che mi fossero per il meglio. Ma sfortunatamente le mie preghiere non sono... E basta! Ascoltate di nuovo. Hanno detto ad Amanda che non ha abbastanza denaro o che casa sua non è adatta per adottare un figlio. Come vi ho detto prima. Io ho risposto che il denaro non può comprare la felicità, ma non è servito a nulla. Non credo, sì, esatto. Vivo ancora all'orfanotrofio. Non sarà il miglior posto al mondo. Infatti, vivere qui è orribile. Ma ho Amanda. Cerco di superare ogni giorno solo per incontrarla sul tetto la sera. Che carini, però. Le stelle e raccontarci delle bellissime storie. Adesso il drago è rosso, ok. So che Amanda mi vuole bene come se fossi sua figlia. E continuerà a lottare per me. Lo credo ancora. Perché se non lo facessi, non avrei più nessuno in cui credere. Brava! Brava Nikki, è così che si fa. Ragazzi, lottate sempre per quello in cui credete, perché è la cosa migliore del mondo. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. È stato un po' triste questo video effettivamente, e io ero molto preso dalla storia. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, fatecelo sapere, fatemelo sapere con tantissimi mi piace. Noi ci vediamo alla prossima. Vi mando un bacio. Ciao a tutti. Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, la verità, mi sono appena svegliato, quindi non lo so, in realtà volevo registrare, avevo voglia di registrare. Avete visto il titolo, perché siamo tornati, a richiesta di tantissimi, dato che me l'avete chiesto in tantissimi, a reagire a dei video molto particolari, che il tema di oggi appunto è la verità. Quindi questo è il motivo del titolo e della copertina. Ragazzi, il video è di Diario Segreto, quindi raga, veramente mi mancavano proprio i feels. Ho visto che ha fatto dei nuovi video e appunto oggi, il tema di oggi è verità. Comunque non c'è niente di vero nella mia vita. Andiamo a vedere effettivamente cosa succede. Mi raccomando, guardate il video fino alla fine. No, vi dà dei mascalzoni. Andiamo. Ciao, io sono Meg. Salutate Meg nei commenti. Come al solito, raga, il nome lo trovate lì, Vorrei diventare un artista. Ed è per questo che studio. Bello, una bella cosa. All'Accademia d'Arte. Inoltre, sono la migliore studentessa. Quindi hai tutte le carte lei in regola. Tuttavia, di recente, la mia vita è cambiata di colpo. Meg, stasera Cristina verrà da noi Ho capito, prendetelo un doppiatore maschio, porca miseria. Cioè, la stessa ragazza fa pure la voce del padre. Cena. Cos'erano? Tutti in ferie e non c'era nessuno per doppiare? Cristina è la compagna di papà. La mamma è morta quando ero piccola. E non ero contro la loro relazione. Ebbene, nel senso che... Chi era alla porta? Oh, due pacchi! Che bello quando arrivano i pacchi. Il ragazzo delle consegne. Che bello quando arrivano i pacchi. Abbiamo ordinato dal ristorante. Come dal ristorante? Ti arriva il cibo con i pacchi di Amazon? C'è qualcosa da festeggiare? Beh, direi di sì. Ok. Che strano. Papà sembrava preoccupato. Ma si stava mordendo le labbra. Dopo un po' è arrivato. Oh mio Dio. È arrivata la compagna con i due figli. Oddio. Che poi tra l'altro dalla la figlia Emo e il figlio Maranza. Vado qualcun altro. Cristina era con una ragazza. E dietro di loro c'era Michael. Non Michael. Capivo cosa stesse succedendo. Ciao. E Michael. Ciao Meg. Questa è mia figlia, Gia. Cioè praticamente, raga, potete lasciare un like e un'iscrizione solo per il fatto che la ragazza del video ha doppiato tutti i personaggi. Così già, Michael. Certo, Michael era in classe con me. Ok, vabbè, sicuro è il suo fratellastro, raga. Era un ragazzo normale a differenza di sua sorella. Come? Come? Si conciava. Ma dai! Si poteva legare un cane a quella catena. Letteralmente la mia vita è riassunta... una frase con il choker. Mi ha un po' deluso questa frase, ma facciamo finta che è all'interno del video e la ragazza che doppia non lo pensa veramente. Anche se vorrei conoscerla. Scrivi nei commenti se sei tu. A cena mi aspettava un... Anzi, scrivimi su Instagram. Una sorpresa. Okay. Meg, abbiamo delle notizie per te. Io e Cristina abbiamo deciso di vivere insieme. Si trasferirà qui con noi insieme a Michael e Gia. Sei felice? Non credo proprio, Avrai un fratello e una sorella. Sì, felicissima.
Ah, quindi lei lo sapeva già. Ok. Ma che cavolo. Vivere con Michael non mi importava, ma quella selvaggia. Niente, sembrava che non le importasse di niente. Si è messa le cuffie e ha guardato il telefono. Appunto, scusami, ma non ti sto manco disturbando. Ok, staremo a vedere. Okay. Una settimana dopo ho capito che i miei timori erano fondati. Ah. Michael non mi calcolava molto. Magia era insopportabile. E la Madonna, cos'è? Mentre un concerto? Per prepararmi per andare a scuola, lei metteva l'heavy metal a tutto volume. Heavy metal, proprio. Quando ritornavo a casa la mattina presto, non provava nemmeno a non fare rumore sulle scale. Era... E certo, c'aveva gli scarponi da lavoro. Era un incubo. Ho deciso di parlarle. Zia, potresti fare un po' più piano? No. Per colpa della tua musica non riesco a disegnare. Vorrei studiare. E quindi? Ti comporti come una principessa viziata. Non dimenticarti che questa è anche casa mia. Comportati in modo civile. Sto bisogno trovare un attimo di rispetto. Mentre stavo andando in accademia stavo riflettendo sulla mia nuova vita. E mi sono dimenticata che... Però posso dire che è veramente bello il cioè lei è veramente bella, eh? Meg, sbrigati. Cos'è questo, l'autista? È un professore. Ti stiamo aspettando. È vero, dovevamo andare al museo. Ah, ok, boh, il professore sembra tipo un barman. Michael è salito sull'autobus con me e mi ha raccontato delle barzellette per tutto il viaggio. Beh, quindi Michael sembra tranquillo, dai, ma non è un malanza. Ma Rick ne era infastidito. Aia. Avreste dovuto vedere in che modo guardava Michael. Geloso il ragazzo, eh? Rick era un bullo. E ah, ok. Tutti no. Sapevano che mi faceva il filo da diverso tempo. Ah, al ok. Al museo siamo andati... Cosa vuol dire era un bullo? Cos'è un mestiere? Di sala in sala. E abbiamo ammirato i quadri. Meg, guarda. Quel quadro è di Jacques Dubois, un impressionista francese. Che pennellate. E questa combinazione... Questa sarebbe la mia migliore amica se entrasse in un museo, perché lei è fissata, ragazzi. Di colori sembra... Fango, non c'è niente di interessante qui. E qui... Vabbè, mi sembra un po' troppo. Questi in realtà sono i cubisti. Il mio fratellino di 5 anni disegna meglio di loro. E dubito, però. Se devo essere sincera, Rick mi ha delusa. Non conosceva affatto l'arte. È facile. Non è che ci voglia tanto a capirlo, eh. Non criticare. Tu sapresti dipingere così. Credevo esatto. Che Rick si sarebbe sentito in imbarazzo. Invece ha sorriso. Quando ti annoia a stare qui, vieni nel cortile del museo. Mi sono chiesta che cosa avesse in mente. Abbiamo aspettato a malapena la fine del tour. E poi ci siamo fiondati fuori. Rick si è guardato intorno. Ah, fai graffiti, ok. Così diverse bombolette spray. Bravo il vandalo. E ha iniziato a... Poi li arrestano e si mettono a piangere. Disegnare dei graffiti sul muro. All'inizio ci sono le pareti adatte per fare i graffiti. Vergogna. Cosa stava succedendo? Ma poi un ragazzo ha urlato. Aspettate, Meg. Era vero. Rick ti mi credo. Aveva fatto il ritratto. Era così bello che non sono riuscita a resistere. È uno scherzo? Questi hanno vandalizzato il muro del museo e nessuno gli dice niente. Con la bomboletta spray ho disegnato un bellissimo sfondo. Meg, non è permesso. Finire esatto. Nei guai. Dai, cosa vuoi che succeda? Ma niente, ti arrestano al massimo. Stiamo decorando il muro, non lo stiamo distruggendo. Poco dopo abbiamo finito. Il risultato era incredibile. Per carità, bellissimo, eh. Però voglio vedere quanto ti viene a costare. Ho sorriso a Rick, ma poi è apparsa all'improvviso un'auto della polizia. All'improvviso proprio. Qualcuno aveva visto che stavamo facendo i graffiti e aveva chiamato la polizia. Ottimo. Sono scappati tutti. Qui. Tranne noi. Mi ha presa per il braccio e siamo corsi in un vicolo. Probabilmente ci eravamo strusciati contro al muro perché eravamo ricoperti di vernice. I poliziotti sono rimasti nel cortile per un po' prima di andarsene. Siamo riusciti a evitare il pericolo. E poi la cosa divertente non è che tanto ci hanno fatto un disegno a caso. Cioè hanno fatto il suo disegno, capito? Quindi pure in futuro il poliziotto magari se gli arriva il flash e si ricorda arresta. Ci hanno quasi beccati. Grazie per avermi salvata, Rick. Non ringraziarmi. Scappo spesso dalla polizia. E so bello. Dove nascondermi. Sono tornata a casa con l'adrenalina alle stelle. Ho dovuto lavare via le prove del crimine. Sono andata nella mia stanza e sono quasi svenuta. Tutti ma... i miei dipinti erano rovinati. Qualcuno no. Li aveva imbrattati con della vernice nera. Mi sono seduta in terra no. E mi sono messa le mani tra i capelli. Chi era stato? E poi ho capito. La selvaggia. Già, quell'idiota. Probabilmente aveva deciso di vendicarsi. Ah. Voleva la guerra? E guerra sia. Per fortuna la mia sorellina non era a casa. Al suo ritorno avrebbe trovato una bella sorpresa. Ho distrutto la sua stanza. Ho strappato Madonna. I suoi poster orrendi e anche le tende. Alla Madonna. Fine mi sono sentita molto meglio. Com'è andata oggi? Siamo andati al museo. Ti è piaciuto?
Tantissimo. Ho parlato a Meg di quegli artisti incredibili. Le tornerà utile. Però comunque la ragazza è bellissima, l'altra, cioè lei, eh. Forse un giorno ci saranno i vostri quadri esposti in un museo. Tuoi di sicuro no, dato che sono tutti sporchi. Stranamente Gia era in silenzio e stava infilzando il cibo con la forchetta. Vabbè, cosa dovrebbe mangiare con le mani? Non aveva ancora visto il casino che c'era in camera sua? No, sembrava molto turbata. Devo dirvi una cosa. Eccola. Avrebbe fatto la spia con i nostri genitori. Bene, cavoli suoi. Era tutta colpa sua. Se mi avesse incolpata avrei detto a tutti che fine avevano fatto i miei quadri. Mi sono iscritta all'Accademia di Michael. Cosa? Proprio Greve! Quello di cui avevo bisogno. Sopportarla anche in accademia. Una scuola! Eravamo tutti sconvolti. Poi come mi sono iscritta? Cioè questa vive per conto suo, i genitori non ce li ha. Tutto Michael. Tesoro, perché non ci hai detto niente? Avevo i miei motivi. Probabilmente aveva deciso di rendermi la vita in accademia un incubo. Mi sono alzata e sono andata nella mia stanza senza dire una parola. Ottimo. Era passata un'altra settimana con quella sorellastra infernale. E mi faceva infuriare sempre di più, di giorno in giorno. Tutti gli insegnanti la riempivano di complimenti. Il suo talento era ciò che mi infastidiva maggiormente. Cara mia. Ha imparato senza problemi quello che noi stavamo studiando da mesi. Ma l'apparenza inganna sempre, eh. Quando vi aspettate poco da una persona, poi andate magari pure. È quella che... Non dimenticatevi che tra qualche giorno valuteremo i vostri lavori. Cercate di impressionare sia me che la commissione. Tutti hanno iniziato a mettere via i propri dipinti. Ho notato che quello di Gia era incredibile. Non potevo permettere che diventasse la prima della classe. No. Che cosa potevo fare? Moglie rimacchia tutti di nero. Ho visto Ricky in cortile. Ma certo, lui mi avrebbe aiutata. È un bullo. Rick, ciao, hai un minuto? Sono sempre libero per te. Ascolta, ho un problema. Devo sistemare un lavoro che non ho avuto tempo di finire. Potresti aiutarmi? Certo. Di che cosa hai bisogno? Devi bullizzare mia sorella fino a quando non se ne vado a sta scuola. Io ho parlato del mio piano e Rick ha accettato. Ok. Quella notte ci siamo intrufolati nell'accademia. Oh, una criminale questa, raga. Rick ha rotto il lucchetto dell'aula. Wow, è legale? Certo. Non credo. Perché no, ma non lo diremo a nessuno. Sei il migliore. Ma vuol dire wow, è legale? Vai a finire. Io sto qui a controllare. Ho acceso la torcia e ho trovato il quadro di Gia. Ho tolto la copertura e ho preso la vernice dalla borsa. No, raga. Le avrei dimostrato che ero meglio di lei. Certo, in qualità di artista mi dispiaceva rovinare un così bel lavoro. Non credo. Ma in questo mondo sopravvivono solo i più forti. No? No! Il giorno della valutazione ero tranquilla. Ma tutti gli altri erano preoccupatissimi. E persino Gia non è riuscita no, a mantenere poverina, il suo sguardo raga. Di ghiaccio quando il prof Fincher e i membri della commissione sono entrati in aula. Oh, vedi che vince comunque lei. Vediamo che cosa avete qui. Ha scoperto le tele a una e i membri della commissione si sono annotati qualcosa. Greve. Poi è arrivato il turno di Gia. Vediamo. Che cosa è questo? No. A quanto pare Gia non ha fatto un buon lavoro. Vero, professor Fincher? Questo è un disastro. È pastrocchio di vernice, non un quadro. Sembra che qualcuno lo abbia rovinato. Mi ha guardata, ma io ho fatto un sorrisino dolce. Greve. Fincher ha scoperto il quadro e... ed è impallidito. C'è qualcosa che non va, professor Fincher. Mi sono avvicinata alla tela e ho quasi urlato. Anche il mio quadro è rovinato. Mia. Ma com'era possibile? Cara Dobbiamo mia. Dobbiamo confrontarci. È tutta colpa tua. Hai rovinato il mio quadro. Ma quella non ha fatto niente, poverina. Calmati. Non so di che cosa stai parlando. Anche il mio quadro è rovinato. Esatto. Come poteva fingersi innocente? Ho stretto i pugni e volevo dirle tutto ciò che pensavo di lei. Ma la commissione è tornata. Abbiamo parlato. E abbiamo deciso che Michael è il miglior studente dell'anno. Alla fine tra i due litiganti il terzo gode. Le due sorelle litigavano e ha vinto il fratello, no? Meg, ci avete delusi. Ero così sconvolta che sono scoppiata in lacrime e sono corsa in cortile. Michael mi ha rincorsa. Povero Michael, raga. Meg, aspetta. Tu. Ma non credo che gliene freghi qualcosa. Che sapevano che il tuo quadro era meglio del mio. Non è vero. Meritavi di essere la migliore, non io.
Gia, è terribile. Ha architettato tutto. Ma non è vero, poverina. Sin da quando eravamo piccoli. E ora ha preso di mira anche te. Ho cercato di calmarmi e siamo tornati a casa per cena. Madonna, quanto cibo, sto morendo di fame. Ma io non cos'è? Sono riuscita a mantenere la calma a lungo perché papà mi ha sgridata. Il capo dipartimento mi ha chiamato e mi ha detto che il tuo quadro era il peggiore dell'esposizione. Greve. Come hai fatto a combinare un disastro simile? Michael, congratulazioni. Hai fatto un ottimo lavoro. Bravo, Michael. Cosa? Il mio quadro era il migliore finché Gia non l'ha rovinato. Non mentire. Gia è entrata in aula di notte e ha rovinato il mio lavoro. Greve, in realtà l'hai fatto tu. Anche il mio lavoro è stato rovinato. L'hai rovinato tu, così che nessuno potesse sospettare di te. Aspetta, Meg. Posso confermare che mia figlia è stata a casa tutta la sera? Greve. Certo, la stai proteggendo. Andate al diavolo. Sono corsa in strada e stavo tremando di rabbia. O la investono. Si erano coalizzati per cacciarmi di casa. D'accordo. Farebbero bene, fai schifo. Avrebbero visto di chi sarebbe stata l'ultima parola. Sono andata in un bar e ho chiamato Rick per chiedergli di vederci. Mi ha risposto che sarebbe arrivato il prima possibile. Sembrava un po' spaventato quando ha visto quanto ero sconvolta. Cioè... Madonna, ma sta tizia è un zattone, gli dici sia tutto. Che cosa è successo? Hai pianto? Rick, aiutami. Gia vuole rovinarmi la vita, sia a casa che in accademia. Devo pensare a qualcosa, non la sopporto più. No, Meg, non voglio più prendere parte a queste cose. Greve! Avevi detto che ti piacevi. Mi piacevi, finché non hai iniziato. Finché non diventassi un mostro. A comportarti in modo cattivo. Bravo. Non ha più voluto ascoltarmi. E se n'è andato. Beh, bravo. Okay. Avrei pensato a qualcosa da sola. Il giorno seguente le cose sono addirittura peggiorate. Sono stata chiamata nell'ufficio del capo dipartimento. Oh no! Aveva in mano un pezzo di carta. Meg, il museo! Qualcuno mi ha inviato una nota di reclamo. Mi dispiace, ma alla prossima vieni espulsa. Che reclamo? Che cosa ho fatto? Hai rovinato le tele di altri studenti. Ah! Glielo ha detto Gia? Non le creda, vuole incastrarmi. La persona che ti ha denunciata vuole rimanere anonima. Abbiamo sentito dei rumori provenire da fuori. Il capo dipartimento si è alzato dalla sedia ed è andato alla finestra. Mentre lui era lì, ho fatto una foto alla nota di reclamo e mi sono seduta di nuovo. A quanto pare c'è stato un incidente. Le persone non sono più capaci di guidare. Puoi andare, Meg. Per ora sei in prova. Mi sono seduta in corridoio e ho guardato la foto del reclamo. Gia mi faceva sembrare un mostro. Ma aspettate, che cosa? Alla fine della nota c'era una firma. La firma di Michael. Michael? Aveva fatto in modo che io e Gia sospettassimo l'una dell'altra. Non ci Dovevo credo. Dovevo correre a casa e arrivare in fondo alla questione. Sono entrata nella sua... È stato Michael lì. Mi sono messa a cercare una prova, ma non ho trovato niente. Stavo iniziando a disperarmi quando ho visto uno zaino vicino alla porta. Trovato. Dentro c'erano dei guanti e bombole coperti di vernice nera. Quel mascalzone. Credevo che fosse un ragazzo così dolce. Non ci credo. Dannazione, dovevo parlare a Gia. Che cosa vuoi? Era in piedi sulla porta della sua stanza con un'espressione impassibile. È stato Michael a fare... È stato lui a metterci l'una contro l'altra. Ho detto tutto a Gia e le ho mostrato i guanti e le foto del reclamo. Mio fratello è sempre stato un tipo invidioso, soprattutto quando ha a che fare con qualcuno migliore di lui. Mi ha detto che l'anno precedente, per colpa di Michael, non era stato accettato in accademia. Non ci ha credo. Detto alla commissione che spacciavo per miei i quadri degli altri. Il giorno dell'esame ha persino sostituito i miei pennelli. Mi sono ritrovata con dei pennelli luridi. Terribile. Poverina, raga. Esatto. Quest'anno non ho detto a nessuno che volevo fare domande in accademia. Ah, per quello. Non farmi mettere i bastoni tra le ruote da lui. Abbiamo riso insieme, ricordando la faccia di Michael quando Gia aveva detto a tutti che era stata ammessa in accademia. Adesso dovranno fare qualcosa per quel maledetto. Comunque si è rivelata una ragazza fantastica. L'ho aiutata a sistemare i poster e ad attaccarli di nuovo alla parete. Mi sono scusata e lei mi ha dato un solvente costoso per i miei quadri. Okay. Abbiamo iniziato a passare il tempo insieme e a ignorare Michael. Un giorno stavamo facendo lezione quando il capo dipartimento è arrivato con un tipo serio. Era Peter Schweitz, un artista famoso. I suoi quadri erano esposti a Parigi. Mi sono chiesta che cosa ci facesse lì. Abbiamo deciso di trovare un giovane apprendista di talento. Quindi ho preparato per voi un piccolo test. Ovviamente Michael ha alzato la mano. Tutto che se la sentiva lui. È il nostro miglior studente. Bene, abbiamo il primo candidato. Ha guardato gli schizzi che avevamo fatto durante l'ultima lezione e ne ha scelto uno. Non male. Di chi è? È mio. Greve. Gia, ha una mano sicura. Vedremo di che cosa sei capace. E questi? Di chi sono? Ha indicato il muro.
dove erano appesi i quadri della mostra che si era tenuta l'anno prima. Meg ha dipinto il paesaggio, ma non gliela consiglio, è in prova. Poverina. Non è la scelta migliore. Secondo me questo è un lavoro da professionista. Brava! Meg sarà la terza candidata. Breve! Oh, sono trasalita per la sorpresa. È sicuro. L'artista ha lanciato un'occhiata al capo dipartimento. Non c'entra niente il comportamento, se non è brava. Questo ha subito annuito. Bene, immagino che un genio riesca subito a percepire il potenziale. Meg, vieni anche tu. Ci hanno fatto salire su una macchina di lusso e ci hanno portato nello studio di Peter Schweitz. Era bellissimo. Ha preso 3 tele e ha posizionato davanti a noi della frutta, delle bacche e una caraffa. Colui o colei che dipingerà la natura morta migliore diventerà mio studente. Buona fortuna. Jim mi ha fatto l'occhiolino e mi ha sussurrato che avremmo sicuramente battuto Michael. Erano quindi tutti e 3 contro. Nostro fratello era troppo nervoso. Gli tremava il pennello. Caro mio. Più luce. Non ci vedo niente. La luce è sufficiente. Vero, Meg? La vernice non è un granché. Non posso lavorare così. Come fai a dire la vernice non è un granché in uno studio di uno che lavora a Parigi? Penso che un vero artista possa creare un'opera d'arte con qualsiasi cosa. Dai, piccolo Mickey. Poco dopo abbiamo finito. E Peter Schweitz ha guardato i nostri lavori. Ha esaminato con attenzione ogni pennellata. Greve. È tutto chiaro. Le ombre sono sbagliate, i passaggi sono grezzi. Stava parlando del lavoro di Michael. Vergognati, Michael. Greve. È peggio del quadro di un liceale. Mentre questi due sono ottimi. Ma le prende entrambe. Avete molto talento. Ragazze, dovete deciderlo voi chi diventerà la mia futura studentessa. Greve. Non ci ho dovuto pensare nemmeno per un secondo. Ho fatto un passo in avanti e ho detto che io non ero brava quanto Gia. Giusto, tu hai molto brava. Di me, Gia. Non hai studiato tanto quanto noi e... Solo per il rispetto di quello che le hanno fatto, poverina. Professionista. Te lo meriti, sorellina. Ci siamo abbracciate. Michael era verde di me. Breve. Ed è corso fuori dallo studio. Che fa quello? Per un pelo non stendeva... Cosa? Va quello lì. Rick. Che cosa ci faceva lì? Oh, Rick. Ciao, nipotino. Come stai? Ma come ciao, nipotino? Ma che... Wow. Rick era il nipote di Peter Schweitz. Ma che cazzo? Sto bene, zio. Grazie. Ciao, ragazze. Rick mi ha detto di cercare un apprendista nella vostra accademia. All'inizio ho offerto il posto a lui, ma non gli piacciono i dipinti classici. Vabbè, almeno è sincero, sapete, dai. No? Preferisce i graffiti. Ho capito quanto è facile sbagliarsi davanti all'apparenza. Quindi ha vinto Gia. Prima non riuscivo a vedere come stavano le cose. Gia mi faceva infuriare, ma poi siamo diventate amiche. Due vere sorelle. Ho Durante detto il giorno io. Studiamo insieme e la sera va allo studio dello zio di Rick. Non hai il tempo né le energie per festeggiare o per ascoltare la musica a tutto volume. Io e Rick abbiamo fatto pace. Ho capito Bravi. Che avevo fatto una cosa stupida e mi ha perdonata. Meglio. Mi ha persino chiesto di uscire con lui. All'inizio papà non era d'accordo perché Rick non ha una grande reputazione. Classico. Ma Gia e Cristina mi hanno supportata. Anche lei si è rivelata una persona molto dolce. Hai Alla visto? Fine l'ho accettata in famiglia. Potremmo chiacchierare per ore di cose da donne. Michael non è... Di cose da donne. Lo studente migliore. Se non hai abbastanza talento, non puoi farci niente. Indovinate, ha rubato il quadro di un suo compagno di classe. Che e ha provato a farlo passare per suo. Ma è stato scoperto. E ora è a rischio espulsione. Io e Gia continuiamo a ignorarlo. Secondo Brave. Voi riuscirà a diventare una persona migliore? Lo spero. Scrivetelo nei commenti qui sotto. Io lo spero, ragazzi. Alla fine la lezione di questo video era: numero 1, non dire bugie. Numero 2, l'apparenza inganna sempre. Il fatto che una persona sia vestita magari in un modo diverso dal vostro non lo fa una persona sbagliata. Quindi mi raccomando, date sempre una chance a tutti e soprattutto state attenti alle persone di cui vi fidate. Noi ci vediamo alla prossima. Io vi mando un bacio, ciao a tutti. Lasciate like, mi raccomando. Io vedo i titoli di ste animazioni, sti titoli, no? E penso, ma sono vere, sono false queste storie. Ormai, ragazzi, è da un po' che reagiamo a questi video. E comunque nei commenti vedo sempre che c'è chi dice: no, Xiao, ma guarda che è vero. O c'è chi semplicemente dice: Xiao, guarda, mi dispiace dirtelo, ma io non credo che queste storie siano vere come Diario Segreto, chi per loro comunque dicano. Io, sinceramente, se vi posso dire, molte di queste le ho sentite anche online e credo che siano vere. Soprattutto perché nel tema del video di oggi ci avevano
avevano dedicato pure una serie su D-Max, tipo in TV. Comunque, il video di oggi si chiama "A 16 anni ho finto di essere incinta". La serie ai tempi era dedicata al fatto che ragazze di quell'età, 16 anni incinta, si chiamava la serie. Forse qualcuno di voi l'aveva vista, forse la Sabri Gamer mi pare la portava. Comunque, siamo qui su questo nuovo video. Ovviamente vi invito a lasciare mi piace e ad iscrivervi a Diario Segreto, anche se raga, ormai vabbè, lo sapete, siamo di casa, gli vogliamo bene. Loro sono gli unici che pubblicano sempre. Comunque, vediamoci questo video. Dura un bel po' in realtà, però abbiamo di meglio da fare? Non credo proprio. Ciao, io sono Rosemary. Rosemary, ragazzi, nei commenti già lo sapete. La mia famiglia era abbastanza povera. Mamma e papà cercavano sempre di risparmiare e non hanno mai viziato nemmeno mia sorella. Beh, sotto un certo punto di vista vi posso dire che ci sta pure che una bambina, che una ragazza non sia viziata, A Sandy non importava molto. Infatti non aveva amici ed era felice di passare le giornate a casa a leggere. Ah, quindi non gliene fregava niente. Vabbè, ognuno, anzi, ci sta. Io al contrario. Lei invece voleva essere mega ricca e rosicava di tutti. Invidiavo i miei compagni, che avevano i vestiti alla moda e i dispositivi tecnologici nuovi di zecca. Dispositivi tecnologici nuovi di zecca. Telefonini. Telefoni, cellulari. Dispositivi tecnologici. Ogni volta che chiedevo cos'era, non lo so, in una base militare andava a scuola, cosa i miei, loro rispondevano sempre che non c'è soldi, potevano permetterselo. Certo, come no. Eppure avevano sempre i soldi per comprarsi quello che volevano. Com'è possibile? Classica famiglia che compra per sé ma trascura i figli. Vediamo. Sandy era d'accordo con loro. Mi faceva per infuriare. Rosemary, smettila di infastidire mamma e papà. Se io posso vivere senza quella roba inutile, puoi farlo anche tu. Beh, magari i genitori non erano semplicemente poveri, ma semplicemente non volevano che appunto avesse magari telefono e robe simili per questioni di mentalità. Certo. Può essere. Tu sei perfetta, giusto? Mi dava fastidio sapere che i miei amici facevano una vita migliore della mia. Certo. Devo l'ora di crescere. Quando sarei diventata grande avrei potuto. Famosissima frase, 18 anni vado via di casa. Mai successa questa cosa. Lo dicono sempre tutti. Io appena faccio 18 anni da qua me ne vado. L'ho detto anche io. Mai succede. Mai. Fare tutto quello che volevo e avrei vissuto nel lusso. Non proprio. Devo essere sincera, sentivo che il mondo mi stava crollando addosso. Mason, il mio ragazzo, mi aveva sempre Mason, che nome. Trattata come una regina e tutte le mie amiche mi invidiavano. Beh dai, almeno qualcuno ti invidiava per qualcosa, non sei contenta? Ultimamente aveva perso interesse. Aia. Trovo che volesse lasciarmi. E invece? Siamo il fine settimana insieme. No, non posso. Un'altra volta, devo riparare mia nonna e andare a trovare la bici. Sì, no, devo riparare mia nonna? Cos'è, un animatronics? Vabbè, sono impegnato. La vita era dura. Vabbè, non ho capito. E mi sentivo perseguitata dalla sfortuna. Un po' fuori di testa. Lasciate like alla mia storia e iscrivetevi al canale. Già detto e già fatto. Forse così riuscirete a rallegrarmi un po'. Vabbè. Oh, comunque siamo quasi al milione, raga, eh. Vi ricordo che il 13 novembre è il mio compleanno. Avete ancora 5 giorni, eh? No, sì, 4 in realtà, perché il 9 esce sto video. E poi un giorno qualcosa ha sconvolto la mia vita. Ho trovato un pacco fuori di casa. Con dentro un milione di euro? Perché sennò come ha fatto stava a sconvolgere piovendo la tua vita? E non riuscivo a leggere il nome del destinatario perché l'etichetta si era sciolta. Quindi, che fa? L'hai preso così? L'hai rubato? Tuttavia ero sicura che Sandy e i miei non avevano ordinato nulla. Quindi? Così ho portato il pacco nella mia stanza e l'ho aperto. Ok. Non immaginerete mai che cosa c'era dentro. Ma che è un costume da donna incinta? È un costume da donna incinta. Madonna! Cioè, l'ho scritto io questo episodio! Voglio dire, era una pancia finta, ma sembrava così reale. Ah, aspetta, già ho capito perché ha fatto finta di essere incinta. Così tutti, così i genitori le davano i soldi. Deciso di indossarla per fare uno scherzo ai miei. Mamma, papà, presto diventerete nonni. What the f... Ho detto loro che indossavo sempre vestiti larghi per nascondere la gravidanza e che ora non potevo più tenerglielo nascosto. Non mi dire che l'ha fatto per farsi comprare il telefono. Poi gli ho mostrato il pancione. Sembrava che i miei stessero per svenire e mi ci è voluto uno sforzo immane per trattenere le risate. Quindi? Ma poi lo scherzo mi è sfuggito di mano. Mamma e papà sono scoppiati in lacrime. Oh mio Dio. Erano commossi e mi hanno garantito che non avrei più dovuto chiedere niente. Che ovviamente si sarebbero presi cura di me. Certo. Non siete arrabbiati?
sì, che tra l'altro, cioè... È stato parecchio irresponsabile da parte tua, Rosemary. Ma un bambino... Però ormai è successo, dici tu, quindi... Un bambino è sempre una benedizione. Certo, certo. Ti aiuteremo. In quel momento ho capito che dovevo cogliere quell'opportunità. Vai, compratemi l'iPhone perché sono incinta, no? Famosissima frase che dicono le donne in gravidanza. E ho chiesto ai miei tutto ciò che avevo sempre desiderato. Non volevo dirgli subito la verità. Quindi? L'insopportabile di mia sorella... Che già si era sgamata tutto, palese. Quasi rovinato tutto. Sandy non mi credeva e mi ha fatto delle domande fastidiose. Voleva tipo? Smascherarmi. Rosemary, di quante settimane sei? Perché hai nascosto la gravidanza così a lungo? Ma appunto, che caspita... Non sapevo che cosa risponderle, così ho finto di non sentirmi bene. Mamma e papà si sono arrabbiati e hanno cacciato Sandy. Boh, da che la odiavano, non le compravano manco una caramella, boh, figlia prediletta. Tua sorella deve evitare lo stress, lasciala in pace. Incinta, dai, bambino, sennò poi... La mamma mi ha proposto di andare da un medico, ma io le ho detto che avevo solo... No, no, tranquilla, mamma, anche perché poi il medico vede che è un costume e mi dà uno schiaffo, quindi lasciamo Bisogno perdere. Bisogno di sdraiarmi per qualche minuto. Certo, certo. I miei genitori non erano mai stati così pazienti con me, e mi trattavano come se fossi di vetro. Ma perché cammina così? Mattina seguente sono andata a scuola. Mason è venuto da me con aria... Ah, quindi tutti dovevano... Rosemary ci ho pensato molto e ho deciso che preferisco chiudere. La pancia però non l'abbia notata, ok? Sapevo che voleva lasciarmi. Non dirmi che gli dice che è il papà, perché ti giuro che mi alzo e me ne vado via, Sono quasi scoppiata in lacrime. Ma poi mi sono ricordata che avevo un asso nella manica. Sì, che lui non aveva assolutamente notato, tra l'altro, E gli ha mostrato il pancione. Guarda, quello è tuo figlio. Mason, non avrai intenzione di lasciare me il bambino, vero? È diventato pallido come un lenzuolo. Come? Mo scappa in Messico, palese, il biglietto si fa istantaneo, raga. Palese. Ci siamo solamente tenuti per mano. Esatto, cioè dice, con quale magia è successa questa cosa esattamente? Ops, non ci avevo pensato. Sì. Piccolo... Che cosa avrei dovuto dirgli ora? Non lo so, la cicogna, boh, quello che dicono tutti. Ti ricordi quella festa a casa tua? Ho mangiato troppa pizza e sono svenuta. E quindi? Certo, me lo ricordo. È lì che è successo. Cioè, nei sogni, praticamente. Vabbè, diventerai papà. Mason si è grattato la testa e ha detto che ci sarebbe sempre stato per me. Ma scusate, ma in quale universo parallelo stiamo vivendo? Che letteralmente se una donna di 50 anni al giorno d'oggi rimane incinta, con uno anche di 40-45, quello se ne scappa perché non vuole prendersi le sue responsabilità. Cioè, mi state dicendo che dei ragazzi delle superiori così, sì, ci sarò sempre per te, tranquilla. Wow, aveva funzionato! Gli ho dato un bacio e sono corsa in classe. Boh, cioè questa ha dominato un mondo con un costume. Ci sta, raga. Non avevo fatto i compiti e l'insegnante... giustamente la prof. Prof, sono incinta, non posso fare i compiti. Tutta la classe a guardarla, what the fuck. Cioè, non hai pensato tipo se ti scoprono cosa succede? Mi sa di no. Evidentemente non si è posta il quesito. Ma la mia falsa gravidanza mi è tornata di nuovo utile. Sì. Scusi, il bambino stava scalciando e non sono riuscita a concentrarmi. Cioè, lei il giorno dopo a scuola con la, con la pancia compiatta come una tavola da surf. Il giorno la prima si è sussultato e l'insegnante ha provato pietà per me. Alla fine mi ha dato un bel voto. Guarda, mi citofonano perché penso che pure i vicini hanno sentito le cavolate. Quindi vado ad aprire, arrivo. Stavano iniziando a funzionare. Direi. Dopo le lezioni mi sono diretta verso casa di ottimo umore. Giustamente, dopo aver preso in giro tipo tutto il mondo intero, vabbè. A quel punto i lati negativi della gravidanza, sebbene fosse tutto finto, mi sono diventati chiari. Cioè? Il pancione era pesante e mi faceva male la schiena. Ma scusa, ma non era una, tipo una cosa finta come... Ero così stanca che ho dovuto sedermi e riposare a lungo. Proprio esperienza completa, madonna, che cos'era sta cosa incredibile. Mi sembra di aver ingoiato un'anguria intera. Vi immaginate tipo incinta veramente, raga? Una macchina si è fermata accanto a me. I nostri vicini, i Jones, erano a bordo. Si erano sposati da poco ed erano... Greve! Molto gentili. Hanno notato il pancione, si sono congratulati e mi hanno offerto un passaggio. Beh, sono gentili, alleluia. Sono salita in macchina e ho scoperto che stavano cercando di avere un bambino da diverso tempo. Greve, sì. Sfortunatamente i medici dicono che non posso avere figli. No. Mi dispiace, che ingiustizia. Se avrai mai bisogno di una mano, potrai sempre contare su di noi. Chiaro, giustamente. Vogliono rubarle il bambino. Grazie e sono tornata a casa. I miei erano al settimo cielo, perché pensavano che presto sarebbero diventati nonni.
Pensavano, hai detto bene, pensavano. E mi avevano preso tantissimi regali. Giustamente. Ovviamente. Sua sorella era moribonda proprio. Sandy non poteva sopportare che tutte le attenzioni fossero... No, furibo, vabbè, uguale raga, moribonda significa che sta per morire. Ma siamo lì perché è principio di infarto. Però rivolte a me. Ha continuato a stuzzicarmi dicendo che dovevo farmi controllare da un medico. Uffa, perché non teneva la bocca chiusa? Hai ragione, non sappiamo nemmeno il sesso del bambino. Sì, esatto, la pancia sta per esplodere. Un po' susse la situazione. Mamma e papà mi hanno fatta... Madonna, che macchina, aiuto. Salire in macchina e mi hanno accompagnata in ospedale. La cosa è grave, adesso voglio vedere che si inventa sto diavolo. Le mie bugie presto sarebbero state smascherate. Beh. Così ho finto di nuovo di non sentirmi bene. La dottoressa Reed ha chiesto ai miei di aspettare in corridoio durante la visita. Quindi da sola, ok. Ho evitato il suo sguardo con aria colpevole e ho ammesso che il pancione era finto. Greve. Fortunatamente la dottoressa Reed ha deciso di mantenere il mio segreto. Cosa? Cioè non ho capito. Una di quelle che dovrebbe salvare vite, una dottoressa, una persona che fa nascere pure i bambini, mi stai dicendo che ha consentito alla presa in giro di tipo 20 persone? Se non di più? Anche se ho dovuto pagare per il suo silenzio. No, non ci credo che si è fatta corrompere la dottoressa. Ce le ha dato dei soldi per farla stare... Non ho tutti quei soldi. Bene, allora i tuoi scopriranno la verità. Se non vuoi pagare. Mafiosa comunque lei, è assurdo. Riusciti a crederci? Sì, certo. Ho dovuto prometterle che avrei trovato il denaro necessario. Dopodiché la dottoressa ha detto ai miei che la gravidanza stava procedendo normalmente. Pensa che roba. Questa però è una grande mano della dottoressa. Ha persino mostrato l'ecografia di un altro bambino. Non ci credo. È un maschietto, fantastico. Per un pelo. Non ci credo. Cioè, tutto partito da un pacco misterioso che ancora non si è capito chi le ha inviato. Perché, Ora dovevo solo capire come trovare il denaro che mi aveva chiesto la dottoressa. Ma secondo me dovresti trovare un modo di farti curare, però vabbè. Ero molto agitata. Ormai la tua vita è una menzogna. E avevo bisogno di una notte di sonno. Quando mi hanno finalmente lasciata da sola, volevo togliermi il pancione e dormire un po'. Ma poi Sandy è entrata nella mia stanza di colpo e ha detto che non se l'era bevuta. Dimostrerò a tutti che stai mentendo. Madonna, cioè manco con l'ecografia ci ha creduto? Grave. Avrei preso a sberle. Alla fine ho dovuto dormire con il pancione. Ero così scomoda che mi sono pentita almeno 100 volte di essermi cacciata in quella situazione. Ma in realtà puoi uscirne quando vuoi. Cioè, nel senso. Ormai era troppo tardi. Come si dice, c'era dentro con tutte le scarpe, quindi... Ovviamente a scuola andava tutto benissimo. Giusto. Gli insegnanti erano... Oddio. ...molto gentili con me e i miei compagni di classe mi chiedevano se potevano toccarmi la pancia. L'attrazione, proprio. Pensa che succede appena lo scoprono che hai mentito. Wow, sento il bambino scalciare. Ma non è vero, è finta, cosa senti? Certo, come no. Quello non era un bambino, ma un enorme panino al tonno. Ah, ok. L'ho capita dopo. Mason è improvvisamente uscito dall'ufficio del preside. L'ho raggiunto e gli ho chiesto che cosa stava succedendo. Cambia scuola perché ha capito che non è cosa. Ho deciso di lasciare la scuola. Classico. Ah no, va a lavorare per il bambino? Un lavoro e occuparmi di nostro figlio. Se n'è andato. E io... Immagina di rovinare la vita di una persona. Io mi sono sentita una persona terribile. Lo sei, perché quello sta mollando gli studi perché pensa che deve lavorare per dare da mangiare a tuo figlio. Il mio scherzo. Ma poi sta maglietta se la cambia mai? C'è la muffa, le ha fatta addosso. Aveva superato il limite. Come potevo sistemare la situazione prima che degenerasse? Di a tutti che hai fatto schifo, che hai detto una menzogna. Fatti un biglietto per la città più lontana da quel posto e hai risolto. Perché sicuramente io non ci continuerei a vivere lì, Sistemare la situazione prima che degenerasse. Mentre stavo tornando a casa da scuola ho riflettuto a lungo. E che cosa... Quando ho visto la troupe televisiva di 16 anni e incinta fuori casa nostra. La famosa serie di cui vi parlavo. Vedi, tutto torna, tutto collegato. È un famoso programma televisivo in cui le giovani mamme sono le protagoniste. E che cosa vuole fare? Aspettate un attimo, erano lì per me. Quando... Oddio, non ci credo. Sono entrata in casa, volevo dire la verità ai miei. Ma spoiler, non potevi farlo perché c'erano quelli. Tuttavia loro mi hanno informata con gioia che avevano firmato un contratto. Pure! E che sarei stata nella prossima stagione del programma. Oh mio Dio. Ma ci hanno persino dato $1 milioni. Quanto? È fantastico. No, non lo era affatto. Ma oddio, hai salvato in un certo senso il sedere alla tua famiglia senza volerlo, $1 milioni. Ma scusami, io pure faccio finta, venite da me a casa mia. Che incubo. Non ho... Milione. Ho osato dire la verità. La troupe ha filmato il primo episodio e poi se n'è andata.
Oh mio Dio, ragazzi. Hanno promesso che sarebbero tornati qualche giorno dopo. Prima che potessi tirare un sospiro di sollievo, Sandy se l'è presa con me. Ma scusami, ma 1 milione t'hanno dato, ti lamenti pure? Presto o tardi tutti scopriranno le tue bugie. La nostra famiglia sarà umiliata in TV davanti a tutto il paese. Quello potrebbe essere un piccolo problema collaterale, sì. Per colpa delle ramanzine di mia sorella mi è venuto il mal di stomaco. L'ho ignorata e sono uscita all'aria aperta per schiarirmi un po' le idee. Eccoli là i vicini. Lì ho incontrato i signori Jones. Mi hanno invitata a casa loro e mi hanno regalato diverse cose. Questi pazzissimi. Destinate inizialmente al loro figlio mai nato. Abbiamo sentito che sarà un maschietto. Abbiamo portato i giocattoli e dei vestitini adorabili. Cioè, questa da una cavolata, letteralmente, tutto il mondo sa la sua storia adesso. Cioè, pure su 16 anni... Boh, vabbè. Volevo sparire nel nulla. Ma secondo me l'unica soluzione quella sarebbe stata, senza andare troppo lontano. Non c'era nessun bambino. Non volevo nessun regalo, ma loro hanno insistito. Come se non avessi avuto abbastanza preoccupazioni, la dottoressa Reed mi ha chiamata e mi ha chiesto... Per i soldi, giustamente. Come avevo potuto dimenticarmi di quella strega? Ho salutato i vicini, ho preso un po' di soldi che i miei avevano ottenuto dal programma TV e mi sono diretta in ospedale. Non ci credo. La dottoressa Reed ha contato il denaro. Sembrava soddisfatta. Bello fare affari con te. Tuttavia non puoi tenere quella pancia finta per sempre. Che significa? Ero al corrente. Ma erano successe così tante cose che non sapevo più come fermare quella situazione folle. Scappa, non lo so io effettivamente. Raga, voi cosa fareste? Quello stupido pacco. Avrei voluto non trovarlo mai. Ero disperata. Una volta a casa mi sono tolta il pancione. E ho pensato a un modo per sistemare le cose. Cioè? Poi Sandy è entrata nella mia stanza senza bussare e ha visto che il pancione era sparito. Lo sapevo! Sapevo che stavi mentendo. Compiaciutissima lei, mega gasata, il suo ego alle stelle. Ha chiamato mamma e papà e ha mostrato loro il pancione finto tutta orgogliosa. No. Stranamente, una parte di me era felice di non dover... Una certa ti liberi del peso, anche se mo secondo me ti arriva un altro peso che è il cazzotto di tuo padre. Per mentire ancora. I miei genitori si sono infuriati, ma io ero pronta ad accettare qualsiasi punizione. Sì, anche perché... Sfortunatamente, i miei problemi erano appena iniziati. Perché c'era solo un contratto di $1 milione di mezzo. Bazzeccole. Mamma e papà hanno riletto il contratto che avevano firmato e hanno detto che eravamo in guai seri. Se scoprono che non sei incinta, non solo si riprenderanno i soldi... Piccolo problema. Ma ci faranno pagare anche una multa. Direi. Non abbiamo tutto quel denaro. No, per niente. Sei felice adesso, Rosemary? No, continua a fare finta a sto punto. Ma tua, dovremmo vivere per strada. Stava per venirmi un crollo nervoso. Ma poi la mamma ha preso il controllo della situazione. E cioè? Mi ha detto di rimettermi il pancione e di fingere di essere incinta. Esatto. Che non ci sarebbe venuta un'idea migliore. Sandy, tieni la bocca chiusa. Chi se ne importa? Un giorno tutte queste bugie vi ritorneranno indietro. Questa è una vipera proprio. Ho rimesso il pancione. E poi qualcuno ha bussato alla porta. Chi era? I genitori di Mason. Di male in peggio. Erano venuti da noi per parlare del nostro matrimonio. Mio figlio si prenderà le sue responsabilità e sposerà Rosemary. L'ho fissato a bocca aperta. Un matrimonio? Avevamo solo 16 anni. Cristo Dio. Poi la troupe televisiva è arrivata a casa nostra e... Proprio al momento giusto. E ha detto che dovevamo registrare un altro episodio. Che incubo, cosa avevo combinato? Quando tutti se ne sono andati, sono uscita sul retro per prendere una boccata d'aria. Avevo fatto un gran casino. Oddio, ma i vicini. Madonna, ma un attimo da solo non la lascia, no? All'improvviso i vicini sono venuti da me e mi hanno chiesto se stessi bene. Non potevo più stare zitta. Mi si sono bagnate le guance di lacrime e ho detto ai Jones che il pancione era finto. Oh mio Dio. Mi hanno guardata con aria sorpresa e mi hanno detto che erano stati loro a comprarlo. Non ci credo. Ho ordinato il pancione per mia moglie, così che potesse capire che cosa significa essere incinta. Ma cosa vuol dire? Deve essere stato recapitato all'indirizzo sbagliato allora. Mi sa di sì. Mi dispiace tanto. Va tutto bene. Non preoccuparti, manterremo il tuo segreto. Chi è che L'ha raggiunta e mi ha riaccompagnata in casa. Sei impazzita? Perché gli hai detto tutto? Potremmo finire in prigione. Ma è la Madonna. Sono due brave persone, non lo diranno a nessuno. Lo dicono a tutti quelli. La mamma mi ha detto che avrei passato l'estate dalla nonna. Non mi ha detto perché, ma ero felice di accettare.
Ma poi gli ha fatto guadagnare 1 milione. Vabbè, ci sta, dai, lontano dalle telecamere. Mi sono divertita tantissimo alla fattoria. Finalmente ho dimenticato la mia falsa gravidanza. E ho vissuto di nuovo come un adolescente. Anche se una volta a casa... Cos'è, la stanza di Jenny questa, con tutti i corgi? Avrei dovuto affrontare di nuovo tutti quei problemi. Immaginate la mia sorpresa quando ho notato una What the f... nella mia... Non mi dire che hanno adottato un bambino per mandare avanti la storia, perché vi giuro che... Stanza. E poi ho visto i miei. Avevano in braccio un bambino vero. Rosemary, non devi più indossare il pancione. Durante l'estate abbiamo adottato questo bambino di nascosto. Wow. Dovrai dire a tutti che è tuo figlio. Eh beh, certo. Ero senza parole. Prima che potessi dire qualcosa... Arriva la troupe di 16 anni. Sandy ha detto che la troupe era pronta a girare il prossimo episodio. Chiaro. Ho preso in braccio il bambino e mi sono calata nel ruolo. Uguale a lei, comunque. Come ti senti? Voglio piangere. Sono lacrime di gioia, ovviamente. Non lo so, Rick. Niente. Alla fine se ne sono andati tutti. Speravo di poter avere un momento per me stessa. E invece... Ma poi ho scoperto che i miei non avevano intenzione di aiutarmi con il bambino. Ah, gliel'avevano adottato così, diciamo, tipo oggetto. Complimenti! Dovevo prendermene cura da sola. Beh, oddio, il casino l'hai creato tu. Certo, i soldi li hanno intascati mamma e papà, ma vabbè. Ero bloccata in un incubo. Ho dovuto cambiare pannolini, cantare la ninna nanna a Felix fino a farlo addormentare. Tutto per un pacco, eh? Nessun... A Felix, quello degli Stray Kids. Persino è andata a scuola con lui. Madonna. Ecco come l'ho chiamato, comunque. Nel frattempo il povero Mason lavorava come cameriere. Poverino, e per raga. Per risparmiare i soldi per il... Che quello si è rovinato la vita. Un giorno Felix ha iniziato a piangere durante una lezione. Oh mio Dio. E non sono riuscita a calmarlo. L'insegnante mi ha detto che non potevo portarlo sempre a scuola con me. Sì, appunto. E che avrei dovuto prendermi una pausa dallo studio e concentrarmi sulla maternità. Greve. Vuoi finire la scuola tra un paio d'anni. Mi hanno sospesa e sono tornata a casa. Che bordello, raga. Ho pianto come una fontana. Perché proprio a me? Ma oddio, l'hai deciso tu, eh? Tutto tempo prima ero una ragazzina qualunque. E ora dovevo comportarmi da adulta ed essere responsabile di un neonato. Tutto per colpa di uno stupido scherzo. Già. Avrei voluto tornare indietro nel tempo e cambiare le cose. Non si può. Dei cavoli. Ho incontrato i vicini. Gliel'ha lasciata a loro, giustamente. Il signor Jones ha preso Felix con dolcezza ed è riuscito a calmarlo subito. Gli ho detto che ero al limite. Possiamo adottarlo? Eh? Tu sei ancora una ragazzina e dovresti goderti la tua giovane età. Mi sembra giusto, almeno fai una buona azione in tutto sto casino, no? Dallo a chi lo vuole davvero un bambino. Cresceremo come se fosse nostro figlio. Sì, che idea geniale. Ho risposto che dovevo parlarne con i miei e sono tornata a casa. Abbiamo riletto il contratto e... E c'era scritto... Evviva! Non c'erano regole che impedivano l'adozione. Sì, vabbè, anche perché non è che è una galera, cioè... Così ho chiamato i vicini e gli ho detto che presto sarebbero diventati genitori. Abbiamo girato l'ultimo episodio del programma e ho detto al pubblico che Felix sarebbe stato cresciuto da un'altra famiglia. Finalmente una luce in fondo al tunnel. Io e i miei... Beh, alla fine ti sei intascato i soldi, hai fatto un investimento. I genitori eravamo al settimo cielo, perché potevamo tenere i soldi del programma e saldare i debiti. Ma Sandy non era contenta. Giustamente. Avete mentito a tutti. Il karma vi punirà. Sì, dai. Chi saresti? La mia coscienza. Appunto. Smettila di rovinarci l'umore. Mettila. Dopodiché ho detto a Mason che avevo deciso di dare Felix in adozione, perché sarebbe... Quindi poteva tornare a scuola. È stato meglio per tutti e due. Era deluso. E alla fine ci siamo lasciati. Tanto per cambiare. I suoi hanno detto con rabbia che non ci sarebbe stato nessun matrimonio. Giustamente. E Mason è tornato a scuola. Meno male. Anche se Mason era furibondo, io ero felice che era tornato sui libri. Sì, meno male. Un brillante, cioè... futuro. Comunque, quando il preside ha scoperto che avevo dato il bambino in adozione, mi ha permesso di tornare a scuola. Meno male. Credevo che quella fosse la fine delle mie avventure, ma il destino aveva altri piani. Oddio mio. Una mattina i vicini sono venuti da noi. Erano raggianti. E ci hanno detto che era avvenuto il miracolo. No, sì, quella mo è incinta. Hanno un figlio loro e quindi il bambino se lo devono riprendere. Ce l'abbiamo fatta, finalmente sono incinta. Mi dispiace, ma non possiamo più adottare Felix. Oh mio Dio, ragazzi. Mi si è fermato il cuore. Che cosa avrei dovuto fare ora? I miei hanno pensato a un altro piano. Potremmo lasciare Felix in orfanotrofio. No, che schifo di persona sei. Il contratto non ce lo impedisce. Sandy ha scosso la testa con disapprovazione. E io ho capito che cosa dovevo fare. Crescerlo. No, sono responsabile di questo bambino.
Non proprio, però. Non mi arrenderò. Felix crescerà in una famiglia piena d'amore. I miei non approvavano la mia decisione, ma l'hanno accettata lo stesso. Sua sorella ride. La prima volta, mia sorella mi ha guardata con rispetto. Ah, ok. Rosemary, sei davvero cresciuta. Sono orgogliosa di te. Ma oddio, è nato tutto da un prank, in realtà. Da quel giorno... Epico, finito male pure. Sandy mi ha aiutata a prendermi cura di Felix. Così ho potuto studiare e lavorare. Felix è davvero fortunato ad avere una zia noiosa ma fantastica. Giusto. Felix, quando crescerai ti racconterò un sacco di storie divertenti sulla tua mamma. Anche la bugia più innocente può causare delle conseguenze serie. Sono d'accordo, non dite bugie. Non fate il mio stesso errore. Brava. Non tutte le storie finiscono bene come la mia. Brava. Vi piacciono le avventure di Diario Segreto? Assolutamente allora, sì, le amiamo. E iscrivetevi al canale. Le amiamo. Presto arriveranno altre storie molto interessanti. Grazie mille. Ragazzi, mi raccomando, non dite bugie. Ci vediamo alla prossima. Io comunque vi voglio bene. Raga, state attenti con le bugie perché possono fare molto male, soprattutto a voi o comunque a chi vi sta vicino. Un bacino. Ragazzi, allora, questa è la intro del video. Devo trovare un modo per non renderlo clickbait. Quindi adesso andiamo da Robby e vediamo che cosa ci dice. Allora, ti devo chiedere una cosa. In questo video io ti devo mettere in copertina. Ho bisogno che rispondi solamente a una domanda. Secondo te, se noi tipo andassimo tutti insieme tipo in una scuola, tra di noi chi sarebbe lo sfigato? Tu. A posto, grazie. Non è clickbait questo video. Come avete visto, ragazzi, dal titolo non è clickbait perché sono le sue parole, io non ho detto assolutamente niente. Siamo qui oggi per vedere una nuova storia animata del nostro caro amico, dei nostri cari amici di Diario Segreto. È da un botto in realtà che non le facevo da reaction alle storie animate. Questa dura un macello di tempo, ma sono molto curioso di vedere che cosa succederà. Sì, ha urlato mio padre. Ok, quindi nascita di una bambina, figlia e io un figlio. Una bambina. Io. Ha aggiunto il suo amico William. Ciao, io sono Beverly. Io e Beverly Dean siamo nati in Quebec lo stesso giorno. Bello il Quebec. I nostri genitori si conoscono da tempo. Ed eravamo tutti convinti che un giorno io e Dean ci saremmo sposati. E la Madonna, ci sta però, mi piace questa cosa. Cioè tu fai un figlio, il tuo migliore amico fa un figlio e vi dite i nostri figli si sposeranno. Mi piace come piano, però magari... Se solo avessi saputo che cosa sarebbe successo. Giustamente, perché è una storia di Diario Segreto. Dico, può mai finire bene? Ovviamente no. Preparate popcorn e ascoltate la mia storia. Ok. Migliori amici per sempre. Bene. Il nostro luogo di ritrovo preferito era il golf club. Beh, comunque all'inizio ci hanno azzeccato. I nostri genitori ci trascorrevano degli interi fine settimana. L'ho conosciuta lì, Grace. Grace. Anche i suoi genitori ci andavano spesso e portavano la figlia. Ciao, io sono Beverly. Ti piace giocare a golf? No, dalla faccia mi sa che non le piace manco stare lì, poi certo che mi no. Sbaglio, e se mi arriva una pallina in testa? Dean, andiamo a guardare i cartoni animati nella sala relax. In che senso? Il mio amico mi aveva abbandonata per una riccona. No, brutta roba. È stato un terribile tradimento. Dean è rimasto stregato dal suo incantesimo. Brutta roba, brutta roba. E la trattava da regina. Beh, che se ne... Gelosina? Non importa. Buon per te, Grace. Non ho più intenzione di giocare. Per fortuna i genitori di Grace si sono trasferiti in un'altra città. Ah, ok, quindi se n'è andata per sempre. E quella terribile ragazzina ha smesso di venire al golf club. Beh, dispiace. Ho smesso di uscire con te per colpa di Grace. Eh beh, facile adesso però, eh. Facile dirlo adesso però, quando la tua cotta, la tua crush se n'è andata via. Un po' da infame, caro Dean. Ma vabbè, siete bambini, te la perdono. Solo per quello però, eh. Ora che se n'è andata, torniamo a essere amici. Eh certo, ora che se n'è andata. Beh... Lei giustamente gliel'ha perdonata perché abbiamo capito tra i due chi è il sottone. Ma vabbè. Non sono riuscita a tenergli il muso a lungo. Vabbè, siete piccoli, dai, ci può stare, ci può stare. E poco dopo l'ho perdonato. Le cose sono tornate alla normalità. Io e Dean ci siamo iscritti alle superiori. E i nostri genitori continuavano a ripetere che un giorno ci saremmo sposati. Dubito che questa... Vabbè, vediamo. Mamma, smettila di mettermi in imbarazzo. Sì, anche perché c'è, va bene la migliore amicizia, quello che vuoi, ma non è che devi costringere per forza... Cioè, avranno anche altre possibilità nella loro vita. Siamo solo amici. Volete sapere un segreto? Vai. In realtà ero innamorata di Dean da diversi... Ma come? Sì, l'avevamo capito in realtà che eri bella gelosa della tipa che capelli rossi, eh. Non ditelo a nessuno. No, tranquilla. D'altronde questo video l'hanno visto solo 192.000 persone. Non mi permetterei mai di dirlo. Un giorno papà è andato al lavoro la mattina presto. Bello arrabbiato, eh. Era un noto psichiatra, quindi mi sono agitata.
Okay. Era successo qualcosa di brutto. Aia. Me ne sono dimenticata in fretta. Papà è rientrato la mattina seguente e i miei mi hanno dato una bella notizia. Tesoro, questo fine settimana andiamo alle Hawaii. Ah, così, dal niente. Cioè, alle Hawaii io ero felice perché i miei genitori mi portavano al centro commerciale a 30 km da casa mia. Vabbè, oh, ci sta, raga, ognuno c'ha la vita che c'ha, diciamo. Sì, viva! Allora, dove era finito il mio bikini? La cosa migliore era che sarebbero venuti. Madonna, pensa che viene tua mamma e tuo papà e ti dicono andiamo alle Hawaii, così. Che fanno? Li cacano i soldi? E anche dinne i suoi. Era un segno. Ho deciso di parlargli dei miei sentimenti. Ah, quindi lei era rimasta comunque innamorata anche se è diventata grande. Beh, allora il papà ci ha azzeccato, sì. Eh, gli avrei scritto un bigliettino e glielo avrei dato in spiaggia. Ok. Secondo voi ha funzionato? No. Se solo. Indovinate chi è la perdente? Tu. Esatto, io. Sull'aereo ho scoperto che Grace e i suoi genitori sarebbero venuti con noi. Ma com'è possibile? Dopo anni l'hai ribeccata? Dannazione, non quella strega. A quanto pare la sua famiglia sarebbe tornata nella nostra città. Non ci credo. Sì, ho capito, ma le sarebbe dovuta passare un po' la cotta al ragazzo. Cioè, eravate piccoli, mo' andate alle superiori. Madonna, che cos'è la ragazza più bella del mondo? Ciao a tutti. Oh, di... Beh, effettivamente è bella, eh. Come sei diventato alto? Vabbè. Ehi, guarda lei che la guarda. Cazzina, cioè, portami del succo. Ma come? Non chiamarmi così. E poi io... Comunque, secondo me lei è anche più carina, quella bionda. Io non lavoro qui. Beverly, non ti ho riconosciuta con quei vestiti. Ma cosa c'hai? Il vestito uguale a te. Grace era bellissima, ma era anche perfida. Era marcia anche dentro, bleh. E la parte peggiore era che Dean, non appena l'ha vista, si è dimenticato di me. Troppo stupido sto Dean, ragazzi. Non ti merita. Hanno passato il fine settimana insieme. Dean le ha persino parlato delle nostre cose private. Allora, ti giuro che se gli perdona anche questa, però lei è veramente stupida, eh. Ho capito l'essere migliori amici sin da piccoli, però lui è veramente un cretino, cioè. Non fate caso a me. Mi sto solamente sotterrando nella sabbia. Vabbè, ci sta, ognuno si diverte come l'ultima vuole. L'ultima sera lì, i nostri genitori sono andati al ristorante. Aia, rimasti tutti e tre da soli? E noi siamo andati a passeggiare in riva all'oceano. Ma che cosa faceva lei da terzo incomodo? Ma perché ci vai? Ma vattene piuttosto con la tua famiglia, ma se quello non ti caga, cioè, ma che persona sei? Speravo che Grace ci lasciasse almeno per un minuto, così avrei potuto dargli il mio bigliettino. Sì, ho capito, ma... Indovina chi è? Il tuo faccino è troppo carino per tutta questa acidità. Sono d'accordo, sono d'accordo. Dean, è da diverso tempo che voglio dirti una cosa. Sì? Era un... Adesso guardate che succede. Arriva la tizia e li interrompe, guarda. Momento speciale. Me lo sentivo. Ma Grace ha rovinato tutto. Per forza. È apparsa dal nulla e ha allontanato ovviamente Dean. Facciamo un bagno. Stavo ribollendo dalla rabbia. Sì, ma anche lui, cioè, poteva dirle: aspetta un attimo che mi sta dicendo una cosa. Cioè, lui non te ne chiede frega proprio niente, yeah. Anche cioè, io sono andata in acqua. Tuttavia non sapevo nuotare. Quindi mi sono distesa su un materassino. Ti sei addormentata e sei finita, boh. Prima dove di accorgermene, mi sono appisolata. Ecco. Quando mi sono svegliata, oddio, ho realizzato che ero stata trasportata lontano dalla riva. E giustamente quei due, chi se ne frega, no? Quella è arrivata praticamente al 12° nanetto. Sta andando a toccare le navi da crociera. Lasciamola stare, dai. Aiuto! Aiutatemi! La cosa peggiore era che Grace ha visto che ero in difficoltà. Non ci credo. Erano... Madonna, arrivare fino a sto punto, ma muore, zi. Un passo dall'acqua. Si è girata verso Dean e l'ho baciato. Oh mio... Cosa? Oddio. E in quel momento mi si è spezzato il cuore. No. Ha portato via Dean dalla spiaggia e io sono rimasta da sola. Cioè, Dean non è che si è chiesto, ma che fine ha fatto? Zero. Il cielo si è rabbuiato e ha iniziato a piovere. Madonna, ragazzi, però non so nuotare. Stavo tremando dal freddo. Non ero fatta per situazioni simili. Oh, c'è un tizio che surfa. Dimmi. Un surfer. E sarei uscita viva da lì. Un surfista, scusatemi, vabbè. Dean, non ti perdonerò mai. Quando siamo tornati a casa... Ci aveva la febbre. Mi sono ammalata. E per 2 settimane ho avuto la febbre alta. Madonna. Dean non è mai venuto a trovarmi. Madonna, raga, ma che amico schifoso è? Cavoli suoi. Poteva benissimo stare con quella psicopatica. Sì, beh, ci perde lui alla fine. Di Grace è diventato il suo cagnolino. Quando sono guarita sono tornata a scuola e ho scoperto che Dean e Grace si erano messi insieme. Eh beh sì, l'ha baciata in spiaggia. La non è che ci volesse tanto. La coppietta si teneva per mano ovunque. Sarà? Ma secondo me te ne dovresti fregare, C'è un'altra novità però. E cioè? Un ragazzo di nome Kyle si... Sono io con i capelli azzurri. Era appena trasferito nella nostra scuola. Okay. I nostri compagni lo evitavano.
Ah, è lui lo sfigato della scuola del titolo. Non c'è okay. da stupirsi. Era maleducato con tutti, si vestiva in modo trasandato e non conosceva le buone maniere. Allora, una volta ha persino pitturato i nostri armadietti con una bomboletta spray. Madonna, ma che persona è? Almeno questa topaia non è più così brutta. Che cosa stai guardando? Ah, è un artista incompreso, tipo, ok. Principessa, fatti gli affari tuoi, mostro. Speravo Madonna. Di non dover interagire con lui. Ma io ero una perdente, ricordate? A quanto pare il ragazzo nuovo era stato bocciato in tutte le materie. Sì, mi ha. Io ero una studentessa modello. Era più bravo con la bomboletta spray. Quindi mi è stato chiesto di dargli una mano a studiare. Madonna, che sfiga. Non eravamo entusiasti. Zero, ok, tu non mi piaci e nemmeno io ti piaccio. Ma devo spiegarti questo. Kyle mi ha tolto improvvisamente il libro dalle mani. Lo ha. Che animale è sto? Lanciato nel cestino e ha ripetuto tutte le formule a memoria. Sono rimasta a bocca aperta. Che cosa? Conosco questo argomento meglio di. No, ragazzi, non sono più io, mi dispiace. Solo perché c'ho i capelli blu, io giuro che non mi comporto così. Né con le ragazze, e manco con le persone. Questo è veramente un idiota con la patente, cioè. Te, non hai niente da insegnarmi. Provate a indovinare. Il ragazzo nuovo si era fatto bozzare di proposito. Cosa? Ho cercato di scoprire il motivo, ma. Quindi in realtà era mega intelligente, ma si è fatto bocciare apposta. Chissà perché. Kyle l'ha ridacchiato e se n'è andato. A domani, prof. Ma. Uffa, che cafone. Il ragazzo nuovo aveva qualcosa che non andava. Qualcosa? Secondo me tutto. Il giorno seguente, all'intervallo, ho visto il preside andare da Kyle e sgridarlo. Aia. Sono preoccupato per il tuo futuro. Sei stato bocciato in tutte le verifiche. Si rilassi, preside Lee. Forse dovrebbe allentare la cravatta. Madonna, non potete immaginare che cosa ha fatto subito dopo. Ha preso le forbici dallo zaino e ha tagliato la cravatta del preside Doni davanti. Non ci credo. All'intera scuola. Non ci credo. Tutti hanno iniziato a sussurrare. Vabbè, verrà espulso tipo da tutte le scuole del mondo. Si aspettavano che il preside esplodesse. E invece? I tuoi occhi erano iniettati di sangue. Esatto. Kyle aveva superato il limite. Sì, direi, cioè. Tu, come ti permetti? Che faccia tosta. Beh. Però ci deve essere qualcosa sotto a sta storia, c'è troppo strano. Che cosa vuole fare? Espellermi? Credo di sì, penso che le intenzioni siano presso a poco quelle, poi magari. Ma figurati, certo che no. La sua re. Perché effettivamente, questa ragazza è una cosa che molti di voi non sanno. Se una persona è un bullo, uno che non vuole andare a scuola, comunque vuole fare sempre casino, se viene espulso, cioè praticamente tu gli fai un favore. Perché se lui a scuola non ci vuole venire e tu lo espelli, gli hai fatto un favore. Mentre però esiste l'espulsione con l'obbligo di frequenza. Che tu sei espulso, ti pigli l'assenza, ma a scuola ci devi venire. Questa secondo me è una grandissima innovazione del sistema scolastico italiano, che purtroppo è quello che è. Però ogni tanto qualcosa di buono. Ci ha lasciati senza parole. Soprattutto dopo quello che aveva detto Kyle. Oh, e dai. Dopo quell'incidente a scuola si sono diffusi tantissimi pettegolezzi. Cioè che era mega ricco e non gliene fregava niente. Tutti credevano che Kyle provenisse da una famiglia ricca e potente. Okay. Ecco perché riusciva sempre a farla franca a prescindere da quello che combinava. Potrebbe avere senso. Un giorno all'intervallo stavo guardando Dean flirtare con Grace nel corridoio. Sì, madonna, io. Cioè, lo segue come se fosse il suo schiavetto. Quando per caso mi sono scontrata con Kyle. Aia, guarda dove metti i piedi. Vabbè. Dalla tasca gli è caduta una mazzetta di banconote. Aia, quindi è vero che è ricco? Oh wow, era bello carico. Non sono stata l'unica a notarlo. Anche Grace ha fischiato deliziata. E ovviamente quella che va dietro ai soldi. Adesso Dean, voglio vedere che cosa deve fare. Kyle è davvero ricco? Già. Wow, ho provato ad aiutare. Madonna, ci sono solo 100, 2, 3, 4, 5, 700 Kyle dollari. A raccogliere le banconote. Ma non ha voluto. Le nostre mani si sono sfiorate per un secondo. Aia! Fondo. Ma poi lui ha aggrottato la fronte. Ha infilato le banconote in tasca e se n'è andato. Lavati di mezzo. Che problemi aveva? Sì, è molto strano comunque sto tizio. Il giorno seguente, dopo scuola, sono andata a fare una passeggiata. Perché sapevo che Dean e i suoi sarebbero venuti a casa nostra. Ah, quindi proprio diceva lo evito direttamente. Bello, non volevo vedere quel traditore. Mi piace. Poco dopo si è fatto buio. E ho capito che ero finita in un brutto quartiere. Madonna, ma gliene capita una giusta sta tizia? Una volta rischia di affogare, una volta in un brutto quartiere. Cioè, boh. Non mi spavento facilmente, ma quella zona era davvero inquietante. Aia. Soprattutto quando un tipo strambo si è avvicinato a me. Ehi, bellezza, ti sei persa?
Sì, mi sa di sì. No, sto bene. Sembri una gattina spaventata. Non credo che una specie di criminale ti direbbe così. Ti avverto, conosco il karate. Ok. Ha riso e ha cercato di prendermi la borsa. Ah, ok, voleva rapinarla. No, stammi lontano. Non so che cosa... Oh, guarda chi c'era dietro. Guarda chi c'è qua. Sarebbe successo se lui non fosse apparso in un vicolo. Ehi, ti ha detto di starle alla larga. Madonna, l'ha spaccata di pugni. Grazie. Che cosa ci fai qui? Sei stupida. Ti ho offerto di accompagnarmi a casa, così... Boh, vai, via. Dalla persona peggiore sulla terra al miglior ragazzo galantuomo cavaliere. Perfetto, ragazzi. E non sarei... Tutto su diario segreto, questo. Finita di nuovo nei guai. Abbiamo chiacchierato. E sapete una cosa? È riuscita a sorprendermi di nuovo. Cioè? Kyle era un ragazzo gentile ed educato. Quindi solo a scuola si comportava male. Ero così confusa. Sì, lo siamo tutti, in realtà. Che a scuola sei sempre così maleducato con tutti. Beh, io... Mi sto comportando così di proposito. Si era capito questo. Voglio . Essere espulso. Vorrei... Cosa? Vorrei guadagnare invece che perdere tempo a scuola. Ah, ok. Quindi i suoi tipo lo costringono ad andare a scuola mentre lui vorrebbe iniziare a lavorare. Vabbè, ho capito, però se sei nella scuola dell'obbligo la devi finire. Cosa? Beh, siamo arrivati. Buonanotte, Bev. Kyle mi ha rivolto un sorriso misterioso e se n'è andato. Molto strano, eh? È tipo strambo. Il giorno dopo a scuola, Dean ha improvvisamente ricominciato a flirtare con me. Certo, quella l'ha mollato. Vieta a immaginarlo. Stai bene? Dov'è la tua principessa Esatto. Intendi Grace? Sì, siamo lasciati. Ecco, ora fammi un favore. Non perdonarlo, ti prego. Non farlo. Dean si è scusato per essersi comportato. No, perché ti usa come ruota di scorta. Quando quella lo molla, tu sei sempre lì pronta a dirgli di sì. Non perdonarlo. Da cafone. E mi ha invitata alla festa che si sarebbe tenuta al golf club. No, ragazzi, le nostre prego. Famiglie sarebbero andate insieme come ai vecchi tempi. Ero ancora arrabbiata con lui. Direi, dovresti esserlo a vita, secondo me, per come si è comportato. Tuttavia, con te. Ho deciso di dargli un'ultima opportunità. Non ci credo, vabbè, ma è proprio un idiota sta tizia. E l'ho perdonato. Specialmente perché dopo la rottura con Grace sembrava distrutto. Ma figurati, non gliene frega niente a quello. Sa che semplicemente tu sei sempre lì. Quella mo giustamente va a leccare il sedere a quello ricco. Non si poteva dire lo... Però lui non è stupido come Dean, lui la respingerà. Stesso di Grace. Quella vipera stava già flirtando con Kyle. Ovviamente. Se devo essere sincera, ero un po' gelosa. Aia. Per la festa ho messo il mio vestito migliore. I nostri genitori erano felici di vederci insieme. Okay. Dopotutto avevano sempre pensato che fossimo fatti l'uno per l'altra. Sì, peccato che quello è uno schifoso, ma vabbè. Ma sapete una cosa? Quando Dean mi ha abbracciata, non ho sentito le farfalle nello stomaco. Ah, certo, dopo un po' ti passa, zia, è normale. Non sentivo... È uno schifoso. Proprio niente. Anche se mi stavo struggendo per lui da diverso tempo. Perché ormai ti sei innamorata di Kyle. Poi Grace e i suoi genitori sono arrivati alla festa. Dean ha iniziato ad agitarsi e ha detto che sarebbe andato a prendere qualcosa da bere. È stato via per molto tempo, quindi sono andata a cercarlo. Okay. E per caso l'ho sentito parlare con Grace. Stranamente. Farò qualsiasi cosa per tornare con te. Cosa? Mi dispiace, io non ne ho la minima intenzione. Ho acchiappato un pesce più grosso. Ecco il mio Sì, per essere in tema con l'acquario. Cipe. Quando Kyle è arrivato, Grace ha spinto via Dean ed è corsa da lui. Ma non mi dire che lui ha accettato. Tuttavia, quando gli ospiti si sono dispersi per la stanza... Greve, Kyle fa il cameriere? Ho scoperto che Kyle stava solamente servendo i drink. Questo è grave per la grandissima Grace. Aspettate, era... Un cameriere? Esatto. Stai scherzando? Che problema c'è? Ho bisogno... Sì, vabbè, perché lei fa schifo, quindi... Bisogno di soldi. Giudica le persone in base ai soldi. Non è... Perché? Pensavi che fossi ricco? Esatto, per questo ha lasciato quell'altro idiota. Ora spostati, devo lavorare. Bravo. Grace era furibonda. Digliene quattro, va. Stavo flirtando con un barbone. Eccoci. Mi hai fatta sembrare un idiota e ora me la pagherai, Kyle. Per tutta la serata ho aspettato il momento giusto per parlare a Kyle. Ma era troppo impegnato. Fa il cameriere. Poi ho visto che mio padre lo aveva preso da parte. Hanno parlato a lungo di qualcosa. Per colpa del rumore non sono riuscita a sentire una parola. Ma sembravano entrambi molto seri. Dopo la festa ho deciso di seguire Kyle. Volevo capire come facessi a conoscere... Sembra molto triste mio padre. Kyle, però, Diamine, pedinare qualcuno con i tacchi non è così facile. Puoi chiamarlo, però, nel senso... Poco dopo siamo finiti in un brutto quartiere.
Ah, ecco perché lui l'ha salvata, perché lui abita nel brutto quartiere, non avendo giustamente una disponibilità economica. Ho seguito Kali in un vicolo e ho visto che... Oddio, vive in una tenda? Viveva in una tenda per strada. Cosa? Riuscite a immaginarlo? Ho provato a chiedergli il motivo, ma Kyle si è arrabbiato tanto. Eh beh, certo, ovviamente per queste persone può sembrare tipo un po' vergogna, raga. Cioè, uno si vergogna giustamente della situazione in cui è. Se sei in una scuola con tutte le persone ricche, tu vivi in una tenda per strada, ti senti per forza di cose inferiore agli altri. Mi hai seguito? Perché la società in cui viviamo è quello. Guido, fin qui! Hai bisogno di aiuto? No, grazie. Vai via e fatti gli affari tuoi. No. Uffa, era proprio per il vicolo. Testardo. Perché tutti i ragazzi che conoscevo erano dei cafoni? A casa ho chiesto a papà perché avesse parlato a Kyle. Ma mi ha risposto che non poteva dirmelo. Stavano scherzando. Mi sa di no. Il giorno seguente Kyle non è venuto a scuola. A pranzo mi sono preoccupata e ho deciso di parlarne con Dean. Tuttavia, quando l'ho visto in mensa... Non ci credo. Beh, certo, quella giustamente è tornata con non lui. Non sono riuscita a credere ai miei occhi. Non ci credo. Ma perdonalo un'altra volta, eh? Dagli un'altra chance, la 150esima. Ma che cavolo, Dean? Che cosa stai facendo? Lo schifoso che è quello cosa, che è. Cosa, ragazzina? Ma siamo tornati insieme. Non ora è credo. Di nuovo mio. Oh, Grace... A quanto pare quella vipera aveva scoperto che Kyle non era ricco e giustamente. Quindi era tornata con Dean. Non era proprio da lei. Tuttavia il mio amico mi aveva delusa molto. La segui come se fossi il suo cane. È patetico. Ahia, la mia gamba. Che male. Ah, ti prego, smettila di lamentarti. A quanto pare il PC aveva colpito Dean con forza. Stava persino zoppicando. Ma non mi importava più. Meno male, direi. Volevo andarmene da scuola di corsa. Ma poi mi sono ricordata di una cosa interessante. Signor Downey, oggi Kyle non è venuto a scuola. Non è neanche a casa. Cosa? Quindi ha una casa? Quel povero ragazzo, ne ha passate così tante. E allora perché se ha una casa vive... Che strano, di che cosa stavano parlando? Sì, appunto non... Cosa aveva passato Kyle? E dove era finito? Poteva essere solamente in un posto. Quindi mi sono precipitata in quel brutto quartiere. Non ho cercato a lungo. Ho subito notato Kyle. Stava pulendo una macchina. Stava lavando una macchina costosa. Okay. Sono $10, signore. Perché oggi non sei venuto a scuola? Ti stavano cercando tutti. Non avevo tempo. Vai via adesso. Se non mi dici che È molto strano sto Kyle. Cosa sta ragazzi, succedendo? Dirò al preside Doni dove ti nascondi. Kyle ha sospirato e mi ha raccontato la sua storia. Greve. A quanto pare i suoi genitori avevano perso il lavoro da poco. Non avevano il denaro sufficiente per pagare l'affitto. Quindi li hanno cacciati. Presto la banca li avrebbe sfrattati. Quindi lui andava a lavorare. Mamma di Kyle era stata ricoverata in un ospedale psichiatrico per colpa dello stress. Mentre il padre era caduto in depressione e non riusciva più a fare niente. In realtà sembra che se la sta chillando di brutto il padre, però vabbè. Kyle litigava spesso con lui e alla fine aveva deciso di andare a vivere per strada. Ho un fratello minore. Non guadagni un po' di soldi, perderemo la casa. E lui finirà in orfanotrofio. Ecco perché sta lavorando, quindi. È certo. Terribile. I servizi sociali hanno fatto qualcosa per aiutarvi. Mi hanno trasferito in una nuova scuola perché ho fatto il possibile per farmi espellere da quella vecchia. Studiare richiede tempo, ma io... Che tu giustamente non hai perché vuoi guadagnare soldi. Io devo lavorare. Adesso gli insegnanti ci vanno piano con me perché sanno che cosa ho passato. Ecco perché il preside... Perché conosci mio padre? Quando mia mamma ha avuto quel crollo nervoso, tuo padre è venuto da noi e l'ha ricoverata. Ecco perché giustamente suo papà faceva... Non avevo idea che Kyle stesse vivendo tutte quelle cose. Greve. Era terribile, dovevo aiutarlo in qualche modo. Abbastanza. Ho provato a convincere Kyle che se avesse studiato avrebbe trovato un lavoro migliore. Sicuramente, però se ti dice di non avere soprattutto tempo, visto che era bravissimo in fisica. Il giorno seguente stavo sistemando le mie cose nell'armadietto quando Kyle è improvvisamente venuto da me. Credo che tu abbia ragione. Mi piaceva studiare. Vuoi fare il progetto di scienze con me? Che greve! Bella idea. Sono felice che sei tornato a scuola. Wow, siete perfetti insieme. Vi meritate a vicenda. Non è oro tutto ciò che luccica. Bravissima, diglielo. Andiamo. Ma i problemi non sono finiti lì. All'intervallo ho visto che Kyle stava cercando qualcosa con ansia. Cioè? Non riesco a trovare la mia felpa. Dopo già è vero, la felpa verde. Le lezioni, il preside è andato da lui in corridoio. Era chiaramente furioso. Kyle, siamo stati molto comprensivi con te. Ma questa volta hai superato il limite. Che ha fatto? Che cosa significa, preside Doni? Kyle mi ha rubato dei soldi e il telefono. Non ci credo. Il telefono dall'armadietto. Questa è veramente una spina nel fianco, anzi, nel sedere. Cosa? Non è vero.
Preside Idonei! L'ho sentito dire che aveva bisogno di denaro. Siamo andati nella stanza di sicurezza e abbiamo guardato il filmato di sorveglianza. Qualcuno con la felpa di Kyle aveva veramente curiosato nell'armadietto di Greg. Ma lui la felpa non la trova però. Vuoi vedere che è stato Dean, il suo amico? Non è Kyle, era insieme a me in quel momento. A quel punto ho notato qualcosa di strano. Il ladro zoppicava. È stato Dean, perché a quello gli è caduto il PC. Ho ripensato al PC che era caduto sulla gamba destra di Dean. Esatto. E ho capito subito che dovevamo controllare nel suo zaino. Non ci e credo. Sapete una cosa? I soldi, il telefono di Grace e la felpa di Kyle erano tutti lì. Erano lì dentro. Non ci sorpresa. Credo. Oh, avreste dovuto sentire Dean mentre cercava di giustificarsi. Ha detto che Grace lo aveva costretto. Eh sì, vabbè, l'avevamo capito che era per ma quello. Ma quella eh? Perfida ragazzina non l'avrebbe mai ammesso. Sto mentendo. Più tardi ho scoperto che lei voleva uscire con i ragazzi ricchi perché la sua famiglia era sull'orlo della bancarotta. Sì, l'avevamo capito anche noi, ma sin dall'inizio. Abbiamo dimostrato l'innocenza di Kyle. Sua mamma si è sentita meglio. Meno e poco male. Dopo l'hanno dimessa. Mentre il padre ha ricevuto un supporto nella clinica di mio padre e ha trovato un nuovo lavoro. Per la fortuna. Banca non ha più voluto sfrattarli. E il fratello di Kyle non è finito in orfanotrofio. Meno ora, male. Kyle avrebbe potuto studiare e fare una vita da adolescente. Ero felice, perché meno era male. Molto intelligente. Stavamo lavorando al progetto di fisica quando... Beh, avete capito, no? Mentre per quanto riguarda Dean... beh, è rimasto uno sfigato. Continua a scusarsi per quello che è successo. Non beh, perdonarlo. Beh, dai, siamo amici sin da quando eravamo bambini. No. Dall'altra, mi ha tradita così tante volte. Esatto. Secondo voi che cosa dovrei fare? Bloccarlo ovunque e non parlarci mai più. Mai più. Ragazzi, da questo video abbiamo imparato che, come ha detto Bev, non è tutto oro ciò che luccica. Non vi innamorate di cosa sono le persone, ma di chi sono. Mi raccomando, sia per amicizia che per amore. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ma veramente sei stato adottato? Tu lascia like e iscriviti. Nel dubbio, adesso scopri di che cosa si sta parlando. Qualcuno di quelli più vecchi, leggendari, che mi segue da tanto, scrivetemi da quanto tempo mi seguite nei commenti, si ricorda di un certo canale dal nome Diario Segreto? Ecco, se ve lo ricordate, vi ricordate anche che loro sono soliti fare questi video, diciamo, molto, vogliamo dire, clickbait? Diciamolo. Sono tornato a fare le reaction a Diario Segreto perché mi mancavano. Vi dico la verità, stavo cercando video a cui reagire e mi è spuntato sto titolo. Sono stata adottata da una famiglia di figli maschi, quindi è una ragazza, e mi sono detto, ma facciamo tranquillamente un titolo, tanto i miei fan sono abituati. Oh, io sono Anna. Cosa si faceva? Solitamente un saluto ad Anna nei commenti. Ragazzi, mi raccomando. Recente mi sono trovata davanti a una scelta difficile. Cioè? Sarebbe fantastico se ascoltaste la mia storia e... Guarda, siamo qua per questo, cara Anna. Prendere la decisione migliore. Ah, dobbiamo aiutarla? La mia storia e mi aiutasti a prendere la decisione migliore. Certo. Posso contare su di voi, vero? Per forza. Allora cliccate like e iniziamo. L'ho fatto? No, scherzavo, cliccatelo anche voi, eh. Ero una bambina debole e mi ammalavo spesso. No. I miei genitori mi hanno abbandonata. Che schifosi. Credevo che mamma e papà mi avessero lasciata in orfanotrofio dopo aver scoperto che non stavo bene. Madonna, ma che genitori orribili, scusa. Ho passato la maggior parte della mia infanzia in ospedale. Il mio motore andava curato. Il tuo motore? Ma che cos'è, una Transformer sta bambina? È così che chiamavo il mio cuore. Sfortunatamente aveva qualche problema. Un giorno mi hanno portata in ospedale e la dottoressa mi ha detto che avevo bisogno di un cuore nuovo. Ah, un trapianto, oddio. E poi guarirò e potrò giocare con gli altri bambini. Io ancora in tutto questo sto aspettando la storia di Diario Segreto, raga, ancora non me l'hanno fatta, eh. Dopo un anno di reaction, zero storie su Xiao. Sarà la volta buona? Speriamo. Proprio così, Anna. Ho immaginato una fattoria magica dove allevavano cuori bellissimi e in salute. Magari fosse così, purtroppo non lo è. Tuttavia, la dottoressa mi ha accarezzato la testa con un sorriso triste e ha detto che non era tanto semplice. Beh, perché devi metterti in lista, sperare che qualcuno compatibile, un macello. Dobbiamo trovare il donatore e potrebbero volerci anni, tesoro. Esatto, esatto. Infatti c'è gente che purtroppo, raga, perde la vita per colpa di questa cosa qua. Anche se quel giorno non mi hanno messo un nuovo motore, ho incontrato una persona speciale. Che chi era? La dottoressa? Non riuscivo a dormire. Carinissimo il personaggio. Sì, ho vagato per i corridoi dell'ospedale e ho visto una bambina della mia stessa età. Greve. Aveva la flebo e stava disegnando dei cavalli. Ok. Ciao, che bel disegno. Vestite identiche, madonna. Cos'è, il kit dell'ospedale? Grazie. Adoro andare a cavallo. Anche se ultimamente sono sempre qui.
poverina. Anche io. Ehi, ci scambiamo la flebo? Non so se è una cosa giusta da fare questa... Metto che la mia è meglio. No, non voglio far arrabbiare il mio dottore. Appunto, anche perché chissà cosa c'è nella sua, cioè... Si chiamava Claire. Poi cosa vuol dire ci scambiamo la flebo, raga? Ma che moda è? Siamo diventati... Io ero rimasta scambiamoci i numeri. Mi sono perso qualcosa. Subito amiche. Esatto. È stata una specie di colpo di fulmine. Beh, oh, tanta roba. E Claire avevamo molto in comune. E da quel giorno siamo diventate inseparabili. È una bella cosa. Per me era come una sorella. Infatti non andavo d'accordo con i bambini dell'orfanotrofio. Quindi, domanda per voi. Se avete migliori amici o migliori amiche, voglio sapere i loro nomi qua sotto nei commenti, ragazzi. Sbizzarriti. Nel giro di poco, la mia amica mi ha detto che sarebbe stata dimessa. Ah, quindi lei se ne stava per andare, mannaggia. Claire mi ha regalato un disegno. E io le ho dato il mio amuleto. È bellissimo, non me lo toglierò mai. Poi quindi si separano, no? E è tornata a casa dalla sua famiglia e non ci siamo più viste. No, raga, che triste. Con il passare del tempo ho compiuto 16 anni. Madonna, ha passato 16 anni in ospedale? E vivevo ancora in orfanotrofio. Ah, ok, no, vivevo in orfanotrofio e ogni tanto andavo in ospedale, ok. E stavo aspettando il trapianto di cuore. Volevo realizzare il mio sogno, diventare una runner e partecipare alle maratone. Stranamente, però, non poteva correre perché chiaramente se il cuore non regge... Ovviamente, considerando la mia salute, al momento non era possibile. No, perché... Una sera avevo il morale a terra. Stavo passando in rassegna le mie vecchie cose quando ho trovato il disegno... Oddio, il disegno della sua vecchia amica! Il disegno di Claire. Oh, ho ripensato a lei. Chissà come stava. Madonna, dopo 16 anni, cioè... L'emozione era tale che ho deciso di cercare la mia amica. Come ha fatto? Ah, su Facebook. Vabbè, ci sta su Instagram. Ormai tanto trovi chiunque. Sfortunatamente non sapevo niente di lei. Scherzavo, forse è stato difficile trovarla. A parte il suo nome. Così ho deciso di tentare la fortuna. Che ha fatto? Come che cozzalone? Ha cercato Claire su internet fino a quando non è rispondata tutta la notte? E ho trovato un sito che aiutava tutti coloro che si erano messi alla ricerca di qualcuno. Ok. Quando mi sono registrata, ho ricevuto una notifica. Mi stavano cercando da mesi. Ma chi? Cavoli, magari è Claire. Non era la mia amica d'infanzia. E chi era? Ma una certa Sandra. Lei non riuscivo a crederci. A quanto pare era mia sorella maggiore. Greve, tipo c'è posta per te ma su diario segreto? Non mi fidavo molto, ma ho deciso di chiamarla comunque. Vabbè, ci sta, dai, magari è una persona carina. Quando Sandra ha sentito la mia voce è stata sopraffatta dalle emozioni. Tra le lacrime mi ha detto una cosa che mi ha lasciata a bocca aperta. E cioè? Anna, ci hanno separate da piccole. Ho scoperto della tua esistenza solo quest'anno. Ma com'è possibile? Madonna, ma che genitori ci avevano ste ragazze? Che schifo, cioè. E mi sono messa subito sulle tue tracce. Meno male, è stata carina almeno. I nostri genitori non ci hanno abbandonati. No, no, fanno schifo. Sono morti. Giuro, non volevo, raga. Pensavo fossero dei genitori pessimi. Anche se sono dei personaggi inventati, mi sento estremamente in colpa. Io sono stata adottata da una famiglia che vive in un'altra città. Ok. E fino a poco tempo fa non sapevo nulla di tutto questo. Madonna. Cosa? E raga, sembrerà incredibile, ma a quanto ne so, le storie di Diario Segreto sono ispirate a storie vere. Quindi queste cose possono succedere veramente nella vita reale. Mamma e papà erano morti. E io li avevo detestati per tutta la vita. Sì, anch'io fino a 2 secondi fa. Non sei sola, cara Anna. Quella notizia mi ha colto impreparata e mi sono sentita male per te. No, io non mi sono sentito male, però un po' mi è venuta la... Un dolore al petto e ho visto tutto nero. Oh no. Ma questo sta svenendo. Il mio motore stava facendo di nuovo i capricci. Ah già, è vero che aveva problemi di cuore. Questo, se si prende un dispiacere, passa a miglior vita, no? Ho dato a Sandra l'indirizzo dell'orfanotrofio e ho chiesto aiuto a un insegnante. Sì. Hanno chiamato subito un'ambulanza e mi hanno portata in ospedale. I dottori mi hanno visitata e hanno detto che avevo bisogno di un intervento d'urgenza. Ma c'era anche una buona notizia. E cioè? Avevano trovato un donatore. Meno male, dopo 16 anni, madonna. L'ultima cosa che ricordo prima dell'intervento sono stati gli occhi gentili del mio chirurgo, il signor Cooper. Grandissimo. Non preoccuparti, Anna. Andrà tutto bene. Dopodiché... Quella faccia non mi fa... Non ho visto più niente. Quando mi sono risvegliata, il dottore mi ha detto che l'intervento era andato bene. Quindi avevo un nuovo motore? Congratulazioni, Anna. Ora hai un cuore nuovo. Presto ti riprenderai e potrai fare sport.
Avete sentito? Bellissimo. Potevo correre. Grazie, Angelo Custode. Ero convinta che da quel momento la mia vita sarebbe migliorata. Vuoi vedere che tipo la sua donatrice in realtà era la sua vecchia amica, quella da che disegnava i cavalli? Sarebbe una storia distruttiva, raga. Buongiorno, Sandra è venuta a trovarmi in ospedale. Mia sorella era bellissima. Vero, vero, molto carina. All'orfanotrofio mi hanno informata del tuo intervento e mi sono subito precipitata qui. Poi mi ha detto che quando aveva compiuto 18 anni i suoi gli avevano detto che i nostri genitori biologici erano morti. Cioè, queste per 18 anni non hanno saputo la verità, madonna. Non conoscevano i dettagli. Ma quel giorno lei ha deciso che doveva scoprire che cos'era successo. Mi okay. aiuti? Stavo per dirle di sì. Ma come mi aiuti? Ma se quella ha appena subito un trapianto di cuore, ma dalle il tempo di riprendersi, scusami. Ma che sorella sei? Quando il dottor Cooper è entrato nella mia stanza. Oh, oh. Aveva sentito la nostra conversazione e ha vietato a Sandra di disturbarmi mentre mi stavo riprendendo dall'intervento. Direi, ma perché è partita sta canzone da paperissima? Anna ha bisogno di riposo totale adesso. Può sopportare alcuna forma di stress. Le hanno appena cambiato il cuore, madonna, aspetta un attimo. Questo cioè. Momento. Mia sorella ha capito la situazione. Ha detto che mi avrebbe aggiornata su eventuali sviluppi e se n'è andata. E meno male, direi. Ma riprenditi, sorellina. Mentre eri in ospedale, il dottor Cooper mi ha trattata come una figlia. Si è preso cura di me, mi ha portato dei dolcetti e ha cercato di rallegrarmi. Oh, dottor Cooper, bravo ragazzo. Ho capito che cosa voleva ragazzo, dire avere vabbè. Un padre. Abbiamo parlato molto. E un giorno mi ha detto che aveva ben 4 figli. Madonna. Sono... Vabbè, in realtà anche i miei ne hanno 4, io ho 3 sorelle. Sono molto orgoglioso di loro. Ma io e mia moglie abbiamo sempre sognato di avere una femminuccia. Ma sbaglio o sua moglie sembra l'infermiera che quando era piccola... Una ragazza come te, Anna. Non mi dire che adesso l'adottano? Non capivo dove voleva arrivare. Ma in realtà l'hanno capito tutti, però Anna ci sta, ti hanno appena cambiato il cuore. Va bene, sei un po' stordita. Il giorno in cui avrebbero dovuto dimettermi, il dottor Cooper è entrato nella mia stanza con dei palloncini in mano. Perché l'aveva adottata. E ha detto che voleva adottarmi. Non riuscivo a crederci. Bellissimo. Stavo bene, avevo una sorella e ora anche una nuova famiglia. Però non mi sembra, sembra tutto bello. C'è qualcosa che secondo me... Era tutto me... ciò che avevo sempre sognato. Ho scritto a Sandra per darle la buona notizia e ho fatto le valigie. Così, invece di andare in orfanotrofio... Oh, bella casa, sembra la mia su Brookhaven. Solo su Brookhaven, perché nella vita reale, ahimè. Orfanotrofio sono andata nella mia nuova casa. Era grande e bellissima. La mia stanza sembrava quella di una principessa. Addirittura. Tuttavia, ho notato quasi subito che c'erano dei problemi. I figli maschi. Qualcosa non andava per il verso giusto. E cioè? La mia mamma adottiva non usciva dalla sua stanza. Madonna. E non parlava con nessuno. Viveva nel suo mondo. Okay. Mia moglie è un po' depressa. Dalle un po' di tempo e si riprenderà. I miei fratelli adottivi erano i peggiori. Ovviamente. Tutti loro, dal più piccolo Richard al più grande John, volevano che me ne andassi. Madonna, cioè... Non cercavano perché? Nemmeno di nasconderlo. Anna, o come ti chiami? Ti abbiamo avvisata, vattene o te ne pentirai. E la madonna, cos'è? Ma cioè... Che faccia tosta, non avevo fatto niente. Appunto. Al contrario, ho provato a essere gentile e aiutavo in casa. Non è finita bene. Un giorno stavo pulendo la stanza di Richard quando l'ho incontrato e mi ha strappato il suo coniglio di peluche dalle mani. Non toccarlo. Questo coniglio è un regalo di una persona speciale. Vabbè, ma... Non potrai mai sostituirla. Lascia perdere. In che senso? Ma chi? Non stavo cercando di sostituire nessuno. Ha detto che non avevano figlie femmine. Ho provato a fare qualche domanda ai miei fratelli, ma nessuno di loro ha voluto spiegarmi niente. Mi hanno guardata con aria accusatoria e mi hanno presa di mira. Non mi dire che avevano una sorella che non c'è più. Boh, vuoi vedere che questi sono i fratelli di Claire? È troppo complicata questa storia. Pensa, ho deciso di arrendermi. Non dovevo piacergli per forza. Il giusto. Mio nuovo papà mi adorava e mi viziava. Mi ha rifatto il guardaroba. Mi ha regalato tantissimi gioielli e mi ha pure preso un telefono nuovo di pacca. In orfanotrofio potevo solamente sognarmi quello. E beh, direi, nel senso. Giusto. Uscivamo tutti fine settimana. Un giorno. Lei vestita sempre dall'ospedale, comunque. Gli ha rifatto il guardaroba, però la tuta è sempre quella. Papà mi ha proposto di andare a equitazione. I cavalli. In realtà volevo diventare una runner, ma mi piacciono anche i cavalli. Fantastico, allora. Dobbiamo festeggiare. E mo incontra palesemente la sua amica. Secondo me dovresti cambiare acconciatura. Ma perché no? Siamo andati dal parrucchiere e papà ha descritto il nuovo taglio. Ah, tutto papà fa, va bene. Cioè, questa praticamente da barbona a figlia viziata 2 secondi. Un'ora dopo mi sono guardata allo specchio bello. E non riuscivo a riconoscermi.
Erano letteralmente i capelli di prima tirati indietro con le ciocche azzurre. Però va bene, cambio di identità proprio. Mi ero trasformata in un'altra persona. Andare a cavallo mi veniva naturale. Padroneggiavo con... Palesemente i capelli, perché c'aveva la coda, giustamente. Con facilità le tecniche di base. E ho persino partecipato ad alcune competizioni per principianti. Tuttavia, siccome volevo diventare una runner, non ero così entusiasta. Corri, cioè... Non potevo lasciare equitazione perché temevo di ferire i sentimenti di papà. Certo, aveva paura di deluderlo. E poi i capelli non ce li tingiamo più. Un giorno sono tornata dall'allenamento. Greve. E ho incontrato la mia mamma adottiva. Dopo un anno, tipo. Finalmente era uscita dalla sua stanza. La signora Cooper mi ha guardata come se avesse visto un fantasma. E poi mi ha abbracciata. E tu... Un po' bipolare. I capelli, i vestiti. Non può essere. La mia bambina è tornata da me. Oh mio Dio, non mi dire che suo padre l'ha trasformata come la vecchia figlia. Oh mio Dio. Non sapevo che cosa fosse cambiato, ma dopo quell'accaduto è diventata un'altra persona. Ha smesso di chiudersi per giorni nella sua stanza. Mi sa che il chirurgo ci sta nascondendo qualcosina, eh. Sembrava felice e mi viziava come papà. E Madonna. I miei fratelli adottivi odiavano questa situazione. Direi. E non si facevano problemi a dimostrarlo. Patetica, sei così falsa, Anna. Ormai mi ero... Quella non aveva fatto niente, questi la odiavano. Ho trovato il loro atteggiamento e ho cercato di ignorarli. Ma non riuscivo a liberarmi della sensazione che c'era qualcosa di sbagliato. Sì, ovviamente. Ho deciso di chiamare Sandra per chiederle come stavano andando le sue indagini. Le parole di mia sorella mi hanno fatta preoccupare. E cioè? Anna, ho scoperto una cosa assurda. Non posso dirti niente per telefono. Vediamoci in pizzeria domani. Madonna, cos'è, una mafiosa? Parliamone di persona. Ho accettato e ho messo via il telefono. Ma poi ho visto papà. E ho capito che aveva ascoltato la mia conversazione. Aia. Che vedi domani? Sandra, a quanto pare ha scoperto qua. Ah, ecco perché lui l'aveva trattata male anche in ospedale. E noi pensavamo che fosse per il trapianto. Ma secondo me non vuole che scopra la verità. Qualcosa di importante sulla morte dei nostri genitori. Non puoi uscire. Non mi fido di lei, ma ok. Ah, ha detto ok. Il giorno seguente stavo per andare in pizzeria quando papà mi ha fermata. Appunto. Anna, aspetta. Ho fatto qualche ricerca su Sandra e ho scoperto che è una truffatrice. Ma che cosa stai dicendo, guarda? Viaggia per il paese, contatta gli orfani e dice di essere imparentata con loro per derubarli. Ma che cazzo? Non volevo credere a papà, ma poi mi ha mostrato le indagini della polizia. Cosa? A quanto pare era una sospettata. Ma veramente? Ho un amico poliziotto che mi ha aiutato a reperire alcune informazioni su Sandra. Mi dispiace, Anna. Non lo so, Rick. Ma quella truffatrice non è tua sorella. Riusciti a crederci? No, per niente. Come aveva potuto approfittare della mia tragedia? Era senza vergogna. Non ero lo so. Fuori di me. E gli ho scritto un messaggio per mandarla all'inferno. Ora che abbiamo chiarito, ho una sorpresa per te, tesoro. Questo si è comprato sua figlia con i soldi. Secondo me la viziava per nascondere. Ho iscritta a un torneo nazionale di equitazione. Ma ancora questi cavalli, basta. Ora ho capito. Claire, la sua amica da piccola, era la figlia del dottore. Che secondo me le è successo qualcosa. E la moglie, quindi la mamma di Claire, è andata in depressione per colpa di questa cosa. Adesso il marito, il dottore, il chirurgo, si è fatto tipo la missione della vita, che deve riportare sua figlia alla madre. Perché altrimenti sta passione per i cavalli non si spiega. Non ero per niente contento. Perché se quella vuole correre e tu continui a ribattere questi cavalli. E ho capito che era arrivato il momento di parlargli. Gli ho spiegato che sarei diventata un atleta, proprio come avevo sempre desiderato. Ma per qualche motivo papà credeva che stessi scherzando. Ovviamente. Bella questa. Sappiamo entrambi che non riusciresti a vivere senza i cavalli. Ma quando mai l'ha detto? Papà si stava comportando in modo molto... Sono pazzi tutti, secondo molto me. Molto strano, proprio come tutti gli altri membri della famiglia. Poco dopo, i miei fratelli adottivi sono venuti nella mia stanza e hanno detto una cosa che mi ha sconvolta. Cioè, dimmi che le hanno detto la verità. Dobbiamo parlare, Anna. Ecco, forse hanno capito che fare gli arroganti non è la soluzione, mai nella vita. Avete intenzione di minacciarmi di nuovo? No, siamo venuti ad avvertirti. I nostri genitori ci hanno detto di tenere la bocca chiusa. Ma dovresti sapere che avevamo una sorella della tua stessa età. Esatto. Le volevamo un bene dell'anima. Ma sfortunatamente non stava bene. Ecco. E di recente è scomparsa. John mi ha detto che erano quasi impazziti dal dolore. E quindi Claire, la sua vecchia amica, la bambina. E che i miei genitori adottivi avevano deciso di adottarmi per trasformarmi nell'esatta copia della figlia. Che gente allucinante. Sei una brava ragazza, Anna.
Eh sì, diteglielo ora, dopo 6 anni di boh. Non sostituirai mai Claire. Ci dispiace per averti trattata in quel modo. Ma se non vuoi vivere all'ombra di Claire per il resto della tua esistenza, allora ti conviene andartene. Madonna, la stanno cacciando, poverina. Ma quella viene dall'orfanotrofio, dove se ne dovrebbe andare, scusa? Mi sembrava una follia. Ovviamente non credevo a una singola parola di quello che mi avevano detto. Invece dovresti. Probabilmente era l'ennesimo trucchetto per cercare di fregarmi. Li ho cacciati subito e ho sbattuto la porta così forte che è caduto un quadro dal... Madonna. Muro. Quando l'ho raccolto, ho trovato un nascondiglio sotto a una delle assi di... Ma che cos'è, una casa horror? Il pavimento. Strano. Ho estratto una scatola e l'ho aperta. Dentro c'era l'amuleto che avevo regalato a Claire. Riuscite a crederci? C'erano anche alcune foto della mia amica all'ippodromo. Madonna, uguale. Indossava i miei stessi vestiti. Persino i nostri capelli erano identici. Mi è sembrato due gemelle. Di impazzire. I Cooper erano la famiglia di Claire. I suoi fratelli avevano ragione. I suoi genitori volevano trasformarmi in una copia della figlia. Ecco perché si spiega che la mamma le ha detto la mia bambina è tornata. Ho sentito un brivido lungo la schiena. Ho realizzato che non avrei più rivisto Claire. Ma la sorella in tutto questo, cioè, non le ha detto niente, così ha preso il messaggio. Ah, ok, mia sorella pensa che sono una truffatrice. Va bene, non le parlo più. Sono scoppiata in lacrime. All'improvviso mi ha vibrato il telefono. Era Sandra. Meno male, ok, l'abbiamo chiamata, raga. Con lei era l'ultima cosa che volevo. Ti prego, lasciami in pace. Il signor Cooper mi ha detto che sei una patetica bugiarda. Ma ancora che credi a quello? Scusami, ma ti ha appena... Vabbè. E tu credi a quella carogna? Esatto. Ti ha mentito perché ha scoperto il suo terribile segreto. Anna, i nostri genitori sono morti in un incidente. E la colpa è del signor Cooper. Cosa? Mi girava la testa. Se era così per davvero, allora il dottor Cooper era un pazzo. Sì, già penso che non è che era solo per quello in realtà. Uno che vuole clonare sua figlia. Ha gelato il sangue nelle vene. Anna, non preoccuparti. Adesso arrivo e ti porto via da quella casa di matti. Ok. Ho messo via il telefono e ho iniziato a fare le valigie di corsa. Non lo so in realtà se ti conviene fare le valigie. Scappa e basta. Volevo uscire di lì il prima possibile. Ma poi mio padre adottivo è entrato nella stanza. Dagli un pugno. Ha visto quello che stavo facendo e ha capito tutto. Stammi lontano, so tutto. Sei un pazzo. Sì. Anna, dobbiamo parlare. Ma non mi dire. Tra e tua sorella. Ho mentito perché temevo che ti avrebbe detto la verità e che... Sì, l'ha fatto. Che te ne saresti andata. È arrivato il momento di dirti come stanno le cose. È successo tutto parecchi anni fa. Mi avevano chiamato in ospedale per un intervento d'urgenza, quindi ero di fretta. Stava piovendo. L'auto dei tuoi genitori è apparsa dal nulla e... è capitato. Cioè, tu immaginati che questo qua praticamente... E come ha fatto a... Ha detto che lo hanno dichiarato non colpevole, ma che si sentiva malissimo perché aveva saputo che i miei avevano due figlie. Come ha fatto a dichiararlo non colpevole? Ma che legge c'è in quella città? Una di loro era stata adottata subito, ma l'altra soffriva di pessima salute. E lei? E così era finita in orfanotrofio. Ti ho sempre tenuta d'occhio da lontano. E so anche che eri amica di mia figlia. Claire, la nostra piccola principessa. Io e mia moglie avevamo desiderato tanto una figlia. Che storia incredibile comunque, raga. Allucinante questa roba, eh? Ma Claire era sempre in ospedale per via della sua salute cagionevole. È morta il giorno in cui ti hanno ricoverata. Madonna. In questo momento il tuo corpo sta battendo il suo cuore. Come pensavo, è stata la ragazza per... Cosa? Ero talmente scioccata che non riuscivo a spiccicare parola. Wow. Si sono riempiti gli occhi di lacrime. Wow. Mi è dispiaciuto tantissimo per i Cooper. Il dottore è rimasto in silenzio per un po' e poi ha ripreso. Mi sono affezionato a te e ho deciso di adottarti. Sì, ma non clonare tua figlia, c'è comunque un'altra persona. Così il cuore di Claire sarebbe tornato a casa. Speravo che la nostra famiglia superasse il lutto. Sì, non così, ma vabbè. Tuttavia non avrei dovuto trasformarti in Claire. Scusami, Anna, tu sei un'altra persona. In quel momento qualcuno ha bussato alla porta. Eccoci qua, mo quella con una pistola. Abbiamo aperto e ho visto Sandra. Porto via mia sorella, mi occuperò io di lei ora. Alt, mo lei dice no, dai, rimango con loro. Hanno solo ammesso di essere pazzi, quindi va bene. Dottor Cooper, quello che lei ha fatto è imperdonabile. Anna, vuoi andartene per davvero? Sì. Credo che sarebbe meglio per tutti. Non mi ha fermato. Greve, se n'è andata. E ha firmato tutti i documenti necessari. Ho salutato i Cooper e mi sono trasferita da mia sorella. Come ha fatto? Sembrano comunque blu qua i tuoi capelli, ma vabbè. Sono tornata al mio vecchio taglio di capelli. E è finalmente vero. Cooper... Raga, ma... E mi sono trasferita da mia sorella. Ma guarda... Sono tornata...
Sono azzurri qua sotto. Il mio vecchio taglio di capelli. E poi qua no. Finalmente ho iniziato a correre. Ero di nuovo me stessa. Io e Sandra ci siamo avvicinate molto. E la vita è tornata alla normalità. Ma recentemente ho incontrato John e Richard. Mi hanno detto che da quando me n'ero andata, i signori Cooper erano caduti di nuovo in depressione. Ci manchi, Anna. Ma come ci manchi? L'avete torturata? Mi dispiace se siamo stati egoisti. Ti prego, torna a casa. Ricominciamo da zero. Non sapevo che cosa dire. Da una parte voglio molto bene a quella famiglia e gli devo molto. Ma dall'altra, il dottor Cooper mi ha mentito per diverso tempo. E infatti io non ci tornerei mai. Che cosa dovrei fare? Ad ogni modo, mi ricorderò per sempre di Claire. Questo disegno ha cambiato tipo è cambiato 6 volte. Tipo, prima era solo la testa, poi solo il busto, mo' tutto il cavallo. E sarò sempre grata di aver ricevuto il suo cuore. Per favore, scrivete il vostro consiglio nei commenti qui sotto. E non dimenticate di lasciare like. E iscrivervi anche. Allora, raga, non saprei. Io personalmente rimarrei con mia sorella Sandra tranquilla. Poi non lo so. Voi che cosa dite? Fatemelo sapere nei commenti. Io da quei pazzi non ci tornerei, nel dubbio. Sì, lo so, ragazzi. I titoli di questi video sono sempre uno peggio dell'altro. Ma questa volta, signori, è Diario Segreto che ci ha droppato, proprio ci ha buttato qua dietro una mina non gigante, di più. Perché, signori, oggi andiamo a vedere un video che non so come spiegarlo. Ho avuto una bambina durante le vacanze e io mi sono detto: ma il titolo di sto video esattamente perché? Cioè, per quale motivo? Cioè, perché scrivere proprio durante le vacanze? Quindi mi sono detto, secondo me effettivamente questo video c'ha un messaggio, nasconde qualcosa. Quindi lasciamo un mi piace, come sempre supportiamo il Diario Segreto. Vediamo che cosa succede, c'ho un po' di paura, non ve lo nascondo. Intanto sentiamo subito il nome americano di questa mamma. Ciao, io sono Susan. Susan, giustamente. Sfortunatamente mia madre non poteva avere figli. Ok, brutta roba, vabbè. E io come faccio a essere qui? Sì, appunto, adottata. Storia molto interessante. Prima che ve la racconti, iscrivetevi a Diario Segreto. Sempre, sempre iscritti noi a Diario Segreto. Non ci perdiamo neanche un video. E mettete like al video. Certo. Sarebbe di grande aiuto per il canale. Brava, brava. Mia mi mamma piace questo. Si chiama Sunny Bunny. Come si chiama la mamma? Sunny Bunny? Ma cos'è, tipo un pupazzetto dalla Clementoni che esce tipo nei centri commerciali, alle giocherie? Ha sempre amato i bambini, quindi okay. Ha seguito un corso per diventare madre affidataria certificata. Significa che poteva babysitter praticamente adottare gli orfani e prendersi cura di loro finché lo Stato non gli avrebbe trovato una famiglia. Sì, ma è una cosa che però, scusami, non è tipo una specie di arma a doppio taglio? Cioè, se una signora vuole dei figli, cioè letteralmente gli arrivano, poi se li riprendono, poi ne arrivano altri e poi si riprendono anche quelli quando trovano la famiglia. Cioè, tipo, non lo so, una specie di coltello che entra ed esce praticamente ogni volta. È orribile questa cosa. Come fai ad accettarla? Io ero un'orfana. Cioè, gli hanno lasciato i capelli. All'inizio, vabbè, la mamma pensava che si sarebbe presa cura di me finché i servizi sociali non avrebbero trovato dei genitori adottivi. Ok. Ma ci siamo affezionate così tanto l'una all'altra che alla fine ha deciso di adottarmi. Ah, quindi però lei effettivamente se si fosse affezionata a qualcuno. Ok, ok. Ho fatto un sacco di cose di cui non vado fiera. Ma lasciarti andare sarebbe il più grande errore della mia vita. Quindi ha deciso di tenerla. Beh, una bella cosa. Mi comunque, adottata, dai. Mi ha adottata mentre stavo crescendo. Notare comunque che più cresce lei, più diventa grande, più i capelli tipo diventano strani. Quando la mamma ha accolto altri bambini, ogni anno tipo prende, non lo so, nell'elettricità e si è presa cura di ognuno di loro per un po'. Okay. Mamma, mi hai portato delle nuove sorelline. Sì, praticamente era tipo una specie di... cioè ogni giorno ne entravano di nuovi. Vabbè, ne ho già un casino. 10. Dieci. Passare del tempo, ho compiuto 16 anni. Giustamente. Io e la mamma vivevamo in una cittadina e continuavamo a prenderci cura degli orfani. Ho sempre... Ah, quindi anche lei comunque poi ha preso, diciamo, le orme della mamma. Beh, è una bella cosa. Ho pensato che la mamma fosse la persona più gentile del mondo. Beh, sicuramente per fare quello che fa è... Tuttavia, un giorno ho iniziato a pormi dei dubbi su di lei. Cioè? Non mi dire che richiude i bambini in cantina come quelli di TikTok, perché mi metto erano a piangere. Erano appena iniziate le vacanze. Credevo che io e la mamma avremmo passato un po' di tempo insieme. Ma ha cambiato colore di capelli? Talmente. Tuttavia, i nostri piani sono stati rovinati quando qualcuno ha bussato alla porta. Oddio, non mi dire che è sua mamma, quella originale, cioè quella biologica. Ho aperto e ho visto una donna bellissima. Ok. Non ha aspettato che la invitassi a entrare e si è fatta strada con aria brusca. Quindi bellissima, però un po' maleducata, mi sa, eh? Non vorrei dire. Ehi, chi è lei? Sì, appunto, non... Sono una vecchia amica di tua madre, tesoro. Non lo so, Rick. Non mi chiami così. Io sono Susan.
Vabbè, non lo sa il tuo nome comunque. Non mi piacevano i modi di quella signora di città. Quando la mamma l'ha vista ha fatto cadere il caffè. Madonna. Betty? Non... Betty? Ci vediamo da una vita. Va... Ok. Tutto bene? Sfortunatamente sono venuta a portarti cattive notizie. Azz, se ne deve andare lei, vuoi vedere? Si sono sedute in cucina e hanno iniziato a parlare del loro passato. Beh, però scusami, l'ha adottata lei ufficialmente, quindi non capisco... Non mi fidavo di Betty. Io ho provato a origliare per capire come mai era venuta da noi. Ti ricordi di Diamante? Ma che poi non ho capito, cioè la signora con i capelli rossi ha tipo una collana con gli orecchini collegata? Oppure sono stupido io? No, sono stupido io. Scusatemi, niente. Abbiamo un problema. In che senso? Ma come c'è finita dall'altra stanza sotto al tavolo quella? Che cos'è? La pozione di invisibilità di Minecraft si è bevuta? Mi sono avvicinata e sono riuscita a sentirle meglio. Ok. Ma la mamma mi ha beccata. Direi. Cavoli. Comunque non è che c'hai 4 anni che ti nascondi, dico, ne hai 16, sei 2 metri, sai. Susan, questi sono discorsi d'adulti. Classico discorso tipo cringissimo. Discorso, ho detto, vabbè. Vai nella tua stanza. Oh, pazienza. Mi sono chiusa nella mia stanza e ho passato la giornata a guardare video su YouTube. Una giornata? Ma che discorso hanno fatto? La Divina Commedia gli ha ripetuto? Betty ha passato la notte da noi. Addirittura? Madonna, che quante cose si dovevano dire, raga. La mattina seguente è andata da qualche parte insieme alla mamma. Non okay. mi hanno nemmeno salutata. Hanno lasciato 3 cioccolate calde, però. Una non gli basta. La mamma mi ha lasciato solamente un biglietto in cucina. Susan, io e la mia amica dobbiamo occuparci di una faccenda in città. Ok. Torniamo presto. Con amore, mamma. Vabbè, allora, sicuramente un po' sus la situazione, però dico fino ad ora. Si stava comportando in modo strano. Sì, e tu si vede che proprio sei preoccupatissimo dall'espressione che hai, soprattutto dalla barretta di cioccolato. Cioè, non te la stai assolutamente spassando e te ne stai completamente sbattendo il bene amato... Esatto, quello. Ma ho deciso di godermi la libertà e di non pensarci troppo. Anche perché, dico, capita poche volte nella quella vita. Quella sera, le cose si sono fatte interessanti. Okay. Ero già andata a letto. Ma non è vero. Vabbè. Ho sentito qualcuno bussare alla porta e poi ho sentito il pianto di un neonato. Vabbè, aspetta, tecnicamente sua mamma porta sempre bambini nuovi in casa, quindi dico, non dovrebbe essere strana come cosa, o no? Sono uscita e ho trovato un bambino dentro a un cesto. Ma... Amazon, tipo, qualcuno non ho capito. Qualcuno lo aveva lasciato lì ed era scappato. Bello, proprio un gesto da fare, c'era devo anche dire. Anche un biglietto. Ho un'idea. Forse perché sanno che lì ci abita una tizia che si prende cura dei bambini senza genitori e quindi gli ha lasciata la bambina così. Che siete bravissime con i bambini. Esatto. Vi prego, occupatevi di Elizabeth. Sì, diciamo che senza cose legali comunque non è proprio la cosa migliore del mondo da fare. Neanche nei film i bambini te li danno con i cesti. Però dico, comunque siamo su Diario Segreto. Ci sta a romanzare la situazione. Ci sta. Può avere senso. Ero senza parole. Ma poi mi sono ripresa e ho portato Elizabeth in casa. Fortunatamente avevamo tantissimi vestiti e giocattoli per bambini. Vabbè, ci sta, lei magari c'era pure abituata, quindi dico comunque. E la mamma mi aveva insegnato a occuparmi di loro. Esatto. Le ho dato da mangiare e l'ho messa nella culla. Boh. La mattina seguente, come prima cosa, ho chiamato la mamma. Volevo okay. dirle della bambina, ma aveva il telefono spento. Com'è possibile? Va per... Cioè, non ho capito, sua mamma è sparita, è scappata di casa, cos'è successo? Niente bene. Alla fine ho deciso di prendermi cura io di Elizabeth fino okay. al ritorno della mamma. Vabbè, dopodiché dico. Avrebbe deciso lei che cosa sarebbe stato meglio per la bambina. Sì, anche perché dico tu, va bene che comunque stai diventando grandicella, ma sempre 16 anni, cioè. Ho passato la giornata a occuparmi di Elizabeth. Esatto, non sognavo di passare le vacanze in quel modo. Sì, appunto, tuttavia, diciamo che è un po' la faticosa. La mamma mi aveva insegnato a essere gentile e a prendermi cura dei più deboli. Sì, più che altro è una bambina. Dico, già te l'hanno lasciata e che è gravissimo che te l'hanno lasciata lì. Dico, se la lasci stare pure tu sei pure peggio, se l'abbandoni. Stasera ero esausta e mi sono addormentata sul divano mentre Elizabeth giocava accanto a me. Sono stata okay. svegliata da una chiamata. Forse era la mamma. Prima che potessi rispondere, Elizabeth mi ha preso il telefono e l'ha lanciato in terra. Ha fatto un rumore sordo e ha smesso di dare segni di vita, Ecco perché non sopporto i bambini piccoli. Non solo perché ti rompono i telefoni, perché ti rompono altro. Ma lasciamo perdere questo discorso, che sennò poi il video chissà dove va a finire. Pavoli. Dopo qualche giorno, la mamma non era ancora tornata. Boh, sua mamma niente, è morta, raga. Non la trovano mai più. Dovete chiamare chi l'ha visto. Avevo il presentimento che Betty l'avesse messa nei guai. Sì, o se l'è mangiata, Era può arrivato essere. Il momento di fare qualcosa. Ho deciso okay. di andare alla polizia. Sì. Anche troppo tempo ci hai perso, secondo me. Se tutto mi serviva qualche documento della mamma. Ho curiosato tra le sue cose e ho trovato una vecchia foto.
No, aspetta. Che cosa sono? Tipo la casa di carta su Diario Segreto? Ma com'è possibile? Qui c'erano la mamma. Ci sono due ladre? Come Betty da giovani vestite da ladre. Vabbè, magari dica una foto di carnevale. Non per forza deve essere un qualcosa di... Sono innocente, ragazzi. Io cerco sempre di pensare bene. Che mostravano una valigetta piena di gioielli. Magari erano finti, non lo puoi sapere dalla foto, eh. Al giorno d'oggi sai quante cose fake fanno? Ma che cavolo, erano due criminali. Ma poi scusami, ma da quando in qua i criminali si fanno le foto? Cioè, scusami, il compito di un criminale, al di là di quello che sia il crimine, il suo compito oltre a compiere il crimine non è anche, diciamo, non far guadagnare prove, cioè toglierle, farle sparire? Cioè loro si fanno i selfie con le rapine e poi se li mettono nel... Boh. Ho portato con me Elizabeth e abbiamo preso un autobus per la città. Boh, c'è sta bambina che non si sa manco da dove è uscita fuori. Una volta arrivate siamo andate in centrale e abbiamo chiesto a un agente di cercare la mamma, che è una criminale, quindi in un certo senso vuoi salvarla, ma la sbatti anche in galera, la fai sbattere. Bene. Come si chiama? Sunny Bunny. Ecco, ma il poliziotto dice: cosa? Sei sua figlia? Vieni un attimo con noi in carcere che dobbiamo farci due conti. Il poliziotto mi ha rivolto un'occhiata sospetta. Direi. Stai scherzando? No, mi sa di no. È un nome inventato. Ha giurato che... Come un nome inventato? E infatti io per questo ho detto, cioè, allora non sono io il bullo della situazione che prende in giro i nomi degli altri. Per carità di Dio, io c'ho il nome cinese, o comunque mi chiamo Alberto, è ok. Però comunque, cioè, allora non hai sbagliato quando ho detto che Sunny Bunny mi sembrava gli orsetti, quelli che vendono ai centri commerciali, alle giocherie. È un nome inventato, quindi l'ha confermato il poliziotto, non mi potete dire niente. E quello era il vero nome di mia madre. E il poliziotto mi ha guardata stupito e l'ha cercata nel database. Ecco. Visto? Non esiste nessuno con quel nome. Ottimo. Ho chiesto dove vivevo e perché mi stavo prendendo cura di una bambina da sola. Qua finisce non male, di più. Devo essere sincera, sono andata nel panico. Sì, hai fatto bene perché... Vabbè. E se la mamma aveva un passato oscuro e Betty... No, senza sé, probabilmente. L'aveva convinta a prendere parte a un'altra rapina. Ah, ecco, può essere, sì, un'altra rapina. Beh, non potrebbe volevo avere che senso. La mamma venisse arrestata. Così ma, ho oddio. Provato a sembrare innocente e ho detto al poliziotto che era tutto uno scherzo. Di base fanno una multa per questa roba qui, eh. Su The Sims, se chiami la polizia ed è uno scherzo, arriva il poliziotto con la pistola, quella gigante, e ti sequestra i mobili. Adesso dovrebbero sequestrarle a lei qualcosa. Lei stessa. Volevo solamente rallegrarle la giornata. Sì, si vede dalla faccia che ci sei riuscita comunque, eh. Complimenti. A Colorado te ne devi andare, fatti fare un contratto che li fai sbancare. Gente, beh, arrivederci. Fermati subito. Sì. Sì. Sono scappata dalla stazione come una furia e... Quindi un'altra criminale. Comunque sua mamma il lavoro lo sta facendo bene, sembra. Mi sono precipitata alla fermata dell'autobus prima che il poliziotto riuscisse a prendermi. Ok. Io ed Elizabeth ci siamo dirette verso casa. Perché la mamma usava un nome falso? Chissà perché. Continuavo a pensarci. Dopodiché la situazione è precipitata. Come se già comunque, vabbè. Quando sono tornata a casa ho avuto il presentimento che ci fosse qualcosa di sbagliato. Sono cioè? Andata in... Ma chi è questo? Il poliziotto in borghese? Perché la faccia sembra sua, eh? Boh. Il salotto in punta di piedi. E ho visto un ragazzo giovane. Sì, sembrava il poliziotto. Lo sconosciuto sembrava infastidito. E stava chiaramente cercando qualcosa. Oh no. Magari era il vecchio complice della mamma che era... Sì, sicuro. Tornato a prendersi parte del bottino. Quando mi ha vista è corso verso di noi. Aspetta, non andartene. Ho stretto la bambina al petto e sono corsa fuori casa. Io non sto capendo, cioè è fuori di testa questa storia, cioè. Fortunatamente conoscevo il quartiere meglio delle mie tasche e sono riuscita a seminarlo. Mentre ero per strada ho pianto come una bambina. Vabbè. Ero in un... La bambina proprio c'ha lo sguardo di default fisso, non parla. Mari di guai per colpa della mamma. In casa c'erano degli sconosciuti che ficcavano il naso dappertutto e chiamare la polizia non era un'opzione valida. Direi di no, direi e di no. E ciliegina sulla torta, dovevo pure prendermi cura di una bambina abbandonata. Che ancora sta bambina non si è capita manco chi è, ma vabbè. Si stava facendo buio e non sapevo dove andare. Giustamente. All'improvviso una macchina di lusso si è fermata accanto a me. What? A bordo c'erano i signori Williams. Erano dei ricchi sfondati e parecchio influenti. Come facevi a... Vivevano in una villa lì vicino. Ah, che okay. Cosa ci fai in giro a quest'ora? Hai in braccio un bambino. Vieni con noi e raccontaci che cosa è successo. Altri due criminali, mo vedi un altro casino assurdo. In quel momento ho pensato che il mio angelo custode mi avesse mandato i signori Williams. Lo spero per te, guarda, perché comunque non è che... Avevano un'ottima reputazione e sembravano due brave persone. Sembravano, come tua mamma Sunny Bunny. Così sono... Sembra un personaggio di Poppy Playtime. Salita in macchina. Psst, voi non fatelo. Alcune persone sembrano oneste ma non lo sono, quindi...
Vabbè, anche loro potrebbero. Quindi state attenti. Quando si... Grazie del consiglio, non sono mai salito in macchina di sconosciuti, però dico, sai, magari qualcuno... Siamo arrivati a casa loro, gli ho raccontato le mie disavventure. Ok. Hanno provato a consolarmi e mi hanno offerto latte e biscotti. Sì, Babbo Natale, vai. Poverina, boh. Sei ancora una bambina, non dovresti occuparti di certi problemi. Sì, peccato che la mamma comunque non è che proprio sia il top del top, insomma. Ha preso in braccio Elizabeth e mi ha detto che una coppia di loro amici ricchi non aveva figli e sarà... Cioè, ma che cosa fanno in sto video? Regalano bambini a caso, li smerciano? Sarebbero stati felici di adottarla. Te li presentiamo domattina. Nel frattempo, tu ed Elizabeth potete passare la notte nella stanza di nostra figlia. Beh, dai, almeno sono stati gentili. Si chiama Ashley. Lei si è trasferita da poco. Ho accettato. Che altro avrei potuto fare? Sì, niente, o quello o sei una senza tetto praticamente. Avevano ragione, ero troppo giovane. Gli adulti sarebbero stati in grado di occuparsi di Elizabeth meglio di me. Questo è sicuro. Hanno preso una culla. Ho sistemato Elizabeth lì dentro. Ok. Mi sono infilata sotto le coperte e sono crollata. Giustamente, dopo una giornata poverina che girava a caso. E dopo, un rumore mi ha svegliata. Mi sono sfregata gli occhi e tutta assonnata. E ho visto quel ragazzo che era entrato in casa mia. Ma questo chi è da 3 ore, oh? Era piegato sulla culla e voleva rapire Elizabeth. Come la voleva rapire? Ho capito che non stavo sognando e ho fatto per lanciare un urlo. Ma lui mi ha chiesto gentilmente di fare silenzio. Ah, gentilmente te l'ha chiesto. E allora, come dico io, ragazzi, è palese il poliziotto che l'ha seguita. Ti prego, non avere paura. Mi chiamo Brian. Sono il padre di Elizabeth. Ah, ma che cazzo? Ha accarezzato dolcemente la testa della bambina e mi ha raccontato la sua storia. Quindi non è anormale il fatto che questo tizio si sia infilato in casa di sconosciuti in piena notte. Cioè, siccome è sua figlia, allora... Vabbè, non commento. Andiamo avanti. Brian mi ha spiegato che stava insieme ad Ashley Williams e che voleva sposarla. Tuttavia, i ricchi genitori di Ashley avevano vietato alla figlia di sposare un poveraccio come lui. Ho capito. Io e Ashley ci amavamo molto. E non volevamo che i suoi ci separassero. Così siamo scappati insieme. Poco dopo abbiamo avuto Elizabeth. E i genitori di Ashley si sono infuriati quando hanno scoperto che avevano una nipote. Ecco perché il papà prima era titubante quando ha detto si è trasferita. Perché in realtà non si è trasferita. Chissà dove l'hanno spedita alla figlia. Si vergognavano ad avere un genero come me. Brian ha sospirato e ha continuato la sua storia. Ha detto che i genitori di Ashley volevano che la figlia tornasse a casa e volevano far adottare Elizabeth per non essere lo zimbello dei loro amici ricchi. Ok. Ashley temeva che non avrebbe più rivisto la figlia. Era stata lei a lasciarla fuori dalla porta di casa nostra. Cosa? Sperando di riuscire a sistemare la situazione con i genitori e poi di tornare a riprendersela. Cioè, vabbè, praticamente questo video è proprio l'immaturità fatta storia animata, ho capito. Solo che sì. Cioè, una persona con un cervello non c'è, manco il poliziotto di prima che l'ha lasciata andare, quindi... Signori Williams non hanno mai fatto pace con Ashley. Le hanno preso il telefono e l'hanno nascosta da qualche parte. Ok. Non so dove sia. Non posso permettergli di portarci via Elizabeth. Sì, vabbè. Così ho deciso di trovare lei per prima. Ecco perché sono venuto a casa tua. Scusa. Ma non è casa sua, vabbè. Scusami se t'ho spaventata. Non cambierò idea. Ah, no, ok, casa sua inteso. Tu dici solamente perché ti dispiace. Perché dovrei crederti? I signori Williams sono delle brave persone. Questo lo pensi tu, eh? Non puoi parlare male di loro. Ho chiamato i proprietari della villa. Non ci credo. Brian si è precipitato alla finestra con la coda tra le gambe. Probabilmente i signori Williams stavano dormendo profondamente, visto che non mi hanno sentita. Beh, sono sempre due vecchietti, eh? Mi sono assicurata che Elizabeth stesse bene e mi sono addormentata di nuovo. Ok. Per qualche motivo ho sognato che uno specchio appeso alla parete mi chiamava per nome. Boh, questo è comunque fuori di testa. Davvero inquietante. La mattina seguente, prima che potessi informare i signori Williams dell'intruso, mi hanno detto che i loro amici ricchi erano già arrivati e che erano pronti a portare via la bambina. Quindi in realtà i signori Williams sanno chi è la bambina, ok? Sono affezionata molto a lei, così gli ho chiesto qualche minuto in più per salutarla. Ok, ti aspettiamo al piano di sotto. Sono sicura che sono delle brave persone. Boh, vabbè. E che si prenderanno cura di... Ma tipo lasciarla ai nonni? Non gli interessa a sti tizi? Ma non dimenticarti della tua sorellona Susan, eh? D'altronde hanno passato un giorno insieme. Preso in braccio Elizabeth e stavo per uscire dalla stanza quando lo specchio sul muro si è mosso. Non mi dire che è la madre. E l'hanno nascosta dietro lo specchio. Quindi non me lo ero sognato. Ho tolto lo specchio dal muro e dietro ci ho trovato una porta. What? Cavoli! Che cosa c'era lì dietro? Palesemente la prigione della figlia. L'ho aperta e ho trovato una stanza segreta.
Dentro c'era una giovane donna. Grazie per avermi liberata. Per tutta la notte. Boh, cioè questa è... La galera serve per sta roba. Notte, ho urlato e picchiato i pugni contro la porta sperando che mi sentissi. Aspetta. Sei tu, Ashley, sì, Ashley, come Williams. Si chiama? È lei. E poi è corsa da Elizabeth e l'ha abbracciata dolcemente. Beh. Ashley si è asciugata le lacrime di gioia. E io gli ho detto che non mi ero accorta di niente. Sì, dovresti andare dalla polizia, visto che la ragazza è stata tipo rapita dai genitori. Vabbè. Al contrario, Ashley aveva sentito benissimo la mia chiacchierata con Brian. Non ti stava mentendo. I miei genitori mi hanno chiusa qui dentro così che lui non potesse trovarmi. Quindi in realtà lui è veramente il suo ragazzo. Devono dare nostra figlia in adozione. Sì, stava succedendo anche adesso in realtà. Ci sono i tizi sotto che se la vogliono prendere. Mi sono infuriata. Come si permettevano? Sono scesa al piano di sotto e gli ho detto tutto ciò che pensavo sul loro conto. Siete delle carogne. Ha trovato... Sembra lei prima. Sembrano delle brave persone. Sono delle persone oneste. Cheat. Tu Ashley. E lei mi ha raccontato tutta la verità. Se non promettete di lasciare in pace vostra figlia, racconterò tutta la polizia ai giornalisti. Secondo me lo dovresti fare lo stesso, ma vabbè, solo perché sono i genitori, dici. Ho avuto una settimana molto difficile, quindi se fossi in voi eviterei di mettere alla prova la mia pazienza. Mo vedi che intrappolano pure lei nell'altra cantina, tanto quelli sono ricchi, che cosa vuoi che gliene freghi? La priorità di quei due ricchi mascalzoni era di preservare la loro preziosa reputazione e di evitare scomodi pettegolezzi. Chiaro, chiaro. Così hanno promesso di lasciare in pace Ashley. Va bene, faremo come dici. Basta che tieni la bocca chiusa, ti prego. Poco dopo, la famigliola si è riunita. Ashley e Brian mi hanno ringraziata dal profondo del cuore per essermi presa cura di Elizabeth e poi se ne sono andati. Giustamente. Anche io sono tornata a casa. Ok. Ovviamente ero di pessimo umore. Speriamo che la mamma sia tornata dopo tipo 40 giorni. Non sapevo dove che questa fosse... non lo so, ha trovato il dorado, ha combattuto contro un dinosauro. Cioè. La mamma né che cosa le fosse successo. Ma per mia sorpresa, quando sono tornata a casa, Betty era lì. Finalmente. Dove sei stata? Ah, lei dove è stata? Perché voi, giustamente. Perché non rispondi al telefono? Si è rotto. Dov'è la mamma? So che stai cercando di rubare dei gioielli. Le ho mostrato la foto che avevo trovato. Mo mi dice che ora vedi che salta fuori che è veramente una foto di Halloween o di carnevale, guarda. Betty l'ha guardata ed è scoppiata a ridere con aria divertita. Palese era. Oh, quella. Quella l'abbiamo fatta una festa in maschera quando eravamo al college. Appunto. Non avrei pensato che siamo delle vere criminali, dico bene? Sì, anche perché dico sembrava un pochettino troppo strano che due criminali si fanno la foto. Cioè, va bene tutto però. Mi ha detto che la mamma non aveva un passato oscuro. Loro due erano le ragazze più belle della scuola e prendevano di mira i loro compagni. Okay. La mamma si sentiva malissimo ogni volta che ci ripensava. Così aveva deciso di diventare un'altra persona e di cambiare nome in Sunny Bunny. Sì, poteva scegliersi un nome un po' più normale, anche un po' più realistico. Però dico, vabbè. Ne ho sentite parlare di un certo diamante. È il cognome di un nostro compagno di scuola. Si è ammalato e voleva salutare tutti. Ah. Ecco perché tua mamma se n'è andata senza preavviso. Sì, vabbè, comunque ha sempre una figlia, Da una tizia che c'ha i bambini dell'orfanotrofio in casa, dico, sai, un po' di premura, vabbè. Ma poi si è sentita male ed è finita in ospedale. Ah, ecco. Ma non preoccuparti, ora sta molto meglio. Non sono riuscita a contattarti, così sono venuta a prenderti per portarti da lei. Dopo meno male. Un paio d'ore ero in ospedale abbracciata alla mamma. Fortunatamente che quindi si è scoperto non essere una pazza rapinatrice. Si è ripresa velocemente. Scusa se ti ho lasciata a casa da sola, Susan. So che sei molto responsabile, infatti non ero preoccupata. Beh. Comunque, cosa ti è successo? È stato un delirio. Sì, letteralmente. Te lo racconto dopo. Sono felice che la mamma non sia una ladra. E le sono molto grata, perché mi ha insegnato la gentilezza. I genitori di Elizabeth la amano molto, quindi non mi preoccupo per lei. Giustamente. Poco dopo, Ashley è venuta da noi insieme alla sua famiglia. Ed Elizabeth ha detto la sua prima parola. Cioè? Indovinate quale? Il tuo nome? Susan. Questo? Non ci credo. È la mia storia. Se ma come? Anche voi volete bene a vostra madre, allora lasciate like e iscrivetevi al canale. Vabbè, io l'ho già fatto, ragazzi, voi già lo sapete. Ci vediamo alla prossima. Cosa abbiamo imparato da questo video? Se vedete una persona ricca, non pensate subito che sia una persona buona, perché solitamente quelli che hanno i soldi... Alla prossima.
Oggi è lunedì e come potete vedere dai miei capelli sono disperato, ragazzi. Direte voi disperato perché? Perché la mia famiglia mi odia. E questo è quello che dice almeno il video che andremo a guardare oggi. Un video chiaramente di Diario Segreto con protagonista Jacob. I miei genitori vogliono più bene a mia sorella che a me. Caro mio Jacob, io ti capisco. Direte voi, Xiao, e per quale motivo capisci Jacob? Ragazzi, dovete sapere che io ho tre sorelle. E una che praticamente ha già due figli e si è sposata, e le altre due piccoline che probabilmente già conoscete, qualcuno le avrà viste anche in fiera, altrimenti se cercate Xiao e sua sorella qualche video l'avete anche visto. Sta di fatto che la storia di Jacob secondo me è una storia in cui tutti ci rivediamo. Fatemi sapere se avete fratelli e sorelle, voglio sapere ragazzi quanti ne avete, vi metto qua sotto perché sennò ogni volta non capiamo nulla. Guardiamoci sto video, vi dico la verità, un po' di paura ce l'ho per Jacob, però ragazzi magari le cose a Jacob gli vanno bene, vediamo. Ciao a tutti, mi chiamo Jacob e ho 15 anni. Ok, quindi piccolino diciamo Jacob, ok. Probabilmente avete già capito che ho una sorella minore. Beato tu che ne hai solamente tu, una. Si chiama Ariana e i nostri genitori... Ariana? Grande? Può essere. I genitori vogliono bene più bene a lei che a me. Ma forse perché è piccolina e c'è sempre quella sindrome, no, del neonato, boh. Ho notato che i fratelli minori sono sempre i preferiti dai genitori. Sì, beh, diciamo che ovviamente se tu già c'hai 15 anni e ti nasce un bambino neonato, non è che sono i preferiti. È chiaro che i genitori devono stare magari un po' più, capito? Probabilmente lo avrete notato anche voi. Sì, diciamo di sì, dai. Ma... cosa ci si può fare? Niente, perché alla fine non è colpa tua se i tuoi genitori fanno i figli, cioè nel senso... Beh, conosco... Infatti ragazzi posso dire una cosa, chi è figlio unico e dice di volere fratelli o sorelle non ha capito niente dalla vita. I figli unici possono godere di tutti i vantaggi della vita. È bello avere fratelli e sorelle. Quando vi capiscono però? Fratelli ho detto, vabbè. Con la risposta. Iscrivetevi al canale e vi racconterò della mia battaglia per ricevere le attenzioni dei miei e di come è andata a finire. Ah, quindi è una battaglia fatto. Ho paura, ma va bene. Da piccolo avevo tutte le attenzioni dei miei genitori per... Come ho detto io prima. Dopotutto... ero l'unico bambino della famiglia. Fai spazio anche agli altri però, Jacob, sei un po' presuntuoso, amico mio. Venivo coccolato e i miei accontentavano ogni mio capriccio. Si vede. Non mi punivano mai. Facevo proprio una bella vita. Sì, la vita del figlio unico, che io purtroppo non ho mai fatto perché quando sono nato io avevo già una sorella, ahimè. Ma quando nacque Ariana, la situazione si capovolse immediatamente. Chiaro. Era quasi come se tutto ad un tratto si fossero dimenticati di me. E in realtà non è vero, ragazzi, non è che i nostri genitori si dimenticano di noi. Iniziarono a badare solo a lei. Mia sorella divenne la persona più importante della famiglia. E addirittura, non è che diventa la persona più importante della famiglia. Semplicemente se nasci un neonato a piede libero, è probabile che la casa ti va a fuoco. Quindi magari i genitori ci tengono. Mamma e papà la servivano e la riverivano. Vabbè. Pensavo che i miei si sarebbero dati una calmata man mano che lei cresceva e... Ah, perché non funziona così? Che ci avrebbero voluto bene in egual misura. Ma il tempo passava. Ah, allora i tuoi genitori fanno proprio schifo. Scusatemi ragazzi, pensavo fosse solo perché era neonata. In realtà fanno proprio schifo come famiglia. E Ariana era sempre la preferita. A 11 anni era ancora la principessina di mamma e papà. Mentre tutto ciò che io sentivo da parte loro era... Jay, porta fuori la spazzatura. Madonna mia. Faceva male, sarò sincero. Ero arrabbiato perché era ingiusto. Mia madre comprava a mia sorella vestiti nuovi quasi ogni mese. E tu invece dovevi uscire come... Vabbè. Io invece avevo sempre solo i soliti jeans da 3 anni. Il compleanno le regalarono lo smartphone più figo in circolazione. Vabbè, si può dire iPhone, non è che ti denunciano, eh. Vabbè, lasciamo stare. Per il mio, solo un libro e una torta. Che comunque, c'è chi non ha neanche quello, eh. Certo, giustamente tua sorella c'ha l'iPhone, vabbè. Da della quale venne divorata da mia sorella. Giustamente, ecco, questo era un problema che hanno i fratelli con le sorelle, il cibo. Dio mio, ragazzi, il cibo. Cioè, le mie sorelle tipo non si sapevano controllare. Io uscivo con mia mamma, compravo, non lo so, delle merendine per me, le mettevo, non lo so, nello sportello, la sera ero lì per andarmi a mangiare le merendine, parite, nel nulla. Chi le aveva mangiate? No. Io non ho toccato niente, i topi. Mia madre mi faceva mangiare le verdure perché mi facevano bene. Madonna, che sfiga, zì. Ariana invece pizza e tacos se solo diceva che ne aveva voglia. Ma che significa? Perché a lei, scusami, cos'è, un alieno che non gli fanno bene queste cose? Praticamente era chiaro come la luce del sole che i miei
Volevano più bene a mia sorella che a me. Diciamo che sì, dal diventare tipo il figlio migliore del mondo all'essere la pecora nera della famiglia. Male. Forse vi starete chiedendo perché non ho parlato di questa cosa con loro. Beh, una volta ho provato a spiegare come mi sentivo al riguardo. E loro? Mio padre disse solamente: Jay, perché fai a gara con Arianna? È più piccola. Ma che scusa è, scusami? Lasciala stare. Ovviamente, questa risposta non mi piacque, soprattutto dal momento che quella subdola piccoletta si era resa conto che poteva fare qualsiasi cosa volesse, diventando così del tutto insopportabile. E questo qui è il momento peggiore, quando i fratelli o le sorelle minori si rendono conto che sono i preferiti della famiglia, e quella, ragazzi, è quando la vostra vita diventa un inferno, un bordello assurdo diventa, perché sanno che sono i preferiti e che quindi possono chiedere tutto, mentre voi zitti, a catena proprio. Una volta, mentre voleva prendere dei... Per non parlare di quanti dispetti fanno, ragazzi, io ancora me li ricordo. I dolciumi che mamma e papà avevano nascosto in una credenza fece cadere la teiera preferita di mia madre che... E indovina chi hanno dato la colpa? Proprio a te, caro mio. Si ruppe in mille pezzi. Quando lo vidi, pensai che Arianna sarebbe di sicuro finita nei guai. No, te lo dico io che ci finisce nei guai. I nostri genitori piombarono di corsa in cucina e chiesero cosa era successo. E lei rispose... Jacob voleva un dolcetto e ha rotto la tua teiera. Non ci posso credere, ma che infame è sta bambina, oh. Mammina, cosa? Iniziai a spiegare che non ero stato io. Ai genitori che le hanno creduto? Io, ma lei? Ma non mi diedero retta, credendo ad Arianna. Povera vita di sto ragazzo, comunque mi fa pena, raga. Venni punito, niente dolci per un mese intero. La vidi sorridermi con... Che punizione è niente dolci per un... Non ho mai sentito una roba del... Manco nel medioevo. Niente dolci per un mese intero. Vabbè, chi è suo padre? Un pasticcere? Vabbè. Malizia, mentre incrociava i miei occhi, avevo ormai perso la pazienza. E dichiarai guerra a mia sorella. Addirittura. Volevo che i miei si arrabbiassero con lei. Pensai parecchio a come far sì che accadesse e alla fine escogitai un vero e proprio piano. Ok. Per cominciare, piazzai furtivamente il suo costosissimo smartphone nuovo di zecca sul bordo del tavolo mentre stavamo pranzando. Ok. Naturalmente, Arianna non Oddio. Se ne accorse e lo fece cadere col gomito. Lo smartphone si schiantò al suolo e si ruppe. Spoiler, gliel'hanno comprato un altro e lei si è messa a piangere, vuoi vedere? Pensavo che sarebbe stata ripresa per la sua irresponsabilità. Pensavi? Stabilità e sbatataggine. Ma papà le sorrise, dicendo che gliene avrebbe comprato uno nuovo. Direte voi, Xiao, ma che hai fatto? L'hai visto sto video? Già? No, ragazzi, non è che l'ho visto il video. Semplicemente, come avevo detto nella intro, ho tre sorelle. Quindi so per filo e per segno come va questa roba. Per filo e per segno. L'avessi rotto io il telefono? Mazzate, e mi sarei tenuto il telefono. Mi sarei dovuto tenere il telefono spaccato per almeno 4-5 anni. Così funziona. Accidenti, non aveva funzionato. Passai sì. Quindi al mio piano di riserva. Sulla strada di ritorno da scuola raccattai il cagnolino più sporco e infestato da pulci che riuscii a trovare. Lo lasciai sull'uscio di casa nostra. Bussai e mi nascosi dietro l'angolo. Arianna aprì la porta, vide il cucciolo e lo portò in camera sua. Immobile, cos'è una bambola? Naturalmente. La sera, quando fecero ritorno i nostri genitori, il pavimento di casa era ricoperto dalle impronte fangose del cagnolino e mia sorella non faceva che grattarsi. Chiaro. Sarebbe finita nei guai di sicuro. No, te lo dico io. Adesso i tuoi genitori si prenderanno pure il cane, quindi tu non solo eri sotto tua sorella, e mo te lo dico io, finisci pure sotto il cane perché varrai pure meno di lui. Aspetta, guardate, state a vedere. Che a mia madre non piacevano gli animali, ma la mamma sorrise dicendo: ma che bel cagnetto, dai su, laviamolo e diamogli una sistemata. Boh, va bene. Jay, pulisci tutte queste impronte sul pavimento. Che poi d'altronde ora non è per qualcosa, Jay. Però il cane comunque l'hai messo tu davanti l'uscio di casa, eh. Quindi a qualcuno aspetterà di pulire. Non a te? Non lo so. Non saprei a chi dare la colpa a sto giro. Cosa? Non era affatto giusto. Non potevo credere alle mie orecchie. Mia madre voleva così tanto bene ad Arianna che le avrebbe fatto passare qualsiasi cosa. Cioè, capito, sua mamma non piacevano i cani e pur di fare contenta la bambina, le piacciono i cani. Assurdo. E fu allora che mi resi conto che dovevo passare alle maniere forti. Basta che non picchi nessuno, e volevo avere successo. Cominciai a intrufolarmi di notte in camera di mia sorella. Prendevo i suoi quaderni dalla cartella e le incasinavo i compiti per casa. Madonna. Scrivendo le risposte sbagliate. Non poteva passarla liscia questa volta. Poco dopo Arianna iniziò a prendere solo brutti voti.
I nostri genitori ovviamente se ne accorsero. Eh beh. Pensate che l'abbiano punita? Ovviamente no. Ovviamente no. Tranquilla, Rihanna. Ci pensiamo noi a farti i compiti. Parliamo noi con la prof. Tranquilla. Non sia mai. Assolutamente. Papà mi chiamò dicendomi: Jay, tua sorella non sta andando molto bene a scuola. Aiutala. Spetta a te. D'altronde sei il fratello maggiore. Farai da tutor e la aiuterai a fare i compiti. Ovvio. Com'era potuto accadere? Stavo... Cioè, quindi praticamente è passato dal sbagliare i suoi compiti a doverglieli fare lui. Perché ovviamente non è che dici, sai, ti siedi con lei, glieli fai capire. Assolutamente no. Facendo io i compiti ad Ariana, certo. Mentre lei giocava col cane, certo. Fregandosene di tutto e tutti. Stavo malissimo. Stavo perdendo la guerra. Decisi però di fare un ultimo disperato tentativo. Ho paura, se le inventate tutte, che cosa ha pensato? Decisi di scappare di casa. Ah. Forse... Se fossi scomparso, mamma e papà si sarebbero resi conto di quanto... Madonna, cioè, se sei scappato e non hanno manco chiamato la polizia, significa che veramente è una famiglia male proprio... Male stavano senza di me e avrebbero cominciato ad apprezzarmi di più. Così, una sera, misi in uno zainetto del cibo, vestiti pesanti e il libro che mi avevano regalato al compleanno. Ok. Scrissi un bigliettino di addio, lo lasciai sulla scrivania di camera mia e me ne andai. Breve... Non sapevo dove sarei andato o per quanto tempo sarei stato via. In realtà non avevo un piano ben definito. Direi, anche perché a 15 anni, insomma, non è che puoi scappare di casa, vabbè. Mi misi in cammino, pensando che in quel preciso istante probabilmente mamma sarebbe entrata nella mia stanza e si sarebbe resa conto che non c'ero. Poi in teoria avrebbe trovato il biglietto. Mi immagino il suo spavento e l'urlo di papà. C'è un mai in questa situazione che secondo me... Avrebbero cominciato a chiamare tutti i miei amici, cercando di capire dove fossi andato. E Ariana la terribile avrebbe capito che era successo tutto per colpa sua. Dubito che questa cosa è successa. Sembra troppo bello per essere vero sto film. Pensieri del genere mi rendevano felici e mi facevano sentire amato. Felici, ok. Ero così lontano da non saper nemmeno dove mi trovassi. Bene. Ero stato talmente immerso nei miei pensieri che non mi ero reso conto che mi ero perso. Bravo. Tra l'altro finito in un bel quartiere, noto dall'immondizia e dal tutto la parte tutto lì vandalizzato. No, dovevo mantenere la calma. Dovevo semplicemente voltarmi e tornare sui miei passi finché non fossi arrivato in una via che conoscevo. Giusto. Misi le cuffiette ed iniziai ad ascoltare la musica con... Sì, musica dei piedi. Con lo smartphone per non annoiarmi mentre camminavo. Nel frattempo era scesa la notte ed era quasi tutto buio. Più camminavo, più ero sicuro che quella fosse la direzione sbagliata. Sì, anche perché sei passato da una città al far west. Mi trovai in una parte oscura della città. Ero circondato da palazzi malandati e recinzioni cadenti. Ma come c'è finito lì, scusatemi? Non avevo più la pallida idea di dove mi trovassi o da che parte fosse casa mia. In tutta sincerità, avevo paura. Vedevo delle ombre spaventose fissarmi dalle tenebre. Chi erano e cosa volevano? Penso ai tuoi soldi, Penso. In quel momento, per la prima volta, avrei voluto non essere mai scappato di casa. Eh sì. Immaginai che in quel preciso istante i miei genitori e la polizia mi stessero cercando nel quartiere. Hai detto bene, immaginai. Probabilmente che mia mamma stesse piangendo e che papà stesse sgridando Ariana, incolpandola di tutto. Decisi che ormai la mia famiglia aveva capito la lezione e che era ora di tornare a casa. Okay. Ma da che parte dovevo andare? Sì, appunto, ti eri perso. Non sapevo minimamente dove fosse casa mia. I trasporti pubblici a quell'ora non c'erano più. Ero troppo spaventato per chiedere informazioni. Vai a sapere che razza di persone vaga per strada a notte fonda. Sì, appunto, direi. Dopo un paio d'ore mi resi conto che ero tremendamente stanco. Decisi di mettere da parte l'orgoglio e chiamare i miei. Ma quando presi il telefono... No, non ci credo, che sfiga. Telefono, vidi che la batteria era esaurita. Avevo ascoltato musica per così tanto tempo che si era scaricato. Sei un po' stupido. Oh, ma era un topo quello? È qui che cominciai ad avere veramente paura. Capii che scappare di casa era stata una pessima idea. Sì, diciamo che è un atto abbastanza estremo. Capisco volessi far notare dei genitori, ma... Era terribile trovarsi in una situazione di così totale disperazione. Passai tutta la notte a gironzolare per la città in cerca di casa. Cioè, in tutto questo la sua famiglia non l'ha cagato di striscio. Complimenti. Solo il mattino dopo mi imbattì in un edificio dall'aspetto familiare. Da lì ritrovai velocemente il senso dell'orientamento e okay. In un batter d'occhio ero davanti alla porta di casa.
Ero così stanco, completamente drenato. Ad ogni modo, ero orgoglioso di me stesso. Oh, oddio. Avevo dato una lezione ai miei genitori. Povero, non si sono accorti di niente, vuoi vedere? Probabilmente erano rimasti svegli tutta la notte in cerca del figlio perduto. Dubito. E ora mi avrebbero abbracciato sollevati. Sì, sì. Ma non appena misi piede in casa, mi colpì il silenzio. Il salotto era vuoto. Dove erano tutti? Ma? Non ci credo, raga, stavano dormendo beati. Mi diressi in silenzio verso camera dei miei e vidi papà e mamma che stavano russando beati. Anche mia sorella Ariana dormiva come se niente fosse. Non me l'aspettavo. Il biglietto che avevo lasciato nella mia stanza non era stato nemmeno toccato. Non ci credo. A quel punto che arrivò mia madre con aspetto assonnato, vide che ero vestito e avevo lo zaino. Pacata mi disse: "Ah, Jacob, sei già pronto per andare a scuola?" Non credo. Non sbattere la porta quando esci. Noi dormiamo ancora un po'. Non ci credo, raga, sono scioccato. Avevo fatto fiasco. Non si erano manco accorti della mia scomparsa. Ma poverino, raga, vi giuro, mi sta facendo una pena assurda. Cos'ero scappato di casa a fare? Mi resi conto che non potevo cambiare le cose. Mamma e papà avrebbero sempre voluto più bene a mia sorella, indipendentemente da quello che avrei potuto fare. Già. Decisi di accettarlo e andare avanti. Ma il destino esiste. E solo un paio di giorni dopo mi fece una sorpresa. E cioè? Una sera, a cena, i miei... Cioè lui mangiava sempre broccoli, raga, allucinante. Si stavano comportando in modo particolarmente serio. Cioè? Il padre disse: "Jacob, Ariana, io e vostra madre dobbiamo dirvi una cosa." Ho paura. Presto arriverà un fratellino. Oh. Non ci credo. Non ci credo, ma pure quell'altra viene messa da parte. Una sorellina. Wow, mia madre era incinta. Ariana urlò di gioia e la abbracciò. Io guardai mia sorella e le sorrisi con malizia. Non sapeva cosa stava andando incontro. Esatto. Molto presto non sarebbe più stata la più coccolata. Avete indovinato cosa successe dopo? Quando nacque la nostra sorellina... Ma è sempre così, eh. La mia... Tocca a tutti prima o poi. I miei cominciarono a dedicarsi esclusivamente a lei. Chiaro. Ariana smise immediatamente di ricevere tutto la... Ovviamente. ...amore e le attenzioni a cui era abituata. Papà la faceva pulire e... Non ci credo. Le chiedeva di portare fuori la spazzatura. Mia madre le diceva di mangiare le verdure perché le facevano bene. Finalmente mia sorella capì cosa significava essere me. Direi. Per lei era durissima. Tuttavia, non ero poi così contento che avesse ciò che meritava. Mi dispiaceva per lei. Perché era pure piccola comunque. Davvero. Una notte, venne in camera mia in lacrime, dicendomi che mamma e papà non le volevano più bene. Ora sai come ci si sente, bro. Abbracciai Ariana e le dissi che non era vero. Volevano bene a tutti noi allo stesso modo. Per loro, i figli più grandi erano semplicemente diventati più maturi e responsabili. Esatto. Persone indipendenti. Ecco perché dedicavano tutto. Ma ragazzi, ma poi alla fine la verità è quella. I nostri genitori non è che in realtà non ci vogliono bene. Semplicemente è chiaro che quando c'è una nuova creatura piccola in casa, devono per forza di cose dedicarsi appunto a lei o a lui. Perché ragazzi, ovviamente, magari se tu hai già 15-16 anni, i tuoi genitori pensano che magari devono dedicarsi al bambino neonato, perché tu a 15-16 anni ti sai già comunque gestire la vita, no? Certo, con lui comunque ci sono andati giù pesanti, anche con tutte lei, però... le loro attenzioni al più piccolo. Forse dovrei veramente crescere un po'. Che ne pensate? Non lo so, secondo me la sua famiglia è molto comunque... Cioè, questo video è molto estremizzato, diciamo, però... Scrivetelo nei commenti qui sotto. In fondo, la storia della vostra famiglia potrebbe assomigliare abbastanza alla mia. Ma in realtà penso che... Sì, sì, siamo lì. Siamo lì, comunque, siamo molto, 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 molto simili. Ma molte famiglie, alla fine, hanno questa storia. Fatemi sapere se anche voi avete subito le stesse cose. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ragazzi, ho notato una cosa. Le reaction di Diario Segreto le state non amando. Di più. Quindi chi sono io per non portarvele? E infatti oggi vi faccio vedere una cosa. Mi sono innamorata di un ragazzo bellissimo, ma c'è un unico problema. È pazzo. Non lo so quanto è grave questa cosa, ma vediamola insieme. Intanto vediamo come si chiama, come al solito. Ciao, io sono Brinny. Brinny. Ragazzi, nei commenti, Brinny, già lo sapete. Ciao, io sono Brinny. Anche se tutti mi chiamano Bri. Bri. Ok, allora per abbreviare, ciao Bri. Così siamo. Credevo nel vero amore e volevo trovare la mia anima gemella. 16 anni. E voi siete sinceri? Tuttavia, a 16 anni ero ancora single.
Vabbè, non è che per forza ti devi fidanzare quando c'hai 16 anni, eh. Cioè, c'è tempo per tutto, ragazzi. Non che non piacessi ai ragazzi. Al contrario, avevo diversi ammiratori. Ammiratori, cos'è? Ariana Grande? Ero nella squadra di pallavolo e alcuni ragazzi con cui giocavo si erano persino dichiarati. E quindi? Davi il palo a tutti, li bidonavi, poverini? Friendzone? Ma li ho rifiutati tutti. E poi si lamenta che non c'è nessuno. Bri, vieni al cinema con me dopo l'allenamento. Tu mi piaci. Scusami, ma voglio che restiamo amici. Madonna, che schifo. Vabbè, ci sta, oh, sono gusti, non critichiamo Bri, dai. Le mie amiche ridevano di queste situazioni, ma io le ignoravo. Ma come ridevano? Ma poveri ragazzi, più che altro. C'è un sacco di gente che si dichiara e... Infatti correvano da me in lacrime ogni volta che il loro ragazzo le lasciava o le tradiva. Ah, ho capito. Tipo, lei non si voleva fidanzare perché non credeva nel vero amore, no? Quindi tipo, no, è inutile fidanzarsi se poi mi lasciano. Vabbè, ci può stare, raga, ci può stare. Voi siete fidanzati? Avete una crush? Nei commenti voglio saperlo, eh. Oh, Bri, è terribile. Come ha potuto lasciarmi davanti a tutta la scuola? Avete... E lei rideva oppure... Capito che cosa intendo? Non volevo ripetere gli errori delle mie amiche. Come pensavo, è una cosa molto comune non fidanzarsi per paura di essere lasciati. Però nella vita bisogna buttarsi, cara Bri. Ecco perché stavo aspettando qualcuno di davvero speciale. E... Come fai a capirlo? Mio mister perfezione. Ho sempre preso... La perfezione non esiste e già non ci siamo, cara. Ho preso i miei genitori come un esempio di relazione perfetta. Non litigavano mai e organizzavano spesso degli appuntamenti romantici. Vabbè, ho capito, ma quelli sono casi rari, ragazzi. Credevo che fossero fatti l'uno per l'altra, come l'estate e il gelato. Ah. Sono così felice di averti incontrata. Che voce ha il padre? Oh, sei così dolce. Mentre li guardavo elencavo le caratteristiche del mio ragazzo ideale. Vabbè, sposati tuo padre a sto punto, scusami. Prima di tutto dovevamo essere dello stesso segno, come... Eccoci qua, e già partiamo malissimo su sta roba dei segni zodiacali, raga. I miei? Io sono del Sagittario e voi? Io sono dello Scorpione, però voi scrivetemelo nei commenti perché sono curioso. Poi dovevamo avere gli stessi gusti in fatto di cibo e di... Madonna! ...musica e anche gli stessi hobby, ma non è... Praticamente una copia di te, ma al maschile. Fatti un clone, creati un avatar su Roblox e vattene su Brookhaven e giochi da sola, non lo so, cioè, ma che cosa significa? Da tutto. La cosa più importante era che fossi amore a prima vista. No. Capito, vuole il ragazzo praticamente che non esiste. Ottimo. Non ho mai mostrato la mia lista a nessuno, quindi è un segreto, ok? No, l'hai mostrata adesso solamente a 108.000 persone. Dai, ci sta. Ora poche. Sapete perché rifiutavo tutti quei ragazzi. Nessuno di loro rispettava i miei criteri. Non volevo perdere le speranze e continuavo ad aspettare la mia anima gemella. Ed è mai arrivata? Arriverà mai? Lo scopriremo. Un giorno i miei mi hanno dato una notizia fantastica. E cioè? Bri, tesoro, io e tuo padre abbiamo preso un bungalow sull'oceano. Se la passano male comunque, vedo. Quest'estate passeremo le vacanze lì. Che bello! Ma che cazzo? Quando sono arrivate le vacanze, ci siamo trasferiti nel bungalow. Si trovava in un piccolo residence. Era bello, mi piacerebbe un sacco fare una cosa del genere anche a me. Un posto bellissimo, da togliere il fiato. Okay. Non vedevo l'ora di scoprire il posto e di farmi un sacco di foto. Così sono corsa in spiaggia. Ero sul... Ma è un molo, non è una spiaggia, vabbè. Bordo del molo e stavo per farmi un selfie quando un bagnino dall'aria scontrosa mi ha raggiunta. Vabbè, è scontrosa, quindi tecnicamente non dovrebbe piacerle. Ma stranamente si innamorerà di lui. Ehi, non sai leggere. È vietato tuffarsi dal molo. Non ne avevo la minima intenzione. Non ho nemmeno il costume. Sì, appunto. È quello che dite tutti poco prima di tuffarvi. Ti appunto una medusa? Perché sei così antipatico? Insulto è. Questa è la versione gentile. Vieni, allontanati. Quel bagnino odioso mi ha cacciata dal molo. Che idiota. Madonna. Potevo rispondergli per le rime, ma non avevo intenzione di farmi rovinare l'umore. In che senso per le rime? Gli avrebbe voluto fare tipo una canzone rap contro, raga. Ora è il primo giorno di vacanza. Giusto. Così giusto. Sono tornata al bungalow. Lì mi attendeva una notizia inaspettata. E cioè? Bri, stasera verranno a cena alcuni nostri amici. Anche loro hanno preso un bungalow qui vicino. Vabbè, dai, ci sta. Hanno un figlio della tua età. Aia, attenzione. Sam è un bravo ragazzo. Sono sicura che andrete d'accordo. Ho alzato gli occhi al cielo. Non sembra. I miei cercavano sempre di trovarmi un fidanzatino. Ah, ok. Ero sicura che Sam non avrebbe rispettato i miei standard. E tu che ne sai, scusami? Proprio come tutti gli altri. Magari Sam era quel bagnino odioso. Sarebbe... Madò, ti immagini? È stato un disastro. Ovviamente ho provato a cercare delle scuse, ma... Niente scuse, Bri. Non ha funzionato. Qualcuno... Madonna, sono già...
Ti prego, dimmi che il figlio è quello al centro, perché se è letteralmente Candy Barbie in versione Giga Chad, secondo me non ci siamo per niente. Sotto alla porta, gli ospiti erano arrivati. Ok. Aspettate un attimo. Aia. Quel bellissimo ragazzo era Sam. Sì. I nostri occhi si sono incontrati e la freccia di Cupido mi ha colpito il cuore. Quindi, primo requisito fatto, amore a prima vista. Almeno per lei, poi per lui non si sa. Si è avvicinato e mi ha sussurrato all'orecchio che non voleva stare ad ascoltare le chiacchiere degli adulti. Okay. Possiamo guardare Coco e mangiare due burger vegetali. Due burger vegetali? Non so cosa siano. Sono vegetariano. Ah, davvero? Okay. Ci sta, ci sta. Anche io sono vegetariana. Siamo a gusti di cibo, due punti, eh. E adoro quel film. Riuscite a crederci? Non avevo mai incontrato un ragazzo così perfetto. Vabbè, ti ha detto due cose. Siamo nascosti nella mia stanza e abbiamo chiacchierato per... Come nascosti, oddio. Tutta la sera. Mm. Quanto pare anche Sam giocava a pallavolo. Avevamo molto in comune. Finalmente avevo trovato Mr. Perfezione. Ma il titolo però c'è scritto che è pazzo, quindi mi sa che Sam ci nasconde qualcosa che nessuno di noi sa. Mi sono innamorata di Sam e anche lui provava lo stesso per me. Ma questo non è Sam. Ah no, questi sono i genitori. Ok, scusatemi. I nostri genitori erano al settimo cielo quando hanno scoperto che ci eravamo messi insieme. No, aspetta, no, un attimo, non ho capito. Cioè, questa qui ha passato tutto l'anno scolastico a rifiutare quasi pure il preside. Ha incontrato sto tizio e alla prima sera, alla prima ora si sono messi insieme e l'hanno comunicato ai genitori. Cosa ho sbagliato io nella mia vita che non ho ancora trovato una ragazza, scusatemi. Devo iniziare a mangiare anch'io i burger vegetali? Anche io ero felicissima. Contentissimo per loro, raga, per carità, però... Fortunatamente non è durata molto. Come fortunatamente? Sam, il principe azzurro, si è trasformato in uno psicopatico. Diceva di amarmi, ma sapete che cosa amava ancora di più? Vincere. Era... In che senso? Ossessionato. Un giorno eravamo in spiaggia quando ho visto un'altra coppia giocare a pallavolo. Okay. Anche io gli ho proposto di giocare. Tuttavia Sam ha preso la sfida molto sul serio. Madonna, un campionato mondiale. Ora ti batto, piccola Brie. Si è impegnato al massimo e ovviamente ha vinto. Poi ha iniziato a vantarsene come se avesse ottenuto chissà cosa. Madonna. Mentre io ero sdraiata con la faccia nella sabbia e avevo l'aria di una triste stella marina. Mm. Oh yeah! Chi è il migliore? Io sono il migliore. Mo arriva il bagnino e gli dà un pugno qua nel collo. Com'è perdere, Brie? La cosa peggiore era che Derek, il bagnino odioso, ha assistito alla scena. Dimmi che almeno t'ha aiutata. Ovviamente mi ha presa in giro. Che dolce il tuo fidanzato. Effettivamente. Mentre Sam sta... Madonna, ma sta flexando col mondo. Hai vinto la partita a pallavolo? Sì, mica sei Mister Olimpia. Sta mostrando i muscoli ad alcune ragazze, Derek ha cercato di risollevarmi il morale e mi ha rivolto un sorriso compiaciuto. Dammi la mano, bambola. Ma che cosa... Non ho bisogno del tuo aiuto. E mi... Bambola, ma chi parla così, raga? Mi chiamo Brie, non bambola. Appunto. Chiaro? Hai la lingua affilata, eh? Mi stai dando fastidio. Non rivolgermi la parola. Giusto. Ho preso Sam per il braccio e l'ho trascinato via dalla spiaggia. Sì, la prossima volta magari evita di fidanzarti alla prima ora. Tipo, non lo so, frequentati, conoscila meglio una persona, magari. Non lo so, eh. Sfortunatamente quello era solo l'inizio. Il mio ragazzo mi deludeva sempre di più. Facevano pure a botte, no? Cercava di battermi in tutto. Sembrava un pazzo. Chi finiva il frappè per primo? Chi era più brava a tuffarsi in piscina? Chi cantava meglio il karaoke? Madonna, raga, che cos'è una sfida sta la vita di sto ragazzo? I nostri appuntamenti erano una specie di gara. Stavo iniziando a dubitare che fossimo fatti l'uno per l'altra. Forse la mia lista non funzionava. Eppure i miei genitori erano perfetti insieme. Sì, ma vabbè. Guardate che piccioncini. Mamma e papà sembravano sempre il luna. Ma poi quando ci sono stati sto bungalow in spiaggia? 2 anni? Di miele, anche se erano sposati da 20 anni. Si finivano persino le frasi a vicenda. Che fame. Potrei mangiare una pizza grande quanto... La luna. Secondo me è cringe, ma va bene. Lo stavo per dire. I miei erano perfetti insieme. Non volevo arrendermi così in fretta. Dovresti, perché è difficile trovare... Cioè, la perfezione non esiste, ragazzi. Questo vi deve entrare in capo, eh. Ho deciso di organizzare... Fidatevi, ve lo dico io. Alla fine questa qua si fidanza col bagnino. Ascoltate uno scemo. Organizzare un appuntamento romantico in riva al mare. Volevo dire a Sam che a volte il suo comportamento mi dava fastidio. E mo, tipo, avrà fatto un'altra sfida. Ho portato una coperta e della frutta. Ma Sam non voleva stare seduto. Perché? Era come un bambino agitato in cerca di avventure. Sfortunatamente ne ha... No, ti prego. Trovata una subito. Ovviamente è una sfida a non nuotare.
e lui va a nuotare. Mo' arriva il bagnino, lo distrugge di botte e finisce a casino. Sam ha visto il molo e ha notato il cartello che diceva che era vietato tuffarsi. Chiaro. Ho capito subito che cosa aveva intenzione di fare. La sfida. Ma poi la coperta è nerissima, raga, super sporca, boh. Sam, non pensarci nemmeno. È vietato tuffarsi dal molo. Appunto. Chi se ne frega? Non fare il pollo. Io mi tuffo. Cosa vuol dire non fare il pollo? Ma che insulto è? Ha preso la rincorsa ed è saltato in acqua. Poi ha iniziato ad agitarsi e a urlare che era stato punto da una medusa. Posso dirlo? Te lo meriti. C'era scritto nel cartello non nuotare. Non sapevo che cosa fare. Fortunatamente Derek ha visto Sam in difficoltà e lo... Ma pure un pugno dietro la schiena gliel'avrei dato dietro la testa io per farlo sei svegliare. Sei impazzito? Credevi che il cartello fosse lì per bellezza? Veramente. Ringrazia il fatto che c'ero io. Smettila di farmi la morale. Salvare le persone è il tuo lavoro. Cosa vuol dire? Non è che tu ti devi tuffare e ti devi morire gatto solo perché lui ti hanno può salvare. Hanno iniziato a litigare e mi hanno guardata. Si aspettavano che io mi schierassi. Ma perché? Devo essere sincera, sapevo che Derek aveva ragioni. Direi. Ma Sam era il mio ragazzo. Sì, e che ragazzo poi, comunque. Ma dovevo sopportarlo. Ho accompagnato Sam al bungalow e ho chiamato un medico. Ha curato la puntura della medusa e gli ha raccontato. Ma basta fargli la pipì, vabbè. Comandato di... Aneddoti che mi raccontava mia nonna, ragazzi, lasciate perdere. Stare a letto per riprendersi del tutto. Così ho scoperto che il mio ragazzo, come se non bastasse, si comportava anche da vittima. Cioè? Sembrava sul punto di... E continuava. Madonna, una puntura di medusa, mica t'appunto, non lo so, un calabrone. Lamentarsi. Oh, sto malissimo. Bri, chiudi le tende e portami qualcosa da bere. Che chiudi le tende? Ok. Cos'era quel suono? Bri, chiudi le tende e portami qualcosa da bere. Ma poi perché ci sono degli insetti nelle pareti, raga? Per quale motivo ci sono degli insetti? Ok, non c'è bisogno di essere così esagerati. Grattami il naso. Ma la medusa t'appunto nelle gambe. Puoi farlo da solo. Appunto. Vergognati. Sto soffrendo. Non puoi prenderti cura di me. Semplicemente. È colpa tua. Sei tu che non hai rispettato le regole. Non lamentarti. Brava. Sam mi ha messo il broncio. Mi sono sentita in colpa e mi sono... E gli ha grattato il naso. Sono presa cura di lui. Chiaro. Tuttavia si comportava come un bambino viziato e mi dava troppo fastidio. Ho deciso di prendermi una pausa. Sono andata in spiaggia. Andata. Mi sono messa ad ascoltare il rumore delle onde. Ed è arrivato Derek. E ho ignorato i messaggi vocali di Sam. Si stava lamentando perché si annoiava. Okay. Ma come puoi divertirti mentre io sto male? Ho fatto bene sta cosa dell'audio, Non ti sopporto più. Poi qualcuno mi ha fatto ombra. Ovviamente, ma questo vive dentro la spiaggia, ok, con bagnino, ma la casa ce l'ha? Ho alzato lo sguardo e ho visto Derek. Credevo che mi avrebbe detto qualcosa di sarcastico. Invece si è comportato in modo amichevole. So che non sono affari miei, ma il tuo ragazzo mi sembra molto egoista. Non hai tutti i torti. Derek si è seduto accanto a me e abbiamo iniziato a parlare. Okay. Mi ha detto che lavora... Io ve l'ho detto che alla fine si metterà con lui, raga, credetemi. Lavava come bagnino perché gli piaceva aiutare le persone. A volte sembro scontroso, ma non sono un cattivo ragazzo. Ultima... Giusto, ci sta. Nella vita bisogna essere ogni tanto anche severi, soprattutto se fai un lavoro in cui hai a che fare con gente stupida, tipo il tizio che va a nuotare nonostante il cartello. Ovviamente ero di pessimo umore, ma Derek è riuscito a rallegrarmi. Abbiamo parlato a lungo e ci siamo conosciuti meglio. Era una persona Mo si fidanza con lui anche dopo un'ora, mo vedi, Interessante e divertente. Ho smesso di andare così spesso da Sam e ho iniziato a trascorrere parecchio. Notare che lui proprio, raga, outfit base, costume. Anche se va in città, a scuola, lui così ci va col fischietto. Più tempo con il mio nuovo amico. Che strano. Infatti Derek non aveva le caratteristiche che avevo segnato nella mia lista. Perché la perfezione non esiste. La segreta. Giochiamo a pallavolo. Non mi piace molto, ma per te posso fare uno sforzo. Esatto, bisogna trovare anche dei compromessi. Di che segno sei? Leone. Che peccato, io sono Sagittario. Che peccato, non è che... Visto, eravamo come l'acqua e l'olio. Gli opposti si attraggono, bro. Ma per qualche motivo mi sentivo a mio agio con lui. Ho capito che mi stavo innamorando. Ho provato Madonna, il primo giorno sempre, questa è malata ragazzi, ve lo non dico pensarci. Io. Non pensarci. Inoltre uscire con Derek mentre Sam stava male mi faceva sentire molto in colpa. Vabbè Poco dopo, il mio fidanzato perfetto si è ripreso. Mi ha proposto di partecipare a un torneo in spiaggia. Tanto per cambiare delle sfide. Speravo che Sam avesse riflettuto sul suo comportamento e che fosse cambiato. Così ho accettato. Mi sbagliavo. Mentre le altre coppie si divertivano, Sam cercava di vincere a tutti i costi. Ovviamente. Ma perché si morde le labbra mentre... Notava ogni mio errore. Come fai a essere così goffa?
Perché ti comporti? Borbottava ogni mio errore. Come fai a essere così goffa? Perché ti comporti come se ci fosse in palio un premio da $1,000,000? Appunto. Sì, abbiamo dato del nostro meglio, ma siamo arrivati secondi. Sam la... Mannaggia, mo s'arrabbia Sam. Si farà pungere da un'altra medusa? Speriamo che a sto giro solo mangia uno squalo, almeno. Pesa malissimo. Mi ha dato la colpa della sconfitta, uffa. Non sopportavo più i suoi capricci e l'ho lasciato all'istante. Direi. Oh no, picco. Secondo me è durata fin troppo. Però Brie, non sei tu che mi stai lasciando. Sono io che sto lasciando te. Giustamente, perché è anche una sfida a chi si lascia prima. Come ho fatto a non pensarci? Voleva essere il primo a chiudere la nostra relazione, ma non mi interessava più. Finalmente mi ero liberata di lui. Sono andata da Derek e gli ho detto che avevo lasciato Sam. Stranamente. Devi sapere che mi piaci da tempo. Siamo molto diversi, ma mi attiri come una calamita. Vabbè, bella frase per rimorchiare qualcuno. Questo è inaspettato. Brie, sono lusingato. Ma io sono già fidanzato, guarda. Sei fantastica, ma non posso uscire con te. Greve. Riusciti. È stata frienzonata dopo aver frienzonato tutti. Adesso sai come ci si sente, cara Brie. Ti a crederci? Mi ha detto che aveva scritto un elenco con le caratteristiche che avrebbe dovuto avere la sua ragazza ideale. Non ci credo, un altro malato. No, sì, c'è qualche problema con questo video. E che io non rientravo nei criteri. Mi dispiace, cosa? Ma è meglio se restiamo amici. Poi ha salutato una ragazza che ci ha raggiunti. Brie, ti presento Mary. Ci siamo conosciuti da poco. Credo che sia la mia anima gemella. Ok. Siamo perfetti l'uno per l'altra. La delusione è stata tale che mi sono venute le vertigini. Quello era il karma. Infatti avevo... Ho rifiutato tutti i miei ammiratori. Ero distrutta. Ma ho sorriso con gli occhi lucidi e ho augurato buona fortuna a Derek e Mary. Giustamente. Dopo le vacanze sono tornata a casa con il cuore spezzato. Poco dopo i miei hanno notato che ero triste. E mi hanno chiesto che cosa fosse successo. Niente, ha scaricato tutta la scuola e per una volta è stata scaricata lei. È stata la prima volta che ho parlato loro della lista che avevo stilato ispirandomi alla loro relazione. E tipo sua mamma le dice: guarda che noi stiamo divorziando. Ma ora mi sento persa. Sam doveva essere il ragazzo perfetto per me, ma si è rivelato un idiota. Molto, direi pure. I miei si sono scambiati un'occhiata divertita e sono scoppiati a ridere. Brie, sarà difficile da credere, ma quando io e tuo padre ci siamo incontrati eravamo completamente gli opposti. Sì, non potevamo sopportarci. Esatto, tua madre mi dava sui nervi. Ovvio. E anche lei non mi sopportava. Beh, perché ovviamente in una relazione le cose si conquistano piano piano. Cioè, che ne so, un film che magari non piace a uno dei due, poi gli piace alla persona perché magari, che ne so, te lo guardi insieme, sai che guardandolo c'è stata una bella esperienza e quindi lo apprezzi per quello, capito? Perché lo colleghi al ricordo che c'hai appunto con la persona. Tuttavia, ci siamo conosciuti meglio e ci siamo innamorati. Esatto. Wow, non lo sapevo. Mamma e papà mi hanno spiegato che lo... Ogni tanto chiedere. Stesso segno zodiacale, gli stessi gusti in fatto di cibo e musica non significavano nulla. Appunto. Devi ascoltare il tuo cuore, tesoro. Quando si tratta di sentimenti, è inutile essere razionali. Bravo. Ho sospirato. Brava. Il mio cuore aveva scelto Derek, ma lui mi aveva rifiutata. Dovevo accettarlo. Mi sono sentita triste per... E alla fine si è fidanzata per molto con tempo. Qualcuno. Ma alla fine la vita è tornata alla normalità. Sono tornata a scuola, uscivo con i miei amici e giocavo a pallavolo. Giusto. Il tempo è volato ed è arrivata un'altra estate. I miei genitori mi hanno chiesto se volevo andare al mare con loro. Quel luogo mi riportava alla mente dei ricordi spiacevoli. E quindi? Ma ho accettato comunque. Ah. Dopo avergli spazzato... Greve, lo stesso con Derek si mette, ve lo dico io, perché anche lui avrà capito che la lista non serve a nulla. Tutte le valigie, sono andata in spiaggia per godermi il tramonto. E poi ho assistito a una scena inaspettata. Mary e il mio ex stavano giocando a pallavolo insieme. Si lanciavano un sacco di frecciatine. Credo. Ho persino pensato che stessero per litigare. Io sono il dio della pallavolo, stai a vedere. Eh? Non sei nessuno in confronto a me, tesoro. C'erano tipo uguali, ho capito. Doro. Alla fine nessuno di loro ha vinto. Hanno pareggiato. All'improvviso si sono abbracciati come due innamorati. Non ci posso credere. Hanno bocca aperta. Aspettate, Mary non stava più con Derek. Quindi... Ma che cavolo. Io ve l'ho detto che ci vedo lungo su queste cose. Poi mi hanno vista e si sono avvicinati. Oh, Brie, che bello vederti. Sembri sorpresa. È un eufemismo. Sì, mi appunto. Hanno spiegato che si erano conosciuti per caso e che si erano innamorati. Infatti, entrambi amavano vincere ed essere al comando. Capisco. Così Mary ha lasciato Derek per mettersi con Sam. Bella non scelta. Non lo sarei mai aspettato. Tuttavia ero felice per loro. So che a volte mi sono comportato da idiota. A Scusami. Volte. Spero che... Manco le meduse ti vogliono. E possiamo comunque essere amici. Ah, non parliamone più.
Buona fortuna, ragazzi. Esatto, lui vestito come l'anno scorso, comunque. Mi sono andata e l'outfit dell'estate. Mi sono diretta al molo. Tuttavia, quando sono arrivata, ho visto che c'era qualcuno. Derek era seduto con i piedi a mollo nell'acqua. Ma non ci sono le meduse lì? Vabbè, evidentemente a lui non lo mordono. E stava guardando l'orizzonte con aria triste. Mi sono seduta accanto a lui. Non ha paura delle meduse, signor Bagnino? Brie, che cosa ci fai qui? Beh, di certo non sono venuta per fare un tuffo. Giustamente. Perché sei così triste? Mi ha sorriso e mi ha detto che Mary lo aveva lasciato. Che strano. Secondo la mia lista eravamo perfetti l'uno per l'altra. Visto pure lui stupido. Ho appoggiato la testa sulla sua spalla e gli ho parlato del consiglio che mi aveva dato i miei. Dovresti ascoltare il tuo cuore. Non ne rimarrai deluso. Il mio cuore sta cercando di dirmi qualcosa. Davvero? Che cosa ti dice? Che sono stato un idiota a farmi sfuggire una ragazza incredibile come te. Esatto. Dice anche che dovrei baciarti. Possiamo ricominciare da capo? Volevo dare un'altra chance a Derek. Ho strappato la lista. Ora... Sì, hai fatto bene, raga, non fatevi liste. Ho deciso che ascolterò sempre il mio cuore. Brava. Voi credete nell'amore a prima vista? Non lo so, ragazzi. Voi ci credete? Fatemelo sapere nei commenti. Ma nel dubbio, io vi lascio con un bacio e un cuoricino. Ci vediamo alla prossima. Ciao!